Sì, grazie a voi si riconoscono quelli che sono già venuti l'altro anno dal fatto che hanno plaid e maglioni, quelli che invece sono nuovi scopriranno subito perché. Dunque sono un po' combattuto perché mentre ero a cena mi dicevano bisogna parlare poco, però mi sembra che poiché avete fatto lo sforzo di venire fino qua a quest'ora della notte e perché non ci sono conferenze dopo di questa, possiamo andare avanti finché vogliamo. Io cercherò di tenere un pochettino il tempo e vediamo che cosa succede. Dunque, naturalmente, come dicevo poco fa, questo è il secondo ciclo di letture. Lo scorso anno abbiamo letto Galileo e forse era una cosa più abbordabile, prima di tutto perché Galileo scriveva in italiano, anzi ricorderete che Italo Calvino aveva detto per l'appunto che Galileo era il più grande scrittore italiano, anche se forse questa era considerata da qualcuno un'esagerazione. Einstein è una cosa un po' diversa, tanto per cominciare scriveva in tedesco, quindi bisogna leggere in traduzione, quindi la lingua non è più quella originale, e poi soprattutto sono passati secoli e quindi la divulgazione che Galileo faceva era una divulgazione un po' alla portata di tutti. Quella che Einstein fa, prima di tutto, spesso non fa divulgazione, quindi leggere le opere di Einstein a volte può essere effettivamente una sfida. La facciamo insieme, vediamo fino a dove si può arrivare. Sono tre serate che ho diviso in una maniera che mi sembra anche abbastanza naturale, visto il percorso intellettuale di Einstein. La prima serata, quest'oggi, sarà dedicata quasi tutto alla relatività. Sia speciale che generale. Naturalmente anche nel caso di Einstein leggeremo il più possibile le cose divulgative. Domani invece volevo dedicarlo domani sera alla meccanica quantistica. Ora naturalmente c'è un problema nel caso della meccanica quantistica ed è che mentre Einstein ha scritto un libro di divulgazione sulla relatività, ne ha scritti due in realtà, ma uno, Il significato della relatività, è un libro non proprio di divulgazione, abbastanza tecnico, è più una sistemazione che non una divulgazione. C'è però un libro che si chiama La relatività, esposizione divulgativa per l'appunto, che è rivolto a tutti e quindi questa sera per la maggior parte leggeremo da questo libro. Invece domani sarà più complicato perché leggere i lavori originali di Einstein sulla meccanica quantistica, a parte che non sarei nemmeno la persona adatta a farlo perché io sono un matematico, anzi un logico matematico, quindi ci vorrebbe più che altro un fisico quantistico. Però qualche cosa volevo leggere di Einstein, c'è almeno un articolo che è semi divulgativo e domani vedremo, affronteremo questo argomento. E poi dopodomani invece finalmente saremo più rilassati, sarà anche l'ultimo incontro di questo festival della mente, della creatività, quindi parleremo, così come abbiamo già fatto lo scorso anno, di Galileo, Galileo uomo, vi ricorderete, il processo, eccetera. In questo caso parleremo di Einstein uomo, e Einstein quindi filosofo, le sue opinioni sull'educazione, sulla democrazia, sulla guerra, sulla bomba e così via. Quindi la terza serata sarà quella più a portata di tutti, quella di oggi è un po' una cosa intermedia e domani sarà qualcosa di un po' più difficile o perlomeno ambizioso. Dunque io ho deciso che avevo deciso che bisognava parlare di Einstein e quindi non volevo introdurre opinioni personali, soprattutto dopo un periodo in cui, come molti di voi sapranno, ho scritto un libro che insomma è un pochettino, come si può dire, vabbè, decidete voi cosa sia, quindi non volevo parlare naturalmente di religione. E ho deciso di cominciare con la autobiografia scientifica che Einstein ha scritto, però cosa ci posso fare? Leggo qui nella prima pagina dell'autobiografia scientifica: fin da quando ero un giovane abbastanza precoce, la vanità delle speranze e degli sforzi che travolgono incessantemente la maggior parte degli uomini in una corsa affannosa attraverso la vita mi aveva colpito profondamente. E anzi, avevo ben presto scoperto la crudeltà di questa corsa affannosa che in quegli anni era mascherata di ipocrisie e di belle parole con cura molto maggiore di quanto non si faccia oggi. Per il solo fatto di possedere uno stomaco, tutti erano condannati a partecipare a questa corsa, ma tale partecipazione poteva forse soddisfare lo stomaco, non già l'uomo come essere pensante e dotato di sentimenti. La prima via d'uscita era offerta dalla religione. Vabbè, allora, insomma, dobbiamo leggere questa pagina.
religione che viene inculcata in ogni bambino attraverso la macchina educativa tradizionale. Così io, benché figlio di genitori ebrei, completamente irreligiosi, divenni religiosissimo, ma cessai improvvisamente di esserlo all'età di 12 anni. Attraverso la lettura di libri di divulgazione scientifica mi ero convinto ben presto che molte delle storie che raccontava la Bibbia non potevano essere vere. La conseguenza fu che divenni un accesissimo sostenitore del libero pensiero, accomunando alla mia nuova fede l'impressione che i giovani fossero coscientemente ingannati dallo Stato con insegnamenti bugiardi, e fu un'impressione sconvolgente. Da questa esperienza trassi un atteggiamento di sospetto contro ogni genere di autorità e di scetticismo verso le convinzioni particolari dei diversi ambienti sociali, e questo atteggiamento non mi ha più abbandonato. Gli amici che non si potevano perdere erano gli uomini del presente, questo capii in seguito, e del passato, che avevano avuto la stessa meta con i profondi orizzonti che avevano saputo dischiudere. La strada verso questo paradiso non era così comoda e allettante come quella del paradiso religioso, ma si è dimostrata una strada sicura e non ho mai più rimpianto di averla scelta. Questo è l'inizio del suo racconto autobiografico scientifico. Cioè Einstein subito vuole mettere sul tappeto il fatto che ci siano due vie che l'uomo si trova di fronte, l'uomo, il ragazzo, che poi in realtà abbiamo sentito era un dodicenne, ma questi sono i problemi che naturalmente tutti noi dobbiamo scegliere, dobbiamo decidere a quell'età. E chi di voi ha studiato filosofia forse si ricorderà che più o meno questo inizio sembra l'inizio di un altro libro molto più antico, naturalmente il poema sulla natura di Parmenide. Anche lì ci sono, vi ricorderete, c'è un uomo che nella notte parte su un carro tirato da cavalle e va verso la via, ci sono le figlie del sole che piano piano si illuminano mentre lui procede su questo cammino. E arrivato alla fine di questa via c'è naturalmente un castello, il castello di Dica, c'è Mnemosine, la memoria che sta sulla porta, e le due vie che si parano di fronte a quest'uomo, che poi era Parmenide, sono le stesse vie naturalmente che si parano di fronte al bambino Einstein. Cioè sono le vie da una parte della verità, la aletheia, e dall'altra parte di quello che Parmenide chiamava l'opinione, la doxa, che in questo caso diventa semplicemente l'opinione religiosa. E quindi anche nolente o non volente completamente, insomma, questo è l'inizio che mi sono trovato di fronte a volervi e dovervi raccontare. Che cosa fece Einstein a 12 anni? Perché poi qui stiamo parlando di un giovane abbastanza precoce, ma poi insomma un giovane che in qualche maniera li simboleggia tutti. Ebbene, continuiamo a leggere dopo qualche pagina. All'età di 12 anni provai una nuova meraviglia di natura completamente diversa, e fu leggendo un libretto sulla geometria piana euclidea, capitatomi fra le mani al principio dell'anno scolastico. C'erano delle asserzioni, ad esempio quella che le tre altezze di un triangolo si intersecano in un solo punto, che pur non essendo affatto evidenti, potevano tuttavia essere dimostrate con tanta certezza da eliminare qualsiasi dubbio. Questa lucidità e questa certezza mi fecero un'indescrivibile impressione. Ricordo ad esempio che uno zio mi espose il teorema di Pitagora prima che il sacro libretto di geometria mi fosse capitato fra le mani. Con molta fatica riuscii a dimostrare il teorema servendomi della similitudine dei triangoli. Mi sembrava che le cose di cui tratta la geometria non fossero essenzialmente diverse da quelle che si percepiscono coi sensi, che si possono vedere e toccare. Quest'idea rudimentale, probabilmente la stessa che sta alla base della ben nota problematica kantiana sulla possibilità dei giudizi sintetici a priori, si fonda ovviamente sul fatto che il rapporto esistente fra i concetti geometrici e gli oggetti dell'esperienza sensibile mi era inconsciamente presente. Ed eccolo qua, lo stesso bambino che ha capito a 12 anni che bisognava lasciare i miti che gli venivano insegnati a scuola nell'ora di religione, i miti della religione, e bisognava intraprendere invece la via della scienza, della ricerca scientifica, dello studio della natura, trova alla stessa età più o meno il linguaggio che, ricorderete, era il linguaggio di cui Galileo diceva nel Saggiatore, il linguaggio in cui è scritto il libro della natura, il linguaggio che bisogna imparare se vogliamo leggere per l'appunto questo grande libro. E è un'impressione che oggi naturalmente forse pochi ragazzi avranno, perché le scuole sono cambiate.
io non sono particolarmente nostalgico, però mi accorgo che le cose sono diverse da come erano una volta. Se voi leggete l'autobiografia di Russell, per esempio, scoprirete un'impressione assolutamente analoga. Anche Russell da bambino ricorda di essersi imbattuto nei libri di Euclide, nella geometria di Euclide, e di essere stato folgorato da questo pensiero. Un pensiero che naturalmente da una parte è freddo, estremamente razionale, ma dall'altra parte è molto astratto ed è molto logico. E quindi già a quell'età effettivamente ci può essere questo potere evocativo, metaforico per l'appunto, che la matematica può avere nei confronti di un bambino. Però naturalmente non è che vogliamo seguire passo passo l'evoluzione del bambino Einstein, e quindi sarebbe bene cercare di andare avanti e vedere che cosa successe in seguito. E naturalmente successero delle cose molto interessanti, perché quello che successe, in particolare verso i 16 anni, fu che questo bambino, dopo 10 anni di riflessione, intendiamoci, no, si accorse che poteva risolvere, lui dice, un paradosso nel quale mi ero imbattuto all'età di 16 anni. Il paradosso è il seguente, è la prima immagine metaforica che Einstein ci racconta in questa autobiografia scientifica, che poi per il resto è abbastanza tecnica, quindi passeremo, come vi ho detto, ad altre cose. Ma qual è il paradosso in cui lui si era imbattuto all'età di 16 anni? Il paradosso era semplicemente questo: se io potessi seguire un raggio di luce a velocità C, tra parentesi, a velocità della luce del vuoto, 300.000 km al secondo più o meno, il raggio di luce mi apparirebbe come un campo elettromagnetico oscillante nello spazio in stato di quiete. Cioè, lui capisce a 16 anni che in realtà, come ci ha spiegato, come gli aveva spiegato evidentemente qualche professore e come a noi ha spiegato Maxwell con le sue equazioni, la luce è semplicemente un fenomeno elettromagnetico, quindi un fenomeno ondulatorio, e allora se uno potesse vedere la luce da vicino, in qualche modo, vedrebbe per l'appunto un fenomeno ondulatorio, una specie di mare con tutte le sue onde. Però se questo fenomeno uno potesse vederlo o seguirlo, corrergli dietro, e questo è il paradosso che gli si presenta davanti, alla stessa velocità, cioè se qualcuno potesse correre dietro un raggio di luce con la velocità della luce per l'appunto, allora questo mare apparirebbe naturalmente da una parte ondulato con tutte le sue onde, ma dall'altra parte congelato, perché le onde dovrebbero apparire ferme a qualcuno che viaggia alla stessa velocità. E dice Einstein, per l'appunto, nulla del genere sembra poter sussistere sulla base dell'esperienza o dell'equazione di Maxwell, cioè un campo elettromagnetico che oscilla da una parte e che dall'altra parte è inquiete. Fin dal principio mi sembrò intuitivamente chiaro che dal punto di vista di un tale ipotetico osservatore tutto debba accadere secondo le stesse leggi che valgono per un osservatore fermo rispetto alla Terra, altrimenti come farebbe il primo osservatore a sapere, cioè come potrebbe stabilire di essere in uno stato di rapidissimo moto uniforme? È chiaro che in questo paradosso è già contenuto il germe della teoria della relatività ristretta. Naturalmente oggi tutti sanno che qualsiasi tentativo di chiarire in modo soddisfacente questo paradosso era condannato al fallimento, finché l'assioma del carattere assoluto del tempo, cioè della simultaneità, fosse rimasto ancorato nell'inconscio senza che noi ce ne accorgessimo. Ed ecco, siamo ormai con un adolescente, non è più un bambino, sono passati solo 4 anni, ma a quell'età naturalmente gli anni sono fondamentali, e il sedicenne capisce per l'appunto di essersi imbattuto in un paradosso fondamentale. C'è qualche cosa che non funziona: da una parte le onde elettromagnetiche sono per l'appunto delle onde, dall'altra parte però hanno una velocità fissa, che è questa velocità per l'appunto della luce, e se noi corressimo dietro a queste onde dovremmo vederle fisse per l'appunto, e questo è paradossale. Come si fa a risolvere questo paradosso? Ce l'annuncia per l'appunto in maniera un po' criptica in queste parole Einstein, cioè dice bisogna risolvere il problema, bisogna eliminare l'assioma del carattere assoluto del tempo. E allora andiamo a vedere da vicino come Einstein ce lo spiega, questo paradosso, nel suo libro per l'appunto della relatività. L'ho già detto prima, è un libro di carattere divulgativo, che fu scritto nel 1917, quindi quando Einstein aveva ormai già finito tutto il suo percorso relativistico, aveva già anche trovato la relatività generale,
E incomincia questo libro, nella prefazione, molto corto tra l'altro, una paginetta, a mettere subito le mani avanti, cioè l'idea del libro è quella di spiegare dei concetti, non vuole fare della letteratura, quindi vuole dire le cose come stanno, il più semplice possibile, ma senza esagerare. E allora dice, ho scrupolosamente seguito il precetto del geniale fisico teorico Ludwig Boltzmann, secondo cui i problemi dell'eleganza vanno lasciati al sarto e al calzolaio. Quindi sappiamo che d'ora in poi quello che leggeremo sarà qualche cosa di divulgativo, però senza concessioni alla letteratura. Cioè per Einstein, come credo per molti scienziati di tutti i tempi, le idee scientifiche sono sufficienti come metafore letterarie, non c'è bisogno di inventare altro, perché da sole parlano a sufficienza. Allora incominciamo, prendiamo il primo capitolo, la prima pagina di questo primo capitolo, e ci accorgiamo che c'è qualche cosa di collegato con quello che abbiamo detto finora. Vi ricorderete che cosa faceva il dodicenne Einstein, come aveva avuto l'illuminazione, da dove l'aveva tratta. Ebbene, la prima frase di questo libro divulgativo dice: il nostro lettore ha certamente imparato a conoscere sui banchi di scuola il superbo edificio della geometria di Euclide e ricorderà, forse più con reverenza che con amore, quella grandiosa costruzione di cui ha passo passo salito la maestosa scalinata, pungolato per innumerevoli ore da coscienziosi insegnanti. Sulla base di tale esperienza passata, egli condannerebbe certamente con disdegno chiunque dichiarasse non vera anche la più marginale proposizione di tale scienza. Cioè, nel momento in cui Einstein, dopo aver percorso ormai gli anni fondamentali della sua carriera, perché siamo per l'appunto nel 17, quindi le opere maggiori, a parte i 5 articoli che fece nel 1905, che sono le cose più importanti di tutte, però aveva ormai praticamente prodotto tutte le cose per cui oggi lo ricordiamo, ebbene ritorna praticamente in maniera ideale agli studi che aveva fatto e all'illuminazione che aveva avuto attraverso la geometria. C'è un motivo naturalmente, e il motivo profondo è che il libro si concluderà con la divulgazione della relatività generale e la scoperta del fisico Einstein in quegli anni, dal 15 al 17, fu proprio che la geometria in realtà era diventata o poteva essere il linguaggio fondamentale della fisica, e quindi in qualche modo la matematica, che all'epoca gli era sembrata semplicemente uno strumento per l'appunto per studiare la scienza, diventava addirittura il linguaggio per esprimere addirittura la teoria della gravitazione. E questo è per l'appunto il modo in cui incomincia questo libro. Questo libro è un po' l'analogo di quello che abbiamo letto lo scorso anno, è un po' l'analogo dei dialoghi di Galileo, è un tentativo per l'appunto di spiegare la relatività praticamente senza formule. Ce ne sono due o tre sparse per il testo, quelle che non si possono eliminare, quelle che non si possono non dire, perché una parte fondamentale della teoria della relatività sono le equazioni che permettono di descrivere il cambiamento del tempo e dello spazio in sistemi di riferimento differenti, riferimenti uniformemente, in un modo uniforme uno con l'altro per la relatività speciale, e poi riferimenti anche accelerati nel caso della relatività generale. Ma andiamo allora a vedere piano piano che cosa succede in questa divulgazione e in questa teoria. Allora, siamo agli inizi, naturalmente eccolo qua. Vi ricorderete dallo scorso anno che Galileo aveva introdotto un'immagine molto potente di quello che voleva dire ad un certo punto, e quello che voleva dire all'epoca, forse non l'abbiamo chiamato così, ma questa sera possiamo dargli il suo nome proprio, era il principio di relatività galileiana. Vi ricorderete appunto chi c'era, o probabilmente chi l'ha letto per conto suo in questi dialoghi, l'immagine della nave. La nave che si muove sul mare, deve essere un mare naturalmente non in tempesta, ma un mare liscio come l'olio. Ebbene, Galileo fa un esperimento ideale che però naturalmente era tratto o astratto da ciò che lui e altri suoi compagni evidentemente avevano sperimentato, cioè l'idea di vedere che cosa succede quando si fanno degli esperimenti su una nave che si sta muovendo di moto per l'appunto uniforme, rettilineo, e di osservarlo sia dal punto di vista della nave che dal punto di vista di un osservatore esterno. Sono passati per l'appunto dei secoli, le navi forse non sono più
nel 1917, certamente non lo sono più adesso, i mezzi di locomozione più usati, e lo sono invece diventati i treni. E allora naturalmente l'aggiornamento che Einstein fa è precisamente quello di fare discorsi analoghi a quelli di Galileo, però questa volta parlando dal punto di vista di un treno. Sentiamolo con le sue parole. Per ottenere la massima chiarezza possibile, prendiamo l'esempio di un vagone ferroviario che si suppone viaggi di moto uniforme. Già poche pagine prima l'aveva introdotto e dice: non è chiaro che cosa si debba intendere per posizione e per spazio. Io sto, e questo era il punto in cui la metafora era entrata, io sto al finestrino di un vagone ferroviario che viaggia a velocità uniforme e lascio cadere una pietra sulla banchina senza imprimerle alcuna spinta. Allora, prescindendo dalla resistenza dell'aria, vedo discendere la pietra in linea retta. Un pedone, che osserva il fattaccio dal sentiero lungo la ferrovia, vede che la pietra cade a terra descrivendo un arco di parabola. Questo è un inizio, ma è un inizio che avrebbe potuto benissimo fare Galileo, anzi in realtà nei dialoghi per l'appunto l'aveva fatto. Cioè la relatività speciale parte esattamente dalle stesse ipotesi di Galileo. Cioè l'idea che quando si prende per esempio una banchina ferma e un treno che si muove senza accelerazione, quindi con velocità costante, allora bisogna cercare di esprimere i moti e le leggi della natura in maniera che siano la stessa sia per colui che sta fermo sulla banchina sia per colui che invece viaggia sul treno. Galileo appunto usava la nave, ma era la stessa cosa. Allora ci possiamo chiedere: ma che cosa è cambiato? Cioè, se Einstein parte nello stesso modo, perché poi arriva a conclusioni diverse? Beh, è cambiato qualcosa di fondamentale, cioè il fatto che, come ogni altra legge generale della natura, la legge di propagazione della luce nel vuoto deve, secondo il principio di relatività, essere uguale tanto per il vagone ferroviario, assunto come corpo di riferimento, quanto per le rotaie, intese anch'esse come corpo di riferimento. Tuttavia ciò sembrerebbe impossibile. Ecco che qui c'è di nuovo un paradosso di tipo diverso da quello che avevamo letto poco fa, quello che a 16 anni gli aveva fatto immaginare di attaccarsi a un raggio di luce. Dove sta il paradosso questa volta? Sta nel fatto che siamo appunto nel 17, ma i risultati di cui Einstein sta parlando sono i famosi risultati della memoria del 1905, la memoria che poi cambiò per l'appunto la storia della meccanica, quella in cui lui introdusse appunto la relatività speciale. Dicevo, che cosa era cambiato in quegli anni? Beh, verso la fine dell'Ottocento c'era stato Maxwell, che abbiamo già citato perlomeno come nome. Maxwell aveva introdotto una teoria per l'appunto dei fenomeni elettromagnetici e in questa teoria si era accorto che questi fenomeni elettromagnetici, queste onde elettromagnetiche, dovevano andare a una velocità che era pari a quella della luce, che abbiamo già citato prima, circa 300.000 km al secondo nel vuoto. E qualche anno dopo, verso la fine degli anni 80 dell'Ottocento, due sperimentatori, Michelson e Morley, si erano accorti che la velocità della luce è sempre la stessa, indipendentemente dal modo in cui noi la misuriamo. È una cosa molto strana, perché uno si aspetterebbe che le velocità di un corpo, per esempio di un vagone ferroviario, cambino a seconda di dove noi le misuriamo. Se noi misuriamo la velocità di un vagone da una banchina, quello avrà, non so, velocità per esempio di 100 km all'ora, ma se noi siamo sul vagone, per noi la velocità del vagone è semplicemente zero, no? Quindi le velocità cambiano a seconda che noi cambiamo i sistemi di riferimento. Ma quello che Michelson e Morley si erano accorti, ciò di cui si erano accorti, era che questo non succedeva per la luce. Sembrava che la luce avesse una velocità assoluta, che non dipendesse per l'appunto dai sistemi di riferimento. Ebbene, la relatività speciale è tutta qua. Cioè il principio di relatività galileiana, il fatto che sistemi che si muovono di moto uniforme uno rispetto all'altro debbano avere le stesse leggi della natura, come per l'appunto già Galileo aveva intuito, più l'assioma o il fatto sperimentale che la luce ha invece una velocità assoluta indipendente dai sistemi di riferimento. E allora, dice appunto Einstein, le indagini teoriche profondamente innovatrici di Lorentz sui fenomeni elettrodinamici e ottici nei corpi in movimento hanno dimostrato che le esperienze in questi campi conducono in modo inequivocabile a una teoria dei fenomeni elettromagnetici che ha per conseguenza necessaria la legge della costanza della velocità
della luce nel vuoto. Cioè Einstein enuncia per l'appunto questa novità che fa parte della fisica. Notate che non parla dell'esperimento di Michelson e Morley. Questo è, per coloro che si interessino di storia della fisica, un fatto molto controverso. Non si capisce, non si è mai capito se Einstein sapesse dell'esperimento di Michelson e Morley. Per lui il motivo per cui la luce doveva avere una velocità assoluta e costante in tutti i sistemi di riferimento era semplicemente il fatto che così prevedeva la teoria di Maxwell, la teoria dell'elettromagnetismo. Quindi già fin dagli inizi Einstein si rivela essere quello che poi sarà il più grande fisico teorico del Novecento. Einstein faceva pochi esperimenti e gli esperimenti che faceva erano soprattutto esperimenti di natura mentale, erano tentativi di immaginarsi con la mente che cosa avrebbe dovuto succedere o sarebbe dovuto succedere. Nel caso della luce bastava per l'appunto la teoria di Maxwell. Allora vediamo quali sono le conseguenze che Einstein trae da questi due presupposti e continua naturalmente semplicemente a usare la metafora di Galileo aggiornata al treno per cercare di capire per l'appunto quali siano le conseguenze. Allora dice: supponiamo che un fulmine colpisca le rotaie della nostra linea ferroviaria in due punti A e B, molto lontani uno dall'altro. Affermo che i due colpi di fulmine hanno avuto luogo simultaneamente. Ma se ponessi al lettore la domanda se questa mia affermazione è sensata, la risposta sarebbe naturalmente un reciso sì. Se ora però gli chiedessi di spiegarmi in maniera un po' più precisa il senso di questa affermazione, egli, il lettore, dopo un po' di riflessione, troverebbe che la risposta a tale domanda non è così facile come sembra a prima vista. La domanda è: sono stati simultaneamente percepiti da due punti differenti sulle rotaie? Il fatto che un fulmine sia arrivato è stato simultaneamente percepito? Apparentemente uno può dire sì, perché il fulmine è arrivato e naturalmente lo sentiamo semplicemente nello stesso punto. Però che cosa vuol dire simultaneamente? Ed ecco che qui Einstein si rivela, oltre che un fisico, in realtà è quello che oggi noi chiameremmo, se la parola non fosse stata un po' forse falsata dalla storia del Novecento, un filosofo semplicemente, un filosofo più precisamente della scienza, nel senso più alto della parola. Cioè Einstein cerca di definire i significati di certe parole che vengono usate in questo caso nella fisica, e una di queste parole è per l'appunto la parola simultaneità, il concetto di simultaneità, che è un concetto che fino a quando non lo si definisce in maniera, come oggi si direbbe, operativa, rimane per l'appunto nel vago. E allora vediamo come lui definisce questo concetto, il concetto di simultaneità. Questo concetto non esiste per il fisico fino a quando egli non ha la possibilità di scoprire, nel caso concreto, se esso risulti fondato oppure no. Questo è quello che si chiama per l'appunto una definizione operativa. Non stiamo a dare definizioni astratte, ma diciamo quand'è che possiamo dire che due eventi sono simultanei. Abbiamo perciò bisogno di una definizione di simultaneità capace di fornirci il metodo per mezzo del quale decidere sperimentalmente, nel caso attuale, se entrambi i colpi di fulmine hanno avuto luogo simultaneamente oppure no. Finché non viene soddisfatto tale requisito, io come fisico, e lo stesso vale naturalmente per il non fisico, mi abbandono a un inganno quando immagino di poter attribuire un significato all'affermazione di simultaneità. E poi mette tra parentesi un'affermazione, dice: vorrei chiedere al lettore di non procedere oltre finché non sia pienamente convinto su questo punto. Questo è un punto veramente filosofico, cioè noi parliamo, usiamo delle parole, va benissimo. Ma ad un certo punto, se siamo dei fisici e se non stiamo semplicemente giocando con le parole, dobbiamo spiegare l'uno all'altro che cosa significa da un punto di vista pratico usare queste parole. E nel caso particolare Einstein ci dice: dobbiamo spiegare che cosa vuol dire che due eventi sono simultanei, perché altrimenti rimane semplicemente un uso vuoto della parola. E allora, dopo una certa riflessione, il lettore farà la seguente proposta per verificare la simultaneità. Con una misurazione effettuata lungo le rotaie, verrà calcolato l'intervallo che collega i punti A e B e verrà messo un osservatore nel punto di mezzo dell'intervallo A e B. Questo osservatore verrà fornito di un dispositivo, per esempio due specchi inclinati a 90 gradi, che gli permetta di osservare visualmente i due punti A e B contemporaneamente.
Se l'osservatore percepisce i due bagliori del fulmine nel medesimo istante, allora essi saranno simultanei. E allora qui si capisce qual è il trucco della faccenda. Il fatto è che la simultaneità viene definita come la percezione simultanea di due cose che vengono in qualche modo comunicate da due punti che sono distanti dall'osservatore attraverso che cosa? Beh, un fulmine, cioè attraverso un raggio di luce. Ora, il fatto che la velocità della luce sia la stessa in tutte e due le direzioni è quello che poi naturalmente provoca tutti i problemi e in particolare le conseguenze della relatività. Quali sono queste conseguenze? Beh, sono conseguenze che molti di voi già conosceranno naturalmente e sono conseguenze che hanno cambiato effettivamente il modo in cui oggi noi consideriamo il tempo, per esempio. Prima di Einstein si pensava che effettivamente un evento che succedeva dovesse essere percepito da osservatori, per esempio, nelle vicinanze nello stesso tempo, che avesse un senso parlare di simultaneità in maniera assoluta, di dire che se io vedo due eventi che per me sono simultanei, allora voi che siete osservatori diversi dovrete per forza anche voi vedere questi eventi come simultanei, perché il tempo è assoluto, quindi se qualche cosa è simultaneo per me deve esserlo anche per voi. E invece, se voi usate come concetto, come definizione di simultaneità quella che abbiamo dato poco tempo fa, che abbiamo letto un momento fa, vi accorgerete che le cose non stanno così. È possibilissimo che qualche cosa, che due eventi appaiano a me simultanei e a qualcun altro invece non appaiano più simultanei e uno appaia prima dell'altro o viceversa. Ed ecco che allora Einstein cerca naturalmente di spiegare in questo paragrafo che si chiama per l'appunto la relatività della simultaneità questo fatto e lo spiega con questa pagina che leggiamo. Due eventi, per esempio i due colpi di fulmine A e B, che sono simultanei rispetto alla banchina ferroviaria, lo saranno anche rispetto al treno? Mostreremo subito che la risposta deve essere negativa. Allorché diciamo che i colpi di fulmine A e B sono simultanei rispetto alla banchina, intendiamo, l'abbiamo detto poco fa, i raggi di luce provenienti dai punti A e B dove cade il fulmine si incontrano l'uno con l'altro nel punto medio dell'intervallo AB della banchina. Questa è semplicemente la definizione che abbiamo dato poco fa. Ma gli eventi A e B corrispondono anche a due posizioni A e B sul treno. Consideriamo ora il punto medio dell'intervallo AB sul treno in moto. Questo punto naturalmente sarà diverso. Proprio quando si verificano i bagliori del fulmine, questo punto medio sul treno coincide naturalmente col punto medio sulla banchina, ma esso si muove verso la destra del disegno con la velocità del treno. Se un osservatore seduto in treno in questa posizione mediana non possedesse questa velocità, allora naturalmente egli rimarrebbe permanentemente nel punto mediano della banchina e i raggi di luce emessi dai bagliori del fulmine lo raggiungerebbero simultaneamente, vale a dire si incontrerebbero proprio dove lui è situato. Ma nella realtà, considerata con riferimento alla banchina ferroviaria, l'osservatore si muove rapidamente verso il raggio di luce che proviene da B e invece corre avanti rispetto al raggio di luce che proviene da A. Pertanto, l'osservatore vedrà il raggio di luce emesso da B prima di vedere quello emesso da A. Gli osservatori che assumono il treno come loro corpo di riferimento debbono perciò giungere alla conclusione che il lampo di luce B ha avuto luogo prima del lampo di luce A. Perveniamo così al seguente importante risultato: il fatto che gli eventi che sono simultanei rispetto alla banchina non sono simultanei rispetto al treno e viceversa. Parentesi, relatività della simultaneità. Ogni corpo di riferimento ha il suo proprio tempo particolare. L'attribuzione di tempo è fornita di significato solo quando ci venga detto a quale corpo di riferimento tale attribuzione si riferisce. E questa è la prima conseguenza veramente sorprendente, un po' strabiliante, che è naturalmente rivolta completamente le concezioni del tempo che hanno avuto filosofi e scienziati per millenni. Sul tempo naturalmente hanno parlato sempre tutti, Sant'Agostino, che per qualche motivo viene considerato un grande pensatore, qualcuno ride perché naturalmente sa già dove vado a parare magari,
Ma se voi leggete le confessioni, c'è quel capitolo, non ricordo se sia l'undicesimo o il dodicesimo, dopo aver raccontato la sua vita, una vita avventurosa, naturalmente piena di peccati, Agostino ha combinato di cotte e di crude, naturalmente, viveva con una donna senza essere sposato, questo insomma non è una cosa che il Papa proverebbe oggi, no? Aveva naturalmente anche un figlio con lei, lasciò questa amante perché la mamma gli ha detto che non doveva fare così, ed era meglio che andasse da lei, no? Quindi dietro ci sono naturalmente problemi di ogni genere. Agostino pensava di aver fatto un peccato nella sua vita, cioè di aver rubato 3 pere quando era bambino, no? E questo ancora gli rodeva. Naturalmente il fatto di aver abbandonato una donna col figlio illegittimo eccetera per andare da mamma, quello non lo toccava, ma vabbè, questa era una parentesi, no? E alla fine di queste confessioni, no, potete immaginare che genere, ci sono dei paragrafi, dei capitoli che sono capitoli filosofici, e uno di questi è un capitolo sul tempo, e sul tempo Agostino dice quella cosa che se qualunque studente ci dicesse quando viene a lezione lo prenderemo a calci e sedere e lo manderemo fuori, no? Dice: che cos'è il tempo? Se non me lo chiedi lo so, ma se me lo chiedi non lo so. Oh, che bella roba! Quale studente non potrebbe rispondere a una cosa del genere, no, a un esame, no? Gli faccio una domanda e dice: guardi, fino a quando lei non me lo chiedeva lo sapevo, ma adesso non lo so più. Eppure ancora adesso, no, succede ancora adesso di leggere filosofi che citano Agostino come se fosse chissà quale vetta del pensiero. Ecco che poi arriva uno come Einstein, senza tante ciance, e comincia a dire: vabbè, anzitutto cosa significa il tempo? Cominciamo a vedere, e questo è il primo passo per l'appunto nella decostruzione della nozione di tempo che per secoli per l'appunto tutti noi naturalmente, non soltanto Agostino, avevamo avuto. E la prima conseguenza è, notate che Einstein non fa praticamente dei calcoli, cioè non ci sono formule qui, c'è semplicemente un racconto che potrebbe essere quasi letterario, in mezza pagina distrugge per l'appunto la nozione di simultaneità assoluta e capisce che ciò che è simultaneo per un osservatore potrebbe non esserlo per un altro. Ma naturalmente questo è soltanto l'inizio di questa decostruzione, perché e qui naturalmente le cose si fanno leggermente più complicate, quindi non vi posso leggere queste paginette, ma potrete leggerle poi voi se andate a prendervi il libro. Ci sono 2 conseguenze che sono altrettanto famose e altrettanto fondamentali. Ve le leggo semplicemente nelle parole di Einstein e le commentiamo brevemente, senza però più questa volta dedurle, perché qui ci vuole effettivamente qualche calcolo, che comunque, sottolineo, sono calcoli banali, cioè mentre la relatività generale è effettivamente una teoria che richiede una grande sofisticazione matematica e che all'epoca non aveva nessuno, in particolare Einstein non l'aveva, e quindi negli anni tra il 10 e il 15 Einstein dovette avvalersi dell'aiuto di amici matematici, anche perché lo strumento tecnico che è il calcolo tensoriale era uno strumento estremamente nuovo all'epoca. La situazione è estremamente simile a quella che c'era alla fine del 600, quando Newton si mise a scrivere i Principia. Anche per Newton non esisteva lo strumento necessario per trattare dei problemi della meccanica, di problemi collegati come lui fece nei Principi, però Newton era anche un matematico, quindi lo strumento che è poi quello che oggi chiamiamo l'analisi infinitesimale o il calcolo, lo strumento se lo sviluppò lui da solo. Einstein era un fisico, non era un matematico, nonostante quello che spesso si legge sui giornali, anzi diceva lui stesso di aver avuto perlomeno grandi difficoltà in matematica, e però sapeva usare gli strumenti che altri avevano coniato. Ma non è questo, dicevo, il caso della relatività speciale. Le formule della relatività speciale si trovano veramente con dimostrazioni estremamente banali. Nel libro qua c'è un'appendice, la prima appendice, in cui in 2 pagine vengono derivate queste equazioni di Lorentz, però un minimo di calcoli bisogna farle. Allora vediamo quali sono le conseguenze di questi calcoli. Ne deriva, perciò, che un regolo rigido di 1 metro che si muove nella direzione della propria lunghezza con una velocità v è lungo, e qui c'è una formula che bisogna dire, la radice quadrata di 1 meno v al quadrato diviso c al quadrato metri. Ora non ci importa tanto quanto sia questa lunghezza, ci importa sapere che anzitutto c'è una radice quadrata di 1 meno qualche cosa, il che significa che è un po' meno di 1. E allora il fatto che sia un po' meno di 1 ci dice che il regolo rigido risulta dunque più corto quando è in moto che non quando è in quiete.
è tanto più corto quanto più rapidamente si muove, perché sotto la radice c'era un fattore del tipo V diviso C tutto al quadrato, no? E quindi dipende dalla velocità. C è la velocità della luce, è fissa, dipende naturalmente da quanto la velocità di questo regolo, cioè di questo metro di riferimento, si avvicina a quella della luce. E questa di nuovo è una caratteristica assolutamente sorprendente, perlomeno per un meccanico classico, per un fisico classico, cioè quando ci si muove in una direzione, in quella direzione le distanze o le lunghezze si accorciano nel senso della direzione, e quindi un metro che inquiete era lungo un metro, quando si muove nella direzione della sua lunghezza diventa un pochettino più corto, tanto più corto quanto più grande è la velocità per l'appunto di questo metro. Ora, questo è già qualcosa di estremamente strano, però uno potrebbe quasi immaginarsi come se ci fosse un vento che in qualche modo comprime, no, questo corpo. Ma c'è qualcosa di ancora più sorprendente e ha a che fare sempre naturalmente col tempo. Giudicato da questo sistema di riferimento, l'orologio si muove anche lui, un orologio con la velocità V. Giudicato da questo corpo di riferimento, il tempo che trascorre fra due battiti dell'orologio non è di un secondo, ma di un secondo diviso quella quantità che abbiamo visto prima, la radice quadrata di 1 meno i al quadrato diviso c al quadrato, secondi. Cioè, perché questa volta dividiamo, invece che moltiplicare per qualche cosa che è minore di 1, cioè un tempo un po' maggiore. Come conseguenza del proprio moto, l'orologio cammina più lentamente che non quando è inquiete. E anche qui la velocità C riveste il ruolo di velocità limite irraggiungibile. E questa è una conseguenza veramente strana, cioè quando ci si muove non soltanto le lunghezze si accorciano nella direzione del moto, ma anche il moto dell'orologio rallenta e il tempo di un osservatore in movimento è più lento del tempo di un osservatore che invece stia inquiete rispetto a lui. E questo di nuovo è una cosa appunto estremamente strana. Già abbiamo visto prima che c'era qualcosa che non andava nel tempo, perché la simultaneità non era più un concetto assoluto come era stato fino a quel momento, ma doveva essere qualcosa di relativo. E ora scopriamo che anche la velocità in cui si muove il tempo, cioè il moto dell'orologio, è qualcosa di relativo all'osservatore. Naturalmente questo è qualcosa che cambia completamente la visione che noi abbiamo del tempo, e allora dobbiamo fare una piccola meditazione a questo proposito, e la facciamo andando a vedere qualcosa che stranamente, non so come mai, in questa esposizione divulgativa Einstein non mise. Lo mise però nel lavoro originario, ve lo leggo anzitutto nella sua versione originaria e poi cerchiamo di commentarlo, perché è uno dei paradossi più famosi della fisica del Novecento e sicuramente il più famoso della relatività speciale. E lui dice, questa volta stiamo leggendo non più appunto il libro divulgativo, bensì l'articolo originario del 1905, e dice: ciò ha una conseguenza singolare. Ciò sarebbe il fatto che per l'appunto i metri si contraggono e gli orologi vanno più lenti. Supponiamo di avere nei punti A e B di questo nostro sistema orologi stazionari sincronizzati rispetto al sistema inquiete, stazionario. Immaginiamo poi di spostare l'orologio residente in A verso il punto B, lungo la retta congiungente i due punti, con una certa velocità. Al suo arrivo, nel punto di arrivo, questo orologio non è più sincronizzato con quello di partenza, ma rispetto ad esso ritarda della quantità che abbiamo visto prima. Si vede subito che tale conclusione si applica anche al caso in cui l'orologio si muove da A a B lungo una linea poligonale qualsiasi, e anche quando i punti A e B coincidono, cioè se si torna indietro. E allora questo è il problema, che se io parto da un punto, faccio un certo percorso, ritorno indietro, l'orologio con cui sono partito ha rallentato durante il tempo. E allora forse qualcuno incomincia ad intuire qual è il problema, ma sentiamolo direttamente. Supponendo che quel che si è detto per una spezzata valga anche per una curva regolare, si può affermare quanto segue. Dati in A, due orologi sincronizzati, se uno di essi viene spostato a velocità costante lungo una curva chiusa, fino a ritornare dopo un certo numero di secondi al punto di partenza, allora questo orologio, ritornando nel punto di partenza, sarà in ritardo di un certo numero di secondi, e qui c'è la formula esatta di quanto sia in ritardo, rispetto a quello rimasto inquiete. Se ne conclude che all'equatore un orologio sarà più lento,
anche se in misura impercettibile, di un orologio identicamente costruito e sottoposto a uguali condizioni che si trovi al polo. Questo naturalmente è detto in questo modo è estremamente arido, però ci fu qualcuno, un fisico, che poi divenne famoso più che altro per questo, che si chiamava Paul Langevin, un fisico francese, che dopo qualche anno, nel 1911, ripropose questo paradosso di Einstein, anzi in realtà non è un paradosso, ma è semplicemente un teorema, lo ripropose in una forma un po' più metaforica, più letteraria, ed è semplicemente il fatto che invece di due orologi noi possiamo prendere due gemelli, per esempio, che sono in qualche modo anche loro una misura del tempo. Questi due gemelli sono vicini, sono nati naturalmente dalla stessa mamma, più o meno allo stesso tempo, uno di questi due gemelli parte e va a fare un viaggio. Questo viaggio, alla fine di questo viaggio ritorna, e poiché il gemello ha un suo tempo collegato per l'appunto con il fatto che lui sta viaggiando, al ritorno il gemello che arriva è più giovane, perché il suo tempo è passato più lentamente, di quello che è rimasto. Allora, questo è veramente paradossale, perché può sembrare andare contro quelle che sono le intuizioni che noi abbiamo di nuovo sul tempo. Cioè abbiamo due gemelli che dovrebbero naturalmente avere la stessa età, ma per il solo fatto che uno è andato a farsi un viaggio e poi è ritornato, e naturalmente questo gemello è diventato, è rimasto più giovane. Questo naturalmente potrebbe essere un buon, come dire, una buona pubblicità per le agenzie di viaggio. Viaggiare aiuta a mantenersi giovani, naturalmente, no? Si sa anche, si può calcolare, vi ho detto, no, da questa formuletta. Per esempio, se uno dei gemelli viaggia a una velocità pari a 4/5 quelli della luce, e naturalmente questa è una velocità enorme, no? È molto difficile che un gemello umano lo possa fare, comunque rimane il fatto che il suo viaggio dura circa un terzo di meno di quello dell'attesa del fratello. Quindi dopo un viaggio di 15 anni il viaggiatore trova, se viaggia alla velocità per l'appunto di 4/5 della luce, trova il fratello più vecchio di lui di 5 anni. Cioè in 15 anni uno va in giro, no, e torna indietro e sono passati soltanto 10 per lui, no? E questa è una situazione meravigliosa, fantascientifica naturalmente, e non c'è da stupirsi che poi ci siano stati scrittori di fantascienza che ci si sono buttati sopra. Il migliore di tutti è naturalmente Stanislaw Lem, che molti di voi conosceranno, quello che ha scritto vari libri per l'appunto vari romanzi meravigliosi di fantascienza, uno dei quali è diventato anche un film di Tarkovsky, che era quello sull'oceano, vi ricorderete forse, recentemente ne hanno fatto una versione con George Clooney, che non ho visto però, e il romanzo di Lem, che sfrutta per l'appunto questo paradosso dei gemelli, si chiama, per chi lo voglia andare a trovare, si chiama Ritorno dalle stelle. Ora questo è interessante, perché a proposito dei viaggi, naturalmente poi uno potrebbe continuare a dire tante altre cose, perché mentre si viaggia naturalmente ci si contrae anche, no? Quindi in qualche modo ci si snellisce, non soltanto si diventa più giovani, ma anche più snelli. C'è un problema, no? Che naturalmente la massa aumenta, quindi il peso aumenta, però chi se ne frega, se uno appare più snello, no? la cosa è sufficiente. Vedete come la relatività effettivamente sembri diventare qualche cosa di paradossale da qualche punto di vista, o anche fantascientifico. Eppure così succede, e il modo più semplice in cui la si verifica, oggi naturalmente di verifiche della relatività speciale ce ne sono a milioni, si è scoperto per esempio che ci sono particelle che vengono create nel Sole la cui vita media è una vita di pochi secondi, e era paradossale il fatto di scoprire che queste particelle in realtà potevano partire dal Sole e arrivare fino alla Terra, penetrare l'atmosfera e arrivare fino a noi. Com'è possibile che una particella che abbia una vita media di qualche secondo in realtà poi possa arrivare dal Sole fino a noi? Sapete che la luce ci mette 8 minuti per arrivare dal Sole fino a noi. E beh, questo è semplicemente dovuto al fatto che queste particelle vanno a velocità che sono prossime per l'appunto a quelle della luce, e dunque per loro, certo, la loro vita è quella che abbiamo detto, cioè la loro vita è durata pochi secondi, ma il viaggio però da noi
è apparso semplicemente come un viaggio abbastanza lungo di minuti, il che permette per l'appunto a queste particelle di arrivare fin qua. Ho accennato al fatto che benché ci si snellisca si prende peso quando si viaggia, questo però è una cosa che ha a che fare con la relatività, e attenzione, non col fatto che la cucina locale è fatta in un certo modo, ed è legato questo fatto a una formula che non ho ancora citato, cioè oltre alla contrazione delle lunghezze, oltre alla dilatazione dei tempi, c'è ancora un terzo effetto della relatività speciale, che è un'analoga dilatazione delle masse. Ma l'effetto più ovvio, più noto, meglio, non è tanto ovvio, ed è talmente poco ovvio che in realtà persino Einstein se lo fece scappare nel 1905, non c'è nel lavoro originale, ed è un lavoro di poche pagine, di 3-4 pagine, che venne poi aggiunto nel 1905. Il titolo di questo lavoro era singolarmente una domanda invece che un'affermazione. Il titolo era: l'inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia? Punto interrogativo. E infatti cominciava dicendo questa memoria: i risultati della precedente ricerca portano a una conclusione molto interessante che ora intendo dedurre. Questa conclusione è quella che oggi tutti noi sappiamo, è la formula più famosa non soltanto della relatività ma della fisica, anzi in realtà è la formula più famosa della scienza, tutti la conoscono anche se pochi magari l'hanno mai vista dimostrata, è la famosa formula E uguale a mc al quadrato, la formula che lega da una parte l'energia e dall'altra parte la massa di un corpo, e le lega attraverso questa costante di proporzionalità che è questo C al quadrato, un numero enorme, perché se voi pensate appunto che C al quadrato, C come abbiamo detto è 300.000 km al secondo, C al quadrato è un numero estremamente grande, e quindi questo significa che masse anche molto piccole moltiplicate per questo numero enorme possono dare delle energie molto grandi. E la formula naturalmente che sta alla base è per esempio, come tutti sanno, della bomba atomica, il fatto di poter tramutare una certa massa di uranio in energia. E Einstein lo spiega, la racconta perlomeno questa formula nel suo libro di divulgazione, dicendo: il risultato più importante di carattere generale a cui ha condotto la teoria della relatività ristretta riguarda il concetto di massa. Prima dell'avvento della relatività, la fisica conosceva due principi di conservazione di importanza fondamentale, precisamente il principio di conservazione dell'energia da una parte e il principio di conservazione della massa dall'altra. Questi due principi fondamentali sembravano essere completamente indipendenti uno dall'altro, per mezzo della relatività invece essi sono stati riuniti in un solo principio, cioè il fatto di aver scoperto che la massa e l'energia sono soltanto due forme di un qualche cosa di più fondamentale, non sono affatto due cose differenti fra di loro, fa sì che i principi di conservazione dell'una e dell'altra diventino un unico principio di conservazione di quello che oggi viene chiamato massa-energia, così come d'altra parte si chiama spazio-tempo, quello che per l'appunto la relatività ci ha insegnato a mettere insieme. Ora questo, innanzitutto vediamo che ore sono, 12:15, cosa significa questo? Questo naturalmente per me, che sono qua fermo, no? Col mio orologio. Quelli che se ne stanno andando naturalmente sono fortunati perché hanno un orologio che va più lento, no? Quindi per loro non sono ancora 12:15, però rimane da dire qualche cosetta, non ne dirò moltissima naturalmente, sulla relatività generale. Il problema è che le cose non sono finite ovviamente, nel momento in cui uno ha deciso che le leggi della fisica devono apparire uguali a due osservatori che si muovono di moto rettilineo uniforme uno rispetto all'altro, si può chiedere, un fisico dice, ma per che motivo dobbiamo privilegiare questi moti in cui appunto il moto è uniforme, la velocità è costante, dunque non c'è accelerazione? E allora ecco che Einstein se lo chiede, naturalmente, e si chiede nel secondo capitolo del suo libro, sono solo tre questi capitoli, secondo capitolo dice: il principio di cui abbiamo fatto uso non afferma soltanto che noi possiamo altrettanto bene scegliere il vagone o la banchina come corpo di riferimento. Notate che questa metafora del vagone continua per tutto il libro praticamente, perché basta semplicemente una buona immagine per poter trasmettere le idee. Dicevo, non afferma soltanto che noi possiamo altrettanto bene scegliere il vagone o la banchina come corpo di riferimento per la descrizione di qualsiasi evento, il nostro principio asserisce piuttosto quanto segue:
se noi formuliamo le leggi generali della natura, quali esse vengono ottenute dall'esperienza, facendo uso come corpo di riferimento della banchina oppure del vagone, in entrambi i casi queste leggi generali della natura, per esempio quelle della meccanica o la legge di propagazione della luce nel vuoto, hanno esattamente la stessa formulazione. Ora, questo è il principio di relatività speciale. Ma lui dice, immaginiamoci trasferiti nel vagone letterario, nel vagone ferroviario, nostro vecchio amico, il quale viaggia a velocità uniforme. Finché esso si muove, appunto, uniformemente, l'occupante non percepisce in alcun modo il movimento del vagone, ed è per questa ragione che egli può, senza riluttanza, interpretare i fatti come se il vagone fosse in quiete e la banchina fosse invece in moto. Questa è un'esperienza che tra l'altro tutti noi abbiamo fatto, seduti nel vagone di un treno, vediamo un altro treno che sta partendo e non capiamo se siamo noi che stiamo partendo o se invece quell'altro che si sta muovendo. No? Fin qui è tutto bene. Inoltre, secondo il principio ristretto di relatività, questa interpretazione è perfettamente giustificata anche da un punto di vista fisico. Se però il moto del vagone si trasforma in moto non uniforme, per esempio per una frenata, allora l'occupante del vagone subisce in modo corrispondente una forte spinta in avanti. L'accelerazione, positiva o negativa, si manifesta nel comportamento meccanico dei corpi relativamente alla persona che sta nel vagone. Il comportamento meccanico è differente da quello del caso precedentemente considerato e per questa ragione sembra doversi escludere che le medesime leggi valgano rispetto al vagone sia quando esso si muove di moto non uniforme che quando è fermo o in moto uniforme. E questo è il problema. Abbiamo di nuovo un esempio molto semplice, un vagone questa volta semplicemente che accelera oppure frena, ed ecco che questa accelerata o questa frenata ci fanno immaginare che in quel momento le leggi della fisica dovrebbero essere diverse sul vagone da quelle che appaiono invece a terra. E allora l'idea della relatività generale è semplicemente quella, di scrivere queste leggi in maniera che no, appaiono di nuovo le stesse a coloro che stanno sul vagone anche se accelerato e a coloro che stanno invece fermi sulla banchina. Come si fa a raccontare questa volta un esperimento che funzioni, altro che il raggio di luce attaccarsi? Ormai ci vuole qualcosa di diverso e qui è la seconda immagine che Einstein introduce in questo libro, un'immagine che è diventata famosissima ed è l'immagine, la metafora dell'ascensore. Dice, prendiamo come corpo di riferimento una spaziosa cassa, per l'appunto un ascensore, avente nel suo interno un osservatore munito di apparecchi. Per questo osservatore non esiste naturalmente alcuna gravitazione, siamo nel vuoto, naturalmente, nello spazio vuoto. Egli deve assicurarsi con corda al pavimento, altrimenti il minimo urto contro di questo lo farebbe salire lentamente verso il soffitto. Notiamo che oggi queste cose sono banali, nel senso che abbiamo visto tutte le immagini, per esempio, delle navicelle spaziali nel vuoto, e succede effettivamente così. Le navicelle spaziali sono come ascensori, no? In cui non c'è la gravità è stata annullata per l'appunto dal fatto di trovarsi nel vuoto, ed ecco che l'osservatore si deve ancorare perché non sente l'effetto della gravità. Però, dice Einstein, nel mezzo del coperchio dell'ascensore possiamo fissare esternamente un gancio con una corda attaccata ad esso e supporre che un essere, non ha interesse per noi di quale sorta di essere si tratti, incomincia a tirare questa corda con una forza costante. L'ascensore, insieme all'osservatore, incomincia a muoversi verso l'alto di moto uniformemente accelerato. Cosa succede adesso? Questa è la cosa interessante. Come giudicherà questo processo la persona situata dentro l'ascensore? L'accelerazione dell'ascensore gli verrà trasmessa dalla reazione del pavimento dell'ascensore stesso. Egli deve perciò ricevere questa pressione per mezzo delle gambe, se non vuol rimanere disteso in tutta la propria lunghezza sul pavimento. Egli sta dunque in piedi nell'ascensore esattamente come chiunque sta in piedi in una stanza di una casa del nostro pianeta. Se egli lascia andare un corpo che prima teneva in mano, l'accelerazione dell'ascensore non sarà più trasmessa a questo corpo e per tale ragione il corpo si dirigerà verso il pavimento con un moto relativo accelerato. L'osservatore, cioè, si convincerà che l'accelerazione del corpo verso il pavimento dell'ascensore è sempre la stessa, qualunque sia la specie di corpo usato per l'esperimento. In altre parole, Einstein, e questa è stata l'idea che gli venne nel 1907, lui in una lettera a un amico disse poi in seguito, negli anni 20, disse, quello è stata l'idea più felice della mia vita.
lui dice ero seduto su una sedia dell'ufficio brevetti di Berna, dove lui lavorava ancora nel 1907, e gli venne improvvisamente in testa questa idea. Dice, se io cadessi nel vuoto, l'effetto della gravità non lo sentirei nel momento in cui cado, quando arrivo a terra certo me ne accorgo, no? Ma nel momento in cui cado no. Notate che questa è un'osservazione che per lui è stata la più felice della sua vita, ma altri l'avevano già fatta. Chiunque di voi avrà letto probabilmente Alice nel Paese delle Meraviglie e si ricorderà che agli inizi della sua caduta Alice dentro il buco, no, nella tana, si accorge precisamente di questo, sta cadendo e tutte le cose che lascia andare cadono esattamente con la stessa velocità. E allora che cosa succede però? Se nel vuoto l'effetto della gravità viene semplicemente annullato e invece quando noi siamo nel vuoto possiamo creare l'effetto della velocità, in un campo gravitazionale quando si cade in caduta libera l'effetto della gravitazione viene annullato e invece viceversa nel vuoto si può creare artificialmente l'impressione di avere la gravità semplicemente facendo accelerare la navicella o l'acceleratore. E questo significa per Einstein che c'è qualche cosa di strano, perché in un caso, quando si parla di gravità, si sta parlando di peso, no? C'è una massa gravitazionale che è per l'appunto quella che viene misurata dal peso, dalle bilance. E invece nell'altro caso si sta parlando di un moto accelerato e quindi la massa è quella che resiste al moto, è la cosiddetta massa inerziale. Il fatto che non si possa distinguere fra questi due tipi di moto, fra il moto accelerato e il campo gravitazionale, fa capire che il motivo per cui da un punto di vista sperimentale una cosa che si sapeva da sempre, cioè la massa inerziale e la massa gravitazionale sono la stessa, ci diceva, fa capire che questo non è un fatto casuale, ma è semplicemente il segno, diciamo così, il segno visibile di qualche cosa di invisibile molto più profondo, il fatto che la gravitazione e l'accelerazione sono due forme di nuovo di una stessa sostanza. Vedete come la fisica spesso è questo, come d'altra parte lo è la scienza, cioè capire che fenomeni diversi a prima vista in realtà sono solo due aspetti di una stessa essenza. La cosa era già successa anche prima, pensate per esempio a quello che non a caso, abbiamo già citato questa sera più volte, si chiama teoria dell'elettromagnetismo. I fenomeni magnetici da una parte e i fenomeni elettrici dall'altra per molti secoli sono stati considerati due cose diverse, fino a quando con Faraday e Maxwell per l'appunto si scoprì che sono in realtà due facce di un'unica cosa che si chiama per l'appunto elettromagnetismo. Ed ecco che qui Einstein ne scopre un'altra, scopre di nuovo una coincidenza significativa tra due cose che a prima vista erano diverse, l'accelerazione e la gravità, e che poi invece risultano essere in qualche modo equivalenti. Nella relatività speciale abbiamo visto già esempi di nuovo di cose simili, cioè per esempio il tempo e lo spazio che sembrano essere cose a prima vista diverse, ma di nuovo sono due aspetti di un'unica cosa, la massa e l'energia. Ecco, la fisica e la scienza, come dicevo più in generale, sono proprio questo, cercare l'unità dietro l'apparente diversità. E notate che poi la fisica è stata nel corso poi della seconda metà anche del Novecento un tentativo continuo di unificare per l'appunto cose che a prima vista sembrano diverse, in particolare unificare forze che sembrano diverse. E allora la prima unificazione che è stata ottenuta è quella dell'elettromagnetismo da una parte con le forze nucleari deboli. Poi questa forza cosiddetta elettrodebole è stata unificata con la forza nucleare forte, in quella che si chiama la quantum chromodynamics, la cromodinamica quantistica. E oggi si sta aspettando l'ultima grande unificazione, cioè tentativo di unificare tutte queste forze, che ormai sono tutte insieme, con la gravità per l'appunto. E comunque Einstein era un maestro di questo, di capire per l'appunto cose diverse e vedere sotto la diversità l'identità. Quali sono gli effetti di questa idea? Beh, naturalmente c'è tutto uno sviluppo tecnico che Einstein cerca più o meno di spiegare, ma questa volta senza più formule ovviamente, e ci sono dei risultati. Il primo risultato importante è che Einstein capisce immediatamente che se effettivamente le leggi della fisica devono essere le stesse per colui che sta fermo dal di fuori e per colui che invece sta subendo un moto accelerato, allora c'è qualche cosa che ha a che fare anche con la velocità della luce, perché nel sistema che è fermo la luce va in linea retta naturalmente e va alla sua velocità, la velocità della luce per esempio nel vuoto, ma nel sistema in accelerazione la luce naturalmente si piega
E allora il fatto che la luce si pieghi significa che non va più in linea retta, tanto per cominciare, il che significa che non si può più dire, se si vuole esprimere la legge della costanza, la legge del moto della luce, non si può più dire che la luce va in linea retta, perché questo è vero in un certo sistema, ma in un altro sistema non è più vero. Bisogna trovare un concetto che funzioni sia per la linea retta quando il sistema è in quiete, che per la linea curva quando il sistema è accelerato. E questo è un concetto complicato, un concetto geometrico che si chiama geodetica, è la linea di minima resistenza, ed ecco che qui entra la geometria. Bisogna esprimere le leggi senza più parlare di retta, senza più parlare di linea curva, ma parlando di linea di minima resistenza. E la seconda cosa che Einstein deduce immediatamente è che se la luce appare curvata in un campo gravitazionale, chiaramente, poiché c'è una curvatura, non può avere sempre la stessa velocità. Cioè, anche il principio che sembrava appunto uno degli assiomi fondamentali della relatività speciale vale, ma vale soltanto nel vuoto. Nel caso in cui ci siano invece delle masse, che ci sia per l'appunto la gravità, ecco che la luce non ha più una velocità costante, questa velocità cambierà in ogni punto e naturalmente la descrizione della fisica diventa estremamente complicata. Quali sono state le conferme di queste teorie? Beh, la conferma più nota naturalmente è quella che avvenne nel 1919, è la conferma di quell'esperimento. Einstein capì che non soltanto la luce doveva incurvarsi, ma capì anche come poteva sfruttare questo fatto da un punto di vista sperimentale. La luce si curva, attenzione perché domani ne parleremo un pochettino più a fondo, perché i quanti poi in realtà di cui parlava Einstein erano i quanti di luce, i cosiddetti fotoni, ma comunque la luce si curva quando passa vicino a masse per l'appunto che generano un campo gravitazionale. Ora il campo gravitazionale che noi abbiamo a disposizione più vicino è un grande campo, è quello del Sole. Allora Einstein capisce che la luce delle stelle quando passa vicino al Sole si incurva in realtà, quindi non procede in linea retta, e capisce che durante un'eclisse di Sole totale si potrebbe vedere, si potrebbe misurare qual è la distanza della luce di una stella dal Sole e calcolare se questa distanza è più piccola di quella che dovrebbe essere se la luce viaggiasse in linea retta. Si fecero tantissimi tentativi, Einstein arrivò a questa conclusione prima ancora di aver formulato completamente la teoria della relatività generale. Già nel 1911 c'è un articolo in cui lui cerca di calcolare la deviazione di questi raggi di luce, di stellari che passano vicino al Sole. Si fecero tentativi di misurazione, una prima spedizione la si fece nel 1912, andò in Brasile per misurare la prima deflessione della luce e fortunatamente c'era brutto tempo. Perché fortunatamente? Perché siamo nel 1912, questa spedizione avrebbe dovuto misurare la deviazione che Einstein aveva calcolato nel 1911, ma nel 1911 non aveva ancora la teoria definitiva della relatività generale e quindi calcolò una deviazione che col senno di poi ci si accorse si poteva calcolare anche nella meccanica newtoniana. Quindi se si fosse fatto l'esperimento del 1912 ci sarebbe accorti che Einstein aveva torto, così come aveva torto Newton in questo calcolo, e probabilmente la cosa sarebbe finita lì, Einstein non avrebbe più continuato in questa direzione. Invece lo salvò il brutto tempo. Si fece un'altra spedizione in Crimea nel 1914, ma prima che questa spedizione arrivasse a destinazione era scoppiata la prima guerra mondiale, quindi naturalmente c'era una cospirazione cosmica che stava aspettando che Einstein arrivasse alla teoria definitiva. Nel 1915 Einstein fa la sua teoria definitiva della relatività generale, calcola la deviazione di questi raggi di luce e si accorge che è doppia di quella che aveva calcolato nel 1911 ed è doppia anche di quella che aveva calcolato, o che si poteva calcolare perlomeno con la teoria di Newton. E allora capisce che questo non soltanto diventa un esperimento per vedere se la luce devia nei campi gravitazionali, ma diventa un esperimento cruciale che permette di decidere chi dei due ha ragione, se la teoria newtoniana o se invece la teoria einsteiniana. Naturalmente sappiamo che non è che una sia in contraddizione con l'altra, quella di Einstein è semplicemente un'estensione, un approfondimento, però insomma ci sono differenze e questa è una.
E allora si va questa volta in Venezuela nel 1916, ma si sarebbe potuti andare in Venezuela nel 1916 perché c'era un'eclissi totale di sole, ma c'era ancora la guerra, quindi bisogna aspettare fino al 1919 e finalmente il 7 novembre 1919 il Times di Londra intitola a grandi lettere «Rivoluzione nella scienza, nuova teoria dell'universo, le idee newtoniane deposte». E il giorno prima era arrivata per l'appunto la comunicazione alla Royal Society che si erano fatte le misure qualche mese prima, l'aveva fatta Eddington, e effettivamente le misure erano precisamente quelle che aveva previsto Einstein ed erano per l'appunto doppie di quelle che si potevano calcolare col sistema di Newton. Naturalmente da quel momento Einstein diventa il personaggio che tutti conosciamo, diventa il genio universale e cominciano a intervistarlo. Un giornalista gli chiede: ma professore, che cosa avrebbe pensato se gli esperimenti le avessero dato torto? E lui rispose, lui parlava in questo modo, lo vedremo meglio dopodomani, no? Mediante aforismi ed espressioni molto calorite, lui disse: mi sarebbe dispiaciuto per il buon Dio perché la teoria è corretta. Quindi questo già dice, no? Insomma, com'era le questioni, pazienza per lui, ma comunque io so che cosa faccio. E in un articolo del 1919, col quale naturalmente finiamo questa nostra prima chiacchierata, lui dice, ecco, spiega la relatività, insomma, la deve spiegare ai giornalisti, quindi fa quello che può, dice, ecco l'applicazione della teoria della relatività ai gusti dei lettori. Oggi vengo definito uno scienziato tedesco in Germania e un ebreo svizzero in Inghilterra. Ma se un domani la mia teoria cadesse in disgrazia, i termini si invertirebbero e diventerei un ebreo svizzero per i tedeschi e uno scienziato tedesco per gli inglesi. Quindi con questo finiamo questa lettura della relatività e ci vediamo domani per i conti. Grazie. Ok, grazie per essere ritornati. Immagino che non siate qui, stati qui ieri sera, quando ho detto che questa sera sarà un po' più dura, ma poi in realtà a pensarci bene non sarà forse così, perché poiché la meccanica quantistica è una cosa un po' complicata naturalmente, e soprattutto leggere i testi originali è ancora peggio, e poiché, come vi ho già detto ieri sera, io poi non sono un esperto di queste cose, questa sera vi racconto un pochettino quello che Einstein ha fatto in questo campo, che forse poi è la cosa più importante da portarci dietro, e vediamo se riusciamo per l'appunto ad avvicinarci a questo argomento un po' ostico in maniera il più possibile indolore. Dunque, ieri abbiamo parlato di relatività e quelle sono forse le cose che tutti conoscono di Einstein, naturalmente il fatto che lui sia il padre della relatività speciale e generale, e anche alcune delle conseguenze del principio di relatività, soprattutto della relatività speciale. Vi ricordate, abbiamo parlato del fatto che la nozione di simultaneità non si può più considerare assoluta, è possibile che due eventi appaiano simultanei a un osservatore e invece appaiano in sequenza temporale, uno prima dell'altro o viceversa, l'altro prima dell'uno, ad altri osservatori che sono in moto rispetto a quello lì. Naturalmente, non ho detto ieri, ci sarebbero tante precisazioni da fare. È chiaro che è addirittura possibile che un osservatore veda un evento che avviene prima di un altro e che un altro osservatore veda quel secondo evento che avviene prima di quell'uno, però in questo caso i due eventi non devono essere collegati in maniera causale, cioè non è possibile per esempio vedere il figlio prima della madre in un caso, no? E viceversa, no? Vivere al contrario in un altro, cioè non devono esserci collegamenti causali, però anche con questa precisazione naturalmente è abbastanza sorprendente il fatto che la simultaneità non sia assoluta. Il motivo per cui questo non è stato scoperto subito, cioè ci sono voluti millenni di civiltà per arrivare a fare questa scoperta, è abbastanza semplice da spiegare, cioè motivo come mai appunto non si capisca, non si percepisca la relatività della simultaneità. Il motivo semplicemente è questo, che i nostri sensi, in particolare gli occhi, non sono in grado di discriminare eventi che avvengano a intervalli temporali inferiori ai 50 millisecondi.
Ora 50 millisecondi vuol dire un ventesimo per l'appunto di secondo, poiché la luce, abbiamo detto ieri più volte, e lo sappiamo, nel vuoto, in assenza di materia, viaggia a 300.000 km al secondo, in 50 millisecondi fa parecchio spazio naturalmente, si muove parecchio, cioè 300.000 diviso 20 fa 15.000. Che significa che noi non siamo in grado di discriminare un evento che a noi appare in un certo momento e altri eventi che siano distanti più o meno in un raggio di 15.000 chilometri. Ora, cosa significa questo? Beh, poiché la Terra, come voi sapete, no, starebbe dentro una sfera di raggio di 15.000 chilometri, significa che tutto ciò che avviene sulla Terra, più o meno nei dintorni di ciò che noi percepiamo in un dato istante, a noi appare simultaneamente. Ed è per questo che la relatività della simultaneità non è stata scoperta, se non andando a vedere eventi che non avevano niente a che fare, naturalmente, con la scala di grandezze temporale e spaziale alla quale gli uomini sono abituati. Abbiamo parlato di altri effetti della relatività, in particolare l'accorciamento delle lunghezze nella direzione del moto e invece la dilatazione dei tempi da una parte e delle masse dall'altra. Ora questo che cosa ci dice? Beh, ci dice naturalmente che se noi cerchiamo di prendere un corpo che si muove a una velocità, o che è fermo per esempio, oppure si muove a piccola velocità, e cerchiamo di spingerlo a una velocità che sia paragonabile a quella della luce, man mano che ci avviciniamo a questa velocità, le lunghezze, come abbiamo detto ieri sera, appunto, no, diminuiscono, ma soprattutto i tempi, gli orologi cominciano ad andare molto più lentamente e le masse cominciano ad aumentare. E a che cosa tendono questi due aspetti, cioè i tempi da una parte e le masse dall'altra? Questo è una conseguenza di quella formuletta, vi ricordate, radice di 1 meno di 2 su C2, della relatività, che quando V tende a C, cioè quando la velocità del corpo tende alla velocità della luce, allora i tempi tendono semplicemente a fermarsi, l'orologio tende a fermarsi, e le masse invece tendono all'infinito. Il che significa che nessun corpo può raggiungere la velocità della luce, perché altrimenti il suo tempo sarebbe fermo, si fermerebbe la sua storia, e soprattutto la sua massa dovrebbe essere infinita. Ora però c'è una specie di paradosso in questo che ho appena detto, perché queste sono conseguenze immediate della relatività, però c'è almeno qualche cosa al mondo che va alla velocità della luce ed è naturalmente la luce stessa. Ora, come si può conciliare questo fatto, il fatto che i corpi materiali non possono andare alla velocità della luce, e il fatto dall'altro che invece la luce c'è e quindi in qualche modo qualche cosa si sposta? Ora, c'è un problema ed è sapere che cos'è la luce, di che cosa è fatta la luce. Ora, i fisici naturalmente si sono sempre posti questo problema di quali fossero le costituenti, quale fosse la natura della luce. Se lo sono posti fin dai tempi, anzitutto fin dall'antichità, se voi leggete Lucrezio, il De Rerum Natura, naturalmente lì ci si pone il problema, addirittura in Lucrezio c'è un passo che in qualche modo anticipa quello che è poi la teoria o il sogno odierno dei cosiddetti tachioni, cioè di materia che vada poi a velocità superiore a quella della luce, di cui io non parlerò per evitare di confondere le idee, visto che già queste cose sono sufficientemente complicate per conto loro. Però, a parte appunto la letteratura più o meno fantastica, i fisici, da quando è nata la fisica, quando è nata la scienza moderna, hanno cominciato a chiedersi quale fosse la natura della luce. E ci sono state, come molti di voi sapranno, due teorie parte contraddittorie, anzi alternative a come risposta a questa domanda. Una teoria è la cosiddetta teoria corpuscolare, il fatto cioè di pensare che la luce sia come una scarica di mitragliatrice, di proiettili che si muovono, e questi proiettili possiamo chiamare in un modo che oggi si chiamano cioè fotoni. Fotoni deriva naturalmente da luce, no? E questa è la prima teoria, è la teoria tra l'altro che era propagandata o in qualche modo praticata da Newton, ma negli stessi anni c'era un'altra teoria alternativa che invece considerava la luce non fatta di corpuscoli, questa prima teoria si chiama teoria corpuscolare per questo motivo, e invece la considerava fatta di onde, come se fossero onde per esempio di acqua che si muovono per l'appunto in un mezzo, e questo mezzo dovrebbe essere quello che molti di voi avranno sentito nominare, l'etere, no? Ora, questa seconda teoria si chiama teoria ondulatoria,
ed era quella propagandata invece da Huygens, un altro grande fisico più o meno contemporaneo di Newton. Quindi due teorie alternative, la teoria corpuscolare da una parte e la teoria ondulatoria dall'altra. È chiaro, i fisici se ne sono accorti subito, che non potevano essere giuste tutte e due, non potevano essere corrette tutte e due, una delle due, al massimo una, magari nessuna delle due, però al massimo una di queste due teorie poteva essere quella giusta. E le cose andarono avanti in maniera filosofica, tra virgolette, cioè discutendo, ma secondo me è così, secondo me è cos'ha, fino a quando nel 1801 arrivò un signore, si chiamava Young, che fece un famoso esperimento, un esperimento che sta su tutti i libri di fisica e di divulgazione, che quindi insomma moltissimi di voi avranno già sentito, il famoso esperimento della doppia fenditura, cioè si fa passare della luce attraverso una fenditura oppure attraverso tutte e due le fenditure, cioè la si copre una delle due in un caso e invece le si lascia aperte nell'altro caso. E si scopre che la luce si comporta esattamente come si comportano le onde del mare o semplicemente l'acqua in un bacino quando deve passare vicino a due ostacoli che sono per esempio due moli. Cioè fa quelle che si chiamano interferenze che abbiamo osservato tutti per l'appunto al mare. E questo fu considerato un esperimento cruciale, in qualche modo fu l'esperimento che fece capire che la teoria corpuscolare, benché fosse stata propagandata da Newton, e voi sapete che per molti anni Newton era un po' considerato come l'Aristotele della scienza, quindi l'aveva detto lui ed era difficile rifiutare questa sua opinione, però dopo un esperimento di questo genere non si poteva far molto altro che accettare il fatto che la luce fosse un fenomeno ondulatorio. Cioè quindi la gente incominciò a pensare per l'appunto alla luce come a qualche cosa di analogo alle onde del mare. Arrivò la teoria che abbiamo citato spesso ieri, la teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell, anche lì sono equazioni d'onda, come le chiameremmo oggi, e il fatto che si chiamino per l'appunto equazioni d'onda ci fa capire che quella era la teoria. Naturalmente c'è diversità dalle onde elettromagnetiche con le onde del mare. Le onde del mare si propagano in un mezzo che è per l'appunto l'acqua, e invece le onde elettromagnetiche, in particolare la luce, si dovrebbero propagare in un mezzo che non si capiva bene quale fosse. E questo mezzo, per lungo tempo, almeno per un secolo e più, fu quello che venne chiamato per l'appunto etere. Un etere che era molto difficile in qualche modo da descrivere e anche da percepire. Si fecero molti esperimenti per cercare di capire quale fosse la natura di questo etere e soprattutto per metterlo in luce in qualche modo, per smascherarlo attraverso esperimenti, ma senza riuscirci. Però nel 1887 arrivò un altro esperimento, che fu un esperimento imbarazzante, perché nonostante appunto fosse passato quasi un secolo dal 1801 e ormai si fosse consolidata l'idea che la luce avesse questo fenomeno, questa natura ondulatoria, questo esperimento fatto tra l'altro da Hertz, che come voi tutti sapete era uno dei grandi fisici di quel periodo, le onde herziane, no? Avrete sentito il nome, scoprì questo fenomeno abbastanza imbarazzante e il fenomeno si chiama effetto fotoelettrico. Cioè si tratta semplicemente di prendere una superficie metallica che sia carica elettricamente e poi di bombardarla, di illuminarla semplicemente con della luce. Ora quello che succede è che quando si illumina questa superficie in certe condizioni si vedono sfrigolare delle scintille e naturalmente le scintille poi sono semplicemente degli elettroni che vengono lasciati, rilasciati da questa superficie. E quando succede questo fenomeno per l'appunto fotoelettrico? Beh, succede soltanto quando la luce è fatta in un certo modo, cioè quando è luce ultravioletta con una certa lunghezza d'onda, ma non succede invece con la luce infrarossa. Ora questo è molto interessante perché la luce ultravioletta, a seconda che sia più o meno intensa, fa questo effetto di rilasciare delle scintille da una superficie metallica carica elettricamente, e invece la luce infrarossa non lo fa. Ora, secondo la teoria classica delle onde, questo non dovrebbe succedere, perché l'energia di un'onda dovrebbe dipendere dall'intensità di quest'onda, ma non dalla sua lunghezza d'onda. Quindi da questo punto di vista la luce ultravioletta e la luce infrarossa dovrebbero essere uguali, e invece questo effetto avveniva appunto soltanto con un tipo di luce, quella ultravioletta, e non con la luce infrarossa. Ora vi direte, e Einstein cosa c'entra in tutta questa storia? Beh, c'entra perché nel 1905, l'anno famoso, l'annus mirabilis, in cui lui pubblicò 5 articoli
Tra l'altro ieri non l'ho detto perché purtroppo le cose che Einstein ha fatto sono talmente tante che è difficile anche soltanto passare in rassegna alcune delle principali, però due di quegli articoli che furono pubblicati nel 1905, uno di questi era praticamente preso dalla sua tesi di laurea e un altro invece era un articolo nuovo, si interessavano di problemi che oggi ci appaiono talmente lontani che è quasi difficile pensare che fossero ancora problemi aperti. Cioè siamo nel 1905, 100 anni fa esatti, 102 anni fa, e ancora i fisici non erano tutti concordi, tutti d'accordo, in particolare non lo era un famoso fisico, un famoso filosofo della scienza anche, che si chiamava Mach, non erano, dicevo, tutti d'accordo sul fatto che esistessero gli atomi ancora. Si pensava, per esempio Mach la pensava in questi termini, si pensava che gli atomi fossero una specie di teoria che naturalmente permetteva di fare dei calcoli, però che non esistessero veramente, fossero una specie di costruzione intellettuale che non aveva niente a che fare con la realtà fisica, pensate, 100 anni fa. Ebbene, i due primi lavori di Einstein, in particolare quello tratto dalla sua tesi di laurea, facevano degli esperimenti che poi naturalmente furono fatti poi in anni seguenti, in cui Einstein cercava di calcolare esattamente quale sarebbe stata la lunghezza di questi atomi, se ci fossero stati, e poi cercava di calcolare il numero di Avogadro, cioè il numero di molecole in una mole, ed è strano per l'appunto, no, che ancora 100 anni fa questi problemi fossero aperti, ed è interessante che in realtà furono poi questi lavori di Einstein e la conferma sperimentale delle sue previsioni teoriche a far poi accettare la teoria atomica a tutti i fisici. Quindi questi erano due dei lavori del 1905, di cui appunto abbiamo detto quasi niente. Gli altri due lavori del 1905 sono anzitutto la lunga memoria sull'elettromagnetismo, che è quella di cui abbiamo parlato praticamente ieri sera, tutta la serata, anche se noi non abbiamo letto direttamente dalla memoria se non un breve passo, quello sul paradosso dei gemelli, abbiamo letto sulla teoria, sull'esposizione divulgativa. Tra l'altro dico tra parentesi che tutte queste cose che abbiamo letto ieri, leggiamo oggi e leggeremo domani, si possono trovare in un volume, che è questo qua che ho in mano, che si chiama Opere scelte di Albert Einstein, un volume abbastanza ponderoso, ma non eccessivamente ponderoso, sono circa 800 pagine, pubblicato dalla Bollati Boringhieri, un volume molto utile perché contiene sia i principali lavori tecnici di Einstein, per chi si vuole divertire vuole soffrire masochisticamente a leggerli, e poi ci sono le opere divulgative, in particolare c'è tutto intero il libro sulla relatività, molti articoli che lui scrisse per, di natura quasi filosofica, sul concetto di tempo, per esempio, sul concetto di spazio, sulle basi filosofiche della relatività, e poi ci sono molte cose che leggeremo domani invece, lettere, articoli divulgativi, interventi sull'educazione, sulla religione, sulla scienza, sulla guerra, sulla bomba, sul militarismo e così via. Quindi un libro che vi consiglio, se volete poi per l'appunto proseguire questo incontro con Einstein dopo l'introduzione che stiamo facendo in queste sere, perché naturalmente queste cose dovrebbero poi avere come scopo quello di spingere alla lettura, lo scorso anno di Galileo e quest'anno direttamente di Einstein. Ma dicevo, due di quegli articoli del 1905 furono gli articoli sulla relatività speciale, uno il lungo articolo per l'appunto di cui abbiamo parlato ieri, e l'altro la breve memoria, ricordate quella col titolo con un punto interrogativo, in cui Einstein dedusse quella che poi è la formula più famosa della relatività e della fisica, cioè la famosa E uguale mc al quadrato. E questi fanno naturalmente 4 articoli, ma vi ho già detto appunto gli articoli del 1905 sono in realtà 5. Cosa fece Einstein nell'altro articolo, in quello del 1905? Semplicemente, mica tanto, ma comunque no, introdusse quella che viene chiamata oggi l'ipotesi dei quanti. Ora uno può dire, ma insomma la storia della fisica non sembra essere andata così, i quanti di energia sono stati introdotti nel 1900 da Planck, ma la cosa interessante è che Planck introdusse i suoi quanti di energia e in particolare la sua famosa costante, la H di Planck, come di nuovo un artificio tecnico, esattamente come
Mach pensava che fossero gli atomi, cioè un qualche cosa che serviva a spiegare in quel caso un altro fenomeno, che era il fenomeno della radiazione del corpo nero, però non credeva Planck che di nuovo questi quanti corrispondessero a qualche cosa di fisicamente esistente. Quello che fece Einstein, e per questo ho detto semplicemente, perché molte delle idee di Einstein, l'abbiamo già visto ieri con la relatività, non sono poi così rivoluzionarie quando uno le guarda col senno di poi, anzi sono le cose naturali che dovrebbero venire in mente a chiunque lavori in quel campo, e il fatto che non vengano in mente fa capire come il percorso che la scienza segue sia un percorso estremamente accidentato, molto arruffato, le cose non avvengono in maniera razionale, in maniera storicamente fluida. Avvengono spesso seguendo strade contorte. Ebbene, dicevo, nel 1905 però Einstein fa questo lavoro in cui semplicemente prende seriamente questi quanti che Planck aveva introdotto, e in particolare parla dei quanti di luce, di questi fotoni, introduce o reintroduce la teoria corpuscolare di Newton. Quindi non c'è nulla di nuovo da questo punto di vista, il fatto che la teoria fosse per l'appunto, avesse associato ad essa il nome di Newton ci dice che era una teoria vecchia di secoli, e oggi ancora di più naturalmente perché ne è passato un altro, però la cosa sorprendente e molto coraggiosa che Einstein fa è di riprendere una teoria che in qualche modo era stata messa da parte per l'appunto nel 1801 con quel famoso esperimento per l'appunto delle doppie fenditure. Einstein non si preoccupa di questo fatto, naturalmente non vuole cancellare, non vuole dire che la teoria ondulatoria della luce sia sbagliata, però si accorge che se uno fa finta che la luce sia fatta di fotoni, cioè sia fatta di particelle per l'appunto, ciascuna delle quali porta con sé una certa energia, e l'energia che portano queste particelle, questi quanti, è esattamente quella che Planck aveva supposto che dovesse esserci, una energia che per coloro di voi che l'hanno vista è un'altra delle formule più famose della fisica, invece di E uguale mc2 è semplicemente E uguale h per nu. Ora nu è la frequenza per l'appunto di queste particelle o di queste onde, e h è la costante di Planck. E allora diceva Einstein, si immagina che la luce sia fatta di pallini per l'appunto, ciascuno di questi pallini, ciascuno di questi fotoni porta un pacchetto per l'appunto, un quanto di energia, e se si suppone che la luce sia fatta così, allora ecco che si spiega immediatamente l'effetto fotoelettrico. Lui stesso usa questa frase, dice, supponiamo che un raggio di luce sia costituito di una scarica di proiettili con energia discreta. E allora che cosa succede? Si ha questa superficie metallica, questa è carica elettricamente, arrivano queste particelle che bombardano questa superficie, e quando hanno un'energia sufficiente, questa energia permette di scalzare un elettrone, questo elettrone viene scalzato e l'effetto che fa ai nostri occhi è quello di scatenare per l'appunto una scintilla sulla superficie. Allora da questo punto di vista diventa naturale che semplicemente è più un fotone ha energia e più riesce naturalmente a scalzare degli elettroni. Se l'energia non è sufficiente, e allora naturalmente questo fenomeno non avviene. Però vi ho detto adesso che l'energia è proporzionale alla frequenza, quindi anche alla lunghezza d'onda, ed ecco che allora si spiega immediatamente come mai alcune frequenze, cioè quelle più energetiche, in altre parole, in particolare quella della luce ultravioletta, riescano a scalzare gli elettroni, e invece quelle meno energetiche, cioè quelle per esempio dell'infrarosso, non ci riescono. È una spiegazione banale, chi la legge oggi veramente si stupisce di quanto possa essere immediata la cosa. Einstein deduce anche una formuletta, ed è una formuletta che vi posso anche leggere eventualmente, perché ci vuole proprio semplicemente mezza riga, ed eccolo qua il suo articolo, dice allora, come mostra un lavoro rivoluzionario di Lenard, l'idea tradizionale di una distribuzione continua dell'energia della luce nello spazio irraggiato incontra difficoltà particolarmente gravi quanto si tenti di spiegare i fenomeni fotoelettrici. Notate che questo è un paragrafo, il paragrafo 8, alla fine di questo lungo articolo del 1905, che si chiama un punto di vista euristico, notate, euristico significa semplicemente ci serve per spiegare alcuni fenomeni, relativa alla generazione e alla trasformazione della luce. E alla fine, per l'appunto, in questo paragrafo quasi finale, semifinale, il penultimo, Einstein dice per l'appunto l'idea tradizionale di una distribuzione continua dell'energia della luce incontra difficoltà particolarmente gravi quando si tenti di spiegare questo fenomeno fotoelettrico.
cioè sta dicendo la teoria ondulatoria e qui non funziona. E dice, adottando invece la concezione che la luce di eccitazione consista in quanti di energia, ecco che allora immediatamente possiamo spiegare questo fenomeno. Qui c'è la formuletta, vabbè, è inutile leggerla, R su N beta per nu meno P, questa è l'energia cinetica degli elettroni, però è una formuletta che ci dice che in realtà l'effetto è proporzionale in maniera lineare alla frequenza. Ora, questo spiega naturalmente il fenomeno fotoelettrico, ma nessun fisico accetta questa spiegazione. Einstein anzitutto non ha ancora il signore che noi conosciamo, cioè colui che viene considerato il più grande scienziato della storia, o il secondo insieme a Newton, e quindi nel 1905, anzi è praticamente ancora uno sconosciuto, perché stanno uscendo questi suoi lavori, questo credo che sia il secondo in ordine di tempo a uscire, e i fisici praticamente rigettano questa spiegazione, dicono vabbè certo, se la luce fosse un fenomeno corpuscolare allora potremmo spiegare l'effetto fotoelettrico, ma poiché invece la luce, come sappiamo, è un fenomeno ondulatorio, l'effetto fotoelettrico va spiegato in un altro modo. Bene, questo è il 1905, naturalmente le cose non cambiano nella fisica. Einstein è l'unico in questo periodo a credere all'esistenza dei quanti di luce. Questa è una cosa singolare, quasi paradossale per gli sviluppi che vedremo tra pochi minuti, però nel 1908 qualcun altro, che si chiama Stark, che prese poi anche lui il premio Nobel tra l'altro poco dopo, riesce a spiegare usando la stessa ipotesi di Einstein, cioè che la luce sia fatta di quanti, un altro fenomeno che è la ionizzazione dei gas mediante la luce ultravioletta, tra l'altro un fenomeno interessante perché è quello che costituisce l'ultimo paragrafo, che però non è perfettamente spiegato, nella memoria di Einstein. Quindi Einstein aveva messo il dito praticamente sui veri problemi che erano aperti in quel momento, uno l'ha risolto, quello dell'effetto fotoelettrico, quell'altro sulla ionizzazione del gas viene risolto poco dopo da questo signor Stark, e da quel momento sono in due a crederci nella fisica, a credere che esistono i quanti. Einstein naturalmente va avanti imperterrito nella sua strada, nel 1907 ha quell'idea, vi ricordate, il pensiero più felice della mia vita, stando seduto sulla sedia nell'ufficio brevetti di Berna, l'idea che quando si cade non si sente l'effetto della gravità. Ora quello fa parte naturalmente, è il punto di partenza della teoria della relatività generale, però vi ricordate, ne abbiamo accennato ieri, questa teoria ha un effetto anche sulla teoria della luce, perché Einstein crede che la luce sia corpuscolare e quindi che sia fatta di particelle. Allora se queste sono particelle avranno una loro massa, naturalmente questa massa verrà deviata dal campo gravitazionale e immediatamente ecco che la teoria della relatività da una parte e la teoria dei quanti dall'altra, dei quanti di luce, attenzione perché lui parla sempre soltanto di questi, dei quanti di luce, diciamo, le due teorie in qualche modo incominciano a confluire. Ieri abbiamo accennato brevemente alla storia di questo fenomeno, la deviazione dei raggi di luce quando passano vicino a grandi masse, come il Sole per esempio, la luce delle stelle che passa vicino al Sole. Vi abbiamo accennato al fatto che Einstein incomincia a calcolare quale può essere questa deviazione, fa un primo calcolo di cui è insoddisfatto nel 1907, ne fa un altro che pubblica indipendentemente nel 1911, quel calcolo che poi dava gli stessi risultati della teoria di Newton, e finalmente nel 1915 fa il calcolo corretto che poi viene confermato poi, come abbiamo detto ieri sera, nel 1919. Ma nel frattempo, tra il 15 e il 19, naturalmente a media aritmetica, c'è il 1917. E nel 1917 succedono varie cose, perché Einstein da una parte pubblica un altro articolo sulla relatività generale, di cui non abbiamo avuto tempo di parlare ieri, è un'altra delle tante cose che sarebbe interessante seguire, forse una delle più interessanti, perché voi direte perché non la seguite? Perché si può parlare una volta sola di relatività, questa sera parliamo di altro, però è molto interessante perché è il primo articolo in cui si fa in maniera moderna, in maniera scientifica, una teoria dell'universo. Einstein scrive per la prima volta le equazioni cosmologiche, cioè tenta di descrivere come può essere fatto l'intero universo. Questo naturalmente è un delirio di potenza dal punto di vista di uno psicanalista, ma dal punto di vista dello scienziato è semplicemente il sogno finale, cercare di descrivere il tutto. Naturalmente Einstein in quel momento ha di fronte, ha a disposizione la sua teoria della relatività generale, cerca di fare un modello dell'universo, il modello non gli viene,
E allora fa quello che non si dovrebbe mai fare, dice, ma insomma, cambiamo un momento le equazioni, no? Lo trovate, no? Le ho derivate, però se ci aggiungo un pezzettino, no? Mi vengono meglio i conti, no? Questo lo fanno in genere gli studenti. Einstein aggiunge per l'appunto un membro a queste equazioni, che è quella che si chiama la costante cosmologica. E lo fa perché in quel modo può realizzare quello che è la sua immagine dell'universo, l'immagine che i fisici avevano nel 1917, cioè un universo statico, fisso, fermo, un universo che è limitato, però, che è finito, però illimitato, un po' come una sfera, per esempio, anche la nostra Terra è finita, no? Per esempio la sua superficie e il suo volume sono finiti, però è illimitata nel senso che chi è sopra la superficie della Terra può continuare a girare, no? Senza incontrare ostacoli, naturalmente in maniera perlomeno teorica. E però la Terra è una superficie a due dimensioni, nello spazio a tre, l'universo è una superficie a tre dimensioni, nello spazio a quattro dimensioni, e questa è l'idea di Einstein, il mondo è un universo statico. E per poter fare questo universo statico è costretto a falsare la sua teoria, ad aggiungere questa costante cosmologica, questo membro additivo, che poi dopo qualche anno lascia perdere perché dice, insomma, questo è stato il più grande errore scientifico della mia vita, perché nel frattempo arriva Hubble, naturalmente si fanno le osservazioni e si scopre che l'universo non è affatto statico, in realtà l'universo è in espansione. E senza quel termine, no, Einstein avrebbe potuto immediatamente trovare un universo in espansione usando le equazioni della relatività generale. Però, come dicevo, tutta questa è un'altra storia che va in una completa mente diversa direzione. Dicevo, invece, nel 1917 Einstein propone un qualche cosa che è veramente rivoluzionario. Cioè, dopo sono passati dal 5 al 17, 12 anni, e dopo 12 anni Einstein si è convinto che i quanti non soltanto esistono, ma che sono la spiegazione giusta per certi fenomeni, come quello fotoelettrico o come quello della ionizzazione dei gas, ma si è anche convinto che non è, come dicevano i fisici in precedenza, che bisogna allora lasciar cadere una delle due teorie e spiegare tutti i fenomeni, per esempio quello della doppia fenditura, attraverso l'altra teoria. E fa un passo che per la logica occidentale è veramente sorprendente. Cioè lui decide di dire che la luce è allo stesso tempo corpuscolare e ondulatoria. Cioè due cose che sono contraddittorie, perché un conto è un'onda e naturalmente un conto è una scarica di proiettile, no? Ebbene, queste due cose sono, è vero, due aspetti diversi, due descrizioni diverse, ma sono simultaneamente vere entrambe della luce. Cioè arriva quello che poi nella meccanica quantistica si chiamerà il principio di complementarità, cioè le cose sono simultaneamente sia corpuscoli che onde. È un qualche cosa che di nuovo, a pensarci poi in seguito, non è poi così sorprendente. Se noi consideriamo ad esempio il mare, al quale abbiamo già accennato più volte, ebbene certo che se uno guarda il mare da un punto di vista globale, allora questo ci appare come un fenomeno ondulatorio. Se però uno prende un secchiello di acqua di mare e poi lo lascia cadere piano piano una goccia dietro l'altra, ecco che allora si scopre che in realtà il mare è fatto di gocce, no? E quindi allo stesso tempo c'è anche in fenomeni macroscopici come quello dell'acqua del mare, c'è questa doppia natura, da una parte la natura ondulatoria e dall'altra parte invece la natura corpuscolare, cioè quella delle gocce. Però nella teoria atomica le cose non sono esattamente così, perché sono anche le gocce, cioè i corpuscoli, che allo stesso tempo rimangono onde anche individualmente. Quindi effettivamente si va oltre quello che è la nostra concezione del mondo, ma Einstein non sembra preoccuparsi di questo, e quindi introduce per l'appunto questo principio di complementarietà. I quanti sono allo stesso tempo sia onde che particelle. E una volta che però uno decide di fare questa cosa, allora dice, ma supponiamo di avere un'onda di luce, se questa onda è allo stesso tempo anche una scarica di particelle, dobbiamo riuscire, sapendo semplicemente le caratteristiche dell'onda, quindi la sua ampiezza per esempio, la sua lunghezza d'onda, la frequenza e così via, dovremmo essere in grado di dedurre le caratteristiche delle particelle che compongono questa stessa onda. E allora Einstein fa esattamente questo, e quindi calcola l'energia e la massa di questi fotoni che in realtà sono un fenomeno ondulatorio,
e poi fa il contrario, naturalmente. Dice, supponiamo invece di conoscere l'energia e la massa dei fotoni, cioè di sapere quali sono le caratteristiche dei proiettili, e deduce direttamente quali sarebbero le caratteristiche dell'onda associata. Ora, queste formule, e qui di nuovo mi spiace di continuare a dire queste cose perché sembra quasi di sminuirlo, ma queste formule sono banali nel momento in cui uno decide che ci debba essere questa doppia natura, ondulatoria e corpuscolare della materia, perlomeno della luce, passare da una all'altra è veramente un gioco da ragazzi, perché si hanno due formule, per esempio, per l'energia, una ve l'ho citata prima, è la E uguale a mc2, mc al quadrato, trovata da Einstein, l'altra è E uguale a h per nu, h per la frequenza, trovata da Planck, ebbene, però, poiché tutte e due sono uguali all'energia, si possono mettere insieme, ed ecco che si può dedurre la massa, per esempio, semplicemente prendendo la h nu, che è l'energia di Planck, e dividendola per c al quadrato. E allora da una parte c'è un'onda che ha una certa frequenza, se si divide la sua energia per c al quadrato si ottiene una massa. Ed ecco che facendo questi giochetti algebrici estremamente elementari, Einstein mette in comunicazione due teorie che a prima vista sono assolutamente contraddittorie. Siamo nel 17, ancora quasi nessuno gli crede, dico quasi perché nel frattempo è successa una cosa che vi dirò tra un momento, però pochi anni dopo, nel 1924, arriva un signore che si chiama De Broglie, un principe in senso letterale, no? Principe francese, i principi italiani sono come sono, vabbè, però ognuno ha i suoi principi, no? E questo signore De Broglie fa di nuovo anche lui una cosa banale, no? Cioè di dire, ma va bene, io credo ad Einstein, no? Einstein dice che la luce ha una doppia natura, corpuscolare e ondulatoria, ma perché dobbiamo limitarci alla luce? Perché non fare, non essere più realisti del re, visto che uno era principe, no? E decidere di fare la stessa cosa per qualunque particella. E dunque di dire, beh, anche le particelle, attenzione perché siamo questa volta a un livello corpuscolare, anche le particelle elementari o particelle nucleari sono in realtà allo stesso tempo delle onde. E uno gli può chiedere, ma signor principe, se fossero delle onde, quali sarebbero le caratteristiche di quest'onda, per esempio la frequenza, ampiezza, eccetera? E lui fa, bene, si fa semplicemente quello che ha fatto Einstein, solo che questa volta queste particelle non vanno necessariamente alla velocità della luce, bisogna sostituire la loro velocità al posto di questa C, che noi conosciamo essere la velocità della luce, e di nuovo è un gioco da ragazzi nel momento in cui però uno fa un passo ancora più lungo di quello che ha fatto Einstein, e cioè di credere o di decidere che la natura a livello atomico abbia, o meglio, che la realtà a livello atomico abbia una doppia natura, cioè la natura corpuscolare e la natura ondulatoria. E questa è un po' la storia dei primi anni della meccanica quantistica, e dicevo nel frattempo però, prima del 1917, qualche cosa era successo. Era successo che i fisici, anzitutto, si erano accorti che le cose che diceva Einstein forse erano da prendere molto seriamente, perché questo signore da solo aveva fatto prima la relatività speciale, poi quella generale, no? E così via, no? Quindi era un fisico di prim'ordine, ovviamente, no? Bisognava stare molto attenti. E tra il 1912 e il 1915 un signore, un fisico, che si chiamava Millikan, che però era uno dei detrattori di Einstein, decide di metterla a tacere, dice io adesso faccio degli esperimenti sull'effetto fotoelettrico e faccio vedere che questa deduzione che Einstein ha fatto, vi ricordate la dipendenza lineare dalla frequenza del fenomeno dell'effetto fotoelettrico, questa deduzione di Einstein è sbagliata, faccio gli esperimenti, faccio vedere che lui ha sbagliato almeno in quel caso e che stia zitto. Ci mette 3 anni, questi esperimenti non vengono mai, finché dopo 3 anni si arrende semplicemente all'evidenza, non sono gli esperimenti che non vengono, cioè nel senso che non confutano Einstein, ma che gli esperimenti fatti nelle condizioni più appropriate e più precise semplicemente confermano quello che Einstein aveva detto. Quindi Millikan per 3 anni controvoglia fa questi esperimenti e dà semplicemente alla fine, getta la spugna e dà ragione ad Einstein. Nel frattempo arriva il 1919, quello ne abbiamo parlato ieri, Eddington va in Sud America, fa misura l'effetto della deviazione della luce solare, della luce di una stella che passa vicino al Sole durante un'eclisse, per l'appunto, di nuovo le previsioni di Einstein vengono verificate, quindi questo è un supporto alla teoria corpuscolare, perché per l'appunto significa che la luce ha una massa che viene deviata dal campo gravitazionale, e allora a questo punto i fisici accettano l'evidenza. E allora succede che a cascata
nel giro di una decina di anni si danno premi Nobel uno dietro l'altro per la teoria quantistica. E allora che succede? 1919 Stark prende per primo il premio Nobel per aver spiegato la ionizzazione dei gas usando la teoria di Einstein. 1921 il premio Nobel viene dato ad Einstein questa volta per l'effetto fotoelettrico. Notate, siamo nel 1921, sono passati ormai 16 anni dalla relatività speciale e 6 anni dalla relatività generale, ma il premio Nobel gli viene dato per la spiegazione dell'effetto fotoelettrico. A tutt'oggi sono passati 102 anni, nessun premio Nobel è stato dato per la teoria della relatività, mai. 1923, Millikan, che ha cercato di sconfessare Einstein con questi esperimenti che poi sono andati male, cioè bene per Einstein, prende il premio Nobel questa volta per aver verificato l'effetto fotoelettrico. 1927, Compton misura le proprietà corpuscolari dei fotoni, cioè la massa, l'energia, prende anche lui il premio Nobel. 1929, De Broglie, per aver accettato le idee di Einstein, averle portate avanti, estese dai quanti di luce alle particelle qualunque, cioè la natura doppiamente ondulatoria, corporatoria e corpuscolare della materia atomica, prende anche lui il premio Nobel. E finalmente 1937 Davidson e Thompson, anche loro prendono il premio Nobel perché questa volta hanno misurato le proprietà ondulatorie dell'elettrone, quindi l'esatto contrario, si prende una particella e si misura la lunghezza d'onda di una particella, cose che 30 anni prima o anche 10 anni prima avrebbero fatto mandare fuori a calci nel sedere gli studenti, perché come si fa a calcolare la lunghezza d'onda di un corpuscolo? Era mischiare due cose che dovevano essere tenute separate. Quindi vedete com'è cambiata di colpo praticamente la fisica. Vi volevo leggere però quello che successe un qualche anno prima, cioè nel 1914, prima che queste verifiche sperimentali fossero portate a termine. Planck, colui che aveva introdotto l'ipotesi dei quanti, deve proporre, o vuole proporre per la nomina all'Accademia delle Scienze Einstein, manda una lettera in cui spiega le cose che Einstein ha fatto e poi dice che possa avere a volte mancato il bersaglio nelle sue congetture, ad esempio nel caso del quanto di luce, non può essere in realtà considerato troppo grave, è infatti impossibile introdurre idee veramente nuove, anche nelle più esatte delle scienze, senza correre qualche rischio. Cioè, in altre parole, siamo nel 14, Planck dice, prendiamo questo signore che è un grande fisico, come membro dell'Accademia delle Scienze Prussiane, non importa che ogni tanto si prenda inciampi in qualche cosa, per esempio sta storia dei quanti di luce. Notate, è Planck che sta parlando, è lui che ha introdotto l'ipotesi dei quanti di luce, no? Ma il fatto che Einstein l'avesse presa seriamente, noi dice vabbè, non gli si può imputare, se uno rischia, certo che ogni tanto sbaglia, no? E così via. Questo è quello che è stata la storia iniziale della meccanica quantistica. E allora che cosa si immagina? Si immagina che questa volta Einstein aveva visto giusto, aveva avuto ragione, e quindi in qualche modo poteva diventare non soltanto il padre della relatività, ma anche il padre della meccanica quantistica. E invece, naturalmente, quest'uomo ci sorprende, nel momento in cui tutti incominciano ad accettare la meccanica quantistica, lui comincia a tirarsi indietro. Perché dice, ma io non sono convinto, questa meccanica quantistica, che poi naturalmente nel frattempo è arrivata a maturità nel 1925, con le due teorie che poi si rivelano complementari anche loro, cioè due modi diversi di vedere la stessa cosa, cioè la teoria di Heisenberg da una parte, con matrici infinite, e la teoria di Schrödinger dall'altra, notate con la famosa equazione d'onda di Schrödinger, che spiega per l'appunto il movimento ondulatorio però delle particelle. Ebbene, questa teoria sta cominciando ad andare alla deriva da un punto di vista metafisico. E questa da Einstein non va giù, e quindi da quel momento, più o meno dagli anni, a metà degli anni 20, fino alla sua morte, quindi fino al 1955, Einstein resterà isolato di nuovo come era prima, solo che prima per anni è stato isolato, era l'unico a credere alla realtà dei quanti, e poi dal 25 al 55 è l'unico a dire la meccanica quantistica non è l'ultimo grido, bisognerà cambiarla, c'è qualche cosa che non funziona, eccetera. Cosa c'è che non funziona nella meccanica quantistica? Ora la cosa qui è estremamente interessante, perché è un contributo di Einstein non molto noto, nel senso che è più un contributo filosofico, metafisico, che non un contributo fisico.
Allora volevo parlarvi nell'ultima parte di questa serata di questo contributo. C'è un articolo che Einstein ha scritto, il famoso articolo EPR, l'EPR sono le iniziali dei tre autori, uno era Einstein per l'appunto, l'altro è Boris Podolsky, la P, e l'altro è Nathan Rosen, la R. E questo articolo però è un articolo di cui si parla soprattutto nei dipartimenti di filosofia, filosofia della scienza, eccetera, perché è qualche cosa che mette in dubbio, e mi sembra, perlomeno per noi che non siamo degli scienziati, io stesso sono un matematico, un logico matematico, quindi noi che non siamo degli addetti ai lavori, mi sembra forse uno dei contributi più importanti che Einstein ha dato alla scienza nel Novecento. Ed è alla pari, io direi, coi contributi che vengono dalla relatività speciale, cioè il fatto che noi dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo al tempo. Questo l'abbiamo capito, la simultaneità non può essere assoluta, il tempo, ciascuno di noi ha un suo orologio che però anche se sincronizziamo con qualcun altro e poi andiamo a farci un giro ci accorgiamo che quando torniamo l'orologio nostro non è più sincronizzato, insomma la nozione di tempo assoluto va un po' a farsi benedire nella fisica, però queste sembrano cose più o meno accettate. C'è qualche cosa di molto più concreto però ed è la nozione di realtà. Che cos'è la realtà? E il problema che Einstein si pone per l'appunto nel 1935 è per l'appunto questo. Ora bisogna fare una piccola premessa, cioè che il nostro modo, dico il nostro perché tutti noi pensiamo così, soprattutto in Occidente, e questa è una cosa un po' seccante perché poi quando si comincia a parlare di Occidente uno dice, beh, poi arriverà l'Oriente, no? E dire che l'Oriente pensa meglio che l'Occidente è sempre una cosa che dà fastidio. L'Oriente è barbaro, come diceva ovvero prima nella precedente conferenza in questo stesso posto, no? Però cerchiamo di vedere come noi vediamo il mondo in maniera ingenua. Il mondo più o meno si basa su tre principi che sono stati enunciati già dai filosofi presocratici, quindi sono 2500-3000 anni che noi ci portiamo dietro questi principi, e che la fisica classica aveva accettato completamente, compresa la relatività. Quali sono questi principi? L'universo, primo principio, è costituito di sistemi, di oggetti, che sono limitati e distanziati nello spazio-tempo. Il principio che in genere si chiama di separabilità. Per esempio io di fronte a me ho degli oggetti, degli occhiali, un libro, un orologio, un microfono, ci sono io, eccetera. Però noi guardiamo questi oggetti e questi oggetti ci appaiono separati, sono dei conglomerati, sappiamo benissimo che se andiamo a vederli col microscopio ci sono molecole, atomi, eccetera, a seconda della profondità di visione che vogliamo avere. Però il mondo ci appare, soprattutto ai nostri sensi, come fatto di cose separate. Noi siamo diversi l'uno dall'altro, non siamo la stessa cosa, anche se poi gli innamorati si immaginano di esserla, eccetera, però insomma siamo separati. Separabilità. La seconda cosa, e questa è il fondamentale, questi oggetti, gli uni separati dagli altri, hanno proprietà che dipendono soltanto dagli oggetti, proprietà cosiddette intrinseche, e sono indipendenti invece da coloro che osservano. Cioè se voi mi guardate, il fatto che voi mi guardiate non mi cambia, oddio, da un punto di vista psicologico, certo, se vi guardate in un certo modo, a parte che non vi vedo, quindi insomma vedo soltanto alcune teste più o meno, no, ritagliate come ombre. Però la cosa importante è che fare delle osservazioni su questi oggetti non cambia la natura di questi oggetti. E questo è quello che si chiama il principio di realtà, e lo vedremo poi tra l'altro enunciato in maniera precisa da Einstein, e soprattutto l'ultimo punto, e questo tra l'altro è legato con la relatività, non tanto con la meccanica newtoniana invece, questi oggetti che hanno proprietà reali, indipendenti dall'osservatore, interagiscono fra di loro soltanto quando sono abbastanza vicini. Cioè non ci possono essere azioni a distanza, la meccanica newtoniana le permetteva queste azioni a distanza, ma la relatività no, non c'è niente che si può trasmettere a velocità superiore a quella della luce, e quindi questo è il nostro mondo, oggetti separati, reali, con proprietà intrinseche e che possono interagire solo se sono sufficientemente vicini. Senza questi principi non si può nemmeno immaginare, o meglio, non si potrebbe nemmeno immaginare di sviluppare una teoria sul mondo, perché se non ci fosse la separabilità, allora il mondo sarebbe un tutto unico,
Ora ci sono moltissime filosofie, soprattutto orientali, no? Le famose filosofie olistiche, no? Che dicono che in realtà sì, uno cerca di separare le cose, ma siamo tutto una cosa sola, no? Però è certo è molto difficile, soprattutto da un punto di vista scientifico, parlare di un tutto unico, indifferenziato. Quindi se non c'è la separabilità è finita la fisica. Se non c'è la realtà, di nuovo, se il solo fatto di prendere delle misure o di osservare qualche cosa ne cambia la natura, beh, allora è chiaro che le cose diventano difficili. E soprattutto se non ci fosse la località, allora qualunque cosa che succede nell'universo potrebbe in qualche modo interferire o influenzare quello che stiamo facendo qui noi adesso, e allora nessun esperimento si potrebbe più fare. Perché uno può dire, ah sì, questo è successo perché in un'altra galassia è successo qualche cos'altro. Vabbè, allora, no? Diventa fantascientifico senza queste tre ipotesi, separabilità, realtà e località. Ora, il problema è che la meccanica quantistica, queste ipotesi, in qualche modo le mette in discussione. Le mette in discussione e ci furono discussioni di tipo filosofico, soprattutto fra Einstein da una parte, Einstein era il difensore del realismo in questo senso che vi ho appena descritto, e Bohr dall'altra. Bohr, anche lui ha preso il premio Nobel in quegli anni là, 1922, l'ha preso per una cosa diversa, per una descrizione dell'atomo, il cosiddetto atomo di Bohr, che usava anche lui l'ipotesi dei quanti, quindi quello era un altro dei motivi per cui la teoria quantistica arrivò a maturità. Però Bohr aveva un'idea molto diversa del mondo e soprattutto l'aveva derivata per l'appunto dalla meccanica quantistica. Era più rivoluzionario, era anche più giovane naturalmente di Einstein, e per dire qual era il tipo di diatriba all'epoca tra Einstein e Bohr, c'è una poesiola che è stata tradotta dall'inglese, è una poesiola che risale al 700, perché queste sono diatribe che sono lontanissime nel tempo. Molti di voi avranno sentito parlare per esempio a scuola del vescovo Berkeley, o come si dice adesso all'americana Berkeley, che però naturalmente è una pronuncia sbagliata. Il vescovo Berkeley che credeva che il suo famoso motto era esse est percipi, l'essere è ciò che si percepisce. E allora c'era l'obiezione che si faceva a questa teoria, dice ma come? Dice ma se un giorno cade un pino nella foresta, no? E non c'è nessuno che ascolta la caduta di questo pino, allora non si può dire che questo è avvenuto perché non c'è stato un osservatore. E naturalmente Berkeley che era un vescovo diceva sì, certo, però l'osservatore c'è. Ed è l'osservatore universale, cioè l'esistenza di Dio serviva a quei fisici per dire certo che ci può anche non essere nessun osservatore fisico, umano o animale, eccetera, ma c'è qualcuno che sta osservando tutte le cose, no? E che quindi dà realtà per l'appunto per il solo fatto di esistere. Allora questa poesiola in inglese, no? Diceva le seguenti cose: si stupiva un dì un allocco. Certo Dio trova assai sciocco che quel pino ancora esista se non c'è nessuno in vista. Questa è la visione per l'appunto, no, di Berkeley, dice il pino cade, no? Dice. E allora qualcuno gli risponde, no? E dice molto sciocco mio signore, è soltanto il tuo stupore, tu non hai pensato che se quel pino sempre c'è è perché lo guardo io, ti saluto, sono Dio, no? Questa era un po' una visione, no, poetica, no, divertente di questa contrapposizione però. Ora notate che è una cosa molto strana questa, per coloro che hanno studiato filosofia, soprattutto per uno come me per esempio, che essendo un povero geometra, oggi sono andato a sentire Oliviero Toscani e naturalmente come esempio di persone non creative ha subito tirato fuori i geometri, no? E vabbè, insomma, ci prendiamo questo. Ora io non ho, per lungo tempo non ho confessato di essere un geometra, no? Fino a quando qualche tempo fa mi è capitato di intervistare Renzo Piano, e l'avevo incontrato una volta all'auditorium di Roma e gli ho detto vorrei fare un'intervista per un libro che sto facendo, e lui mi ha guardato un po' come a dire ma matematico che viene a intervistare un architetto cosa vuole, no? E gli ho detto sono un geometra, come a spiegargli, dico lei è un architetto però insomma non è che proprio non capisco niente di case, no, eccetera. E lui mi ha guardato e mi fa vabbè, dice, visto che l'ha detto, dice sono un geometra pure io, no? Ah, dico, allora se il grande architetto, no, è un geometra posso dirlo anch'io, no? E così via. Ma dicevo, coloro come me che hanno studiato da geometri, no, in maniera non creativa e non hanno studiato in particolare la filosofia e se la sono fatta poi in seguito, io ricordo a un certo punto ero in America, stavo seguendo un corso su i razionalisti e gli empiristi
e mi sono stupito moltissimo, perché io credevo, associavo alla razionalità e dunque alla parola razionalismo e alle filosofie dei principali razionalisti, cioè Cartesio, Leibniz e Spinoza, automaticamente, no? Credevo che queste persone fossero non religiose, non credessero in Dio. E invece poi mi sono stupito di vedere che in tutti e tre i casi, naturalmente, sia in Cartesio che in Leibniz che in Spinoza, in maniera diversa naturalmente gli uni dall'altri, c'è sempre questa ipotesi di Dio. Perché il problema è che la ragione arriva fino ad un certo punto, ma poi si scontra contro cose di questo genere. In particolare il pino che nessuno vede, no? E così via. Ci deve essere questo Dio per i razionalisti, no? Che in qualche modo segue di qua. Allora, tagliamo corto perché qui la cosa è lunga, no? Quindi non voglio finire dopo le due. Cosa succede con la meccanica quantistica? La meccanica quantistica incomincia a mettere in dubbio il principio di realtà, perché prendete per esempio un'automobile, no? Se un'automobile va in autostrada e ci sono queste macchine diaboliche, gli autovelox, no? Che voi ben conoscete, spesso succede che l'autovelox ci becca, no? Ci fotografa e noi non ce ne accorgiamo, no? Perché a quel livello, no, l'automobile è reale, ovviamente, e il fatto di osservarla attraverso quest'onda elettromagnetica che parte dall'autovelox, va, ritorna indietro, misura la velocità, eccetera, non interferisce assolutamente sul movimento dell'auto. Infatti non è che quando uno passa di fronte all'autovelox, no, si prende un pugno, no, e poi dopo se ne accorge. Va avanti e poi quando riceve la multa si stupisce, no? Questa è la prova, no, che l'automobile è reale, no? Se invece voi di essere un autovelox foste una particella elementare, però, ora se voi volete misurare le proprietà della particella elementare con un altro autovelox, che dovete fare? Dovete mandargli addosso un'altra particella elementare. Sarebbe come se la polizia, no, per misurare la vostra velocità vi venisse contro, no, in uno scontro frontale, misura la vostra velocità, perché poi dopo fa tutte le misure, no, dei rottami, però è chiaro che dopo la vostra auto non c'è più, no? Ora questo è detto naturalmente in maniera un po' così da geometra, no? Però è quello che succede effettivamente a livello subatomico, cioè se noi vogliamo misurare le proprietà di una particella, l'unica cosa che possiamo fare è mandargli contro altre particelle, e questo è veramente l'analogo di misurare le proprietà di un'auto mandandogli contro un'altra auto. Cioè naturalmente dopo la misura la particella non c'è più, no? E quindi le proprietà di queste particelle non sono reali, perché in realtà misurarle cambia la natura di queste cose, no? Ora questo fa parte della natura della meccanica quantistica, c'è poco da fare, non si riesce a eliminarla. E allora quello che Bohr faceva era semplicemente un'interpretazione della meccanica quantistica che diventava veramente idealista, cioè il motivo per cui poi questa storiella, questa poesiola di Berkeley è stata applicata alla filosofia di Bohr è precisamente questo, perché quella che si chiama l'interpretazione di Copenaghen, Bohr è un danese, per questo lui stava appunto a Copenaghen, no? Quindi questa interpretazione si chiama così perché è stata sviluppata nella sua scuola. L'idea di Bohr era proprio che le particelle non hanno delle proprietà. Queste proprietà vengono in essere, sono poste in essere dalle misure. Cioè, in altre parole, l'idea che Bohr aveva del mondo era un mondo molto strano, un mondo che certo ha una realtà a livello macroscopico, ma che è costituito di elementi, di costituenti microscopiche, le quali non hanno proprietà. Le proprietà arrivano nel momento in cui uno incomincia a fare delle misure. C'è un famoso principio che molti di voi avete sentito, di cui avete sentito parlare, che è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Questo è uno dei motivi principali per cui si è sviluppata questa interpretazione di Copenaghen. Il principio di indeterminazione di Heisenberg dice per l'appunto che se voi volete misurare due proprietà collegate, come per esempio la velocità, in realtà la quantità di moto, ma comunque la velocità e la posizione di una particella, insieme non le potete misurare. Perché come potete misurare ad esempio la posizione di una particella? Supponete la particella sia qua. Beh, dovete mandargli contro un'onda che abbia una lunghezza d'onda piccola. Perché se la lunghezza d'onda è grande, no, la particella è qui, l'onda gli passa sopra e dice la particella sta tra qui e qui, no? Allora, se noi vogliamo misurarla precisamente, l'onda deve essere con una lunghezza piccola. Però lunghezze piccole corrispondono ad alte frequenze, dunque alte energie. Allora l'onda misurerà la posizione in maniera precisa, però arriva con un'energia grande, questa sbalza naturalmente la particella e così via, no? Quindi la massa e la posizione non si possono misurare contemporaneamente in maniera precisa.
E allora l'idea alla fine di Bohr e anche di Heisenberg, tra l'altro, era proprio questa, che in realtà non ci siano queste proprietà vengono messe in essere a seconda delle misure che uno fa. Ora Einstein naturalmente non era assolutamente d'accordo su questo, e quello che fece per anni fu di cercare di far vedere che la meccanica quantistica, per anni lui cercò di far vedere che era inconsistente, cioè che c'era qualche problema, che era possibile inventarsi degli esperimenti che falsificassero il principio di indeterminazione, cioè che fosse possibile misurare allo stesso tempo due quantità che erano per l'appunto complementari, e questo avrebbe falsificato la meccanica quantistica. È bellissimo leggere i resoconti di questi tentativi di falsificazione da parte di Einstein, perché lui li faceva tra l'altro spesso in maniera estemporanea, in particolare i famosi congressi Solvay, 27 mi sembra, 29 o 30, e ci sono i resoconti di Bohr nelle opere divulgative, diciamo così, o filosofiche di Bohr. Bohr racconta che certe volte Einstein saltava fuori con questi esperimenti e lui, Bohr, non riusciva immediatamente a vedere che cosa succedeva, e naturalmente gli sembrava che stesse cascando il mondo. E allora stavano alzati tutta la notte lui e Heisenberg a cercare di far vedere dove era il problema con Einstein. E le cose diventavano sempre più accademiche in qualche modo, sempre più barocche. Finché a un certo punto però Einstein si accorse che insomma la meccanica quantistica funzionava, cercare di dimostrare che era inconsistente era troppo. Però una cosa si poteva fare, ed era cercare di dimostrare che era incompleta, cioè che non era l'ultimo grido, che poteva esserci una teoria che veniva dopo e che avrebbe spiegato le stesse cose che spiegava la meccanica quantistica, però usando un'interpretazione diversa da quella di Bohr, quelle che si chiamano in gergo le variabili nascoste. Ora è un po' difficile spiegare in due parole che cosa significano queste variabili nascoste, però quello che i fisici avevano in mente all'epoca era semplicemente la spiegazione della termodinamica che era stata fatta nell'Ottocento usando la meccanica, cioè la termodinamica considera i gas come fatti di particelle, deriva le leggi della termodinamica, in particolare la relazione fra pressione, volume e temperatura, usando una statistica, considera ciascuna molecola, per esempio, del gas, guarda qual è il comportamento della molecola dentro il contenitore, fa le medie, eccetera, e allora poi dopo deriva le proprietà macroscopiche del gas, pressione, volume e temperatura, dalle proprietà microscopiche delle molecole. Allora Einstein aveva questo in mente, di dire, la meccanica quantistica è un po' come la termodinamica, cioè qualche cosa che si può derivare da qualche cos'altro che è più fondamentale, che però è deterministico, e lo si può derivare semplicemente facendo una statistica. E quello che si cercava erano le famose appunto variabili nascoste, le variabili che nessuno conosceva, ma che una volta che fossero state scoperte avrebbero permesso di spiegare la meccanica quantistica in maniera statistica. Allora leggiamo una piccola pagina di questo articolo del 1935 in cui Einstein cerca di spiegare, di far vedere che in realtà la meccanica quantistica è incompleta. E dice, in una teoria completa, tra l'altro il titolo è La descrizione quantistica della realtà può essere considerata completa? Questo è il famoso articolo EPR di cui vi ho detto prima. Allora, in una teoria completa vi è un elemento in corrispondenza a ciascun elemento della realtà. Una condizione sufficiente per la realtà di una grandezza fisica è la possibilità di prevederla con certezza senza perturbare il sistema, quello che dicevamo prima. Nella meccanica quantistica, quando si hanno due grandezze fisiche descritte da operatori che non commutano, ad esempio posizione e massa, la conoscenza dell'una preclude la conoscenza dell'altra. Allora, o è incompleta la descrizione della realtà fornita dalla funzione d'onda della meccanica quantistica, oppure non possono queste due grandezze essere simultaneamente reali. Studiando il problema di fare previsioni relative a un sistema sulla base di misure effettuate su un altro sistema, che abbia in precedenza interagito col primo, si giunge alla conclusione che se il primo enunciato è falso anche il secondo. Ora, il primo enunciato era o è incompleta la descrizione della realtà fornita dalla funzione d'onda della meccanica quantistica, il secondo era le due grandezze non possono essere simultaneamente reali. Einstein trova in questo articolo una connessione fra queste due cose e se ne deduce che la descrizione della realtà fornita da una funzione d'onda non è completa.
Ora, questo è interessante, tra l'altro lui dà poi una definizione di realtà e dice: ci accontenteremo del criterio seguente, che consideriamo ragionevole, se si è in grado di prevedere con certezza il valore di una grandezza fisica senza perturbare in alcun modo un sistema, allora esiste un elemento di realtà fisica corrispondente a questa grandezza. Cioè, questo è il modo in cui Einstein affronta il problema. Ora, l'articolo del 35 è un articolo abbastanza complicato, l'esperimento che Einstein ha in mente è complicato, però è stato semplificato nel corso degli anni. All'epoca, quando uscì, naturalmente nessuno ci credette tanto per cambiare, perché questo è evidentemente un po' il destino di Einstein. Però nel frattempo, era il 1935, nel 1950 un fisico atomico molto originale, che si chiamava David Bohm, interpretò il paradosso, così chiamato all'epoca, l'EPR, in una maniera un po' diversa. Nel 1966, un signore che stava al CERN, che si chiama Bell, trovò una versione che si poteva in qualche modo fare in maniera sperimentale, e poi si fecero gli esperimenti. Allora, in qualche minuto vi dico qual è l'essenza di questo paradosso EPR. Nella versione di Bell, e ve lo do attraverso una metafora, naturalmente. Allora, supponiamo che ci sia qualcuno che spedisce delle lettere a due persone che stanno a distanza uno dall'altro e che non sono in comunicazioni tra di loro. Vengono spedite tre lettere a una persona e tre lettere all'altra, sono lettere numerate, 1, 2, 3, ok? E queste persone aprono queste lettere. Cosa trovano dentro queste lettere? Dei fogli, semplicemente, che possono essere bianchi o neri. La scelta è soltanto questa, bianco o nero. Ora però attenzione, perché succede questo. Si fa un esperimento, o meglio una serie di esperimenti, e questi signori, poi quando che non possono interagire immediatamente, ma poi possono mandare i risultati dei loro esperimenti, che consistono semplicemente nell'aprire le buste numerate come gli pare, mandano i risultati a questo signore centrale e si scopre la seguente cosa, che ogni volta che uno dei due apre una busta con un certo numero e l'altro apre la busta con lo stesso numero, quindi o tutte e due aprono la busta numero 1, o tutte e due aprono la busta numero 2, o tutte e due aprono la busta numero 3, allora vedono sempre un foglio con lo stesso colore, cioè se il primo apre una busta, la 1 per esempio, e vede nero, il secondo apre la busta numero 1 e vede nero, e così via. Quindi c'è questa perfetta corrispondenza tra i colori che stanno dei fogli che stanno dentro le buste, se i due aprono la stessa busta. Ora, che cosa pensate voi, in maniera intuitiva? Come può essere possibile questo fatto che ogni volta che io apro che i due aprono la stessa busta vedono lo stesso colore? L'unico modo di pensare, no, è effettivamente che colui che manda lettere in cui i fogli colorati sono gli stessi in tutti e due i casi, in tutte e tre le buste naturalmente. E questo è il motivo per cui se si aprono due buste a caso, però corrispondenti, le 2-1, le 2-2, le 2-3, si vede sempre lo stesso colore. Allora uno dice, vabbè, questo è banale, no? Però facciamo un conto leggermente più complicato. Se invece di aprire buste con lo stesso numero, questi signori aprono buste a caso, cioè il primo apre una, la prima per esempio, e il secondo apre la terza, o così via. Quante possibilità ci sono anzitutto? Beh, naturalmente le possibilità diventano 9, no? Perché il primo apre la prima busta e l'altro può aprirne una qualunque delle tre. Oppure il primo apre la seconda busta e l'altro può sempre aprirne una delle tre, quindi sono 6 questa volta. Oppure il primo apre la terza busta e di nuovo l'altro può aprirne una delle tre, quindi ci sono 9 casi. In quanti casi su 9 sicuramente i due vedono lo stesso colore? Questa è una domanda, eh? Chi ha detto 50%? Lei. Però si deve giustificare, non per aver parlato, ma per aver detto 50%. Perché 50% delle volte? Qualcun altro offre di più? Non lo so io. Cioè, ripeto la domanda, eh? Ci sono tre buste da una parte e dall'altra, sono buste numerate. Dentro ci sono fogli bianchi o neri, però fatti nella maniera che abbiamo detto, no? Le buste hanno sempre gli stessi colori dentro. Quante volte su 9 si vede sicuramente lo stesso colore?
Sì? Allora, 3 di sicuro, questo l'abbiamo già detto prima, perché se per caso i due aprono buste corrispondenti, vedono lo stesso colore, no? Quindi sicuramente su 3 casi, ma lei dice 5 perché? Intuitivamente. C'è qualcun altro che... 3 di sicuro, però il problema è che vorremmo essere almeno sicuri di un po' di più. Ah, dunque, allora, questo si sta avvicinando. Attenzione, i colori possibili sono solo 2, no? Bianco e nero. Ora, noi non sappiamo, no, quali siano, come colui che ha spedito le buste abbia messo i colori. Però di una cosa siamo sicuri, che poiché i colori sono solo 2, e le buste sono 3, e questo è il motivo per cui sono state scelte così, almeno 2 buste hanno lo stesso colore dentro, no? Per esempio la prima e la terza, no? Allora, però, se uno apre la prima e l'altro apre la terza, o viceversa, no? Cioè, se si scelgono buste che hanno lo stesso colore ma le si aprono in maniera contrapposta, allora anche in quei 2 casi si trova lo stesso colore. E allora, 5 volte su 9 almeno si scopre che c'è corrispondenza. Le 3 volte in cui si aprono le stesse buste e le 2 volte in cui si aprono 2 buste che sicuramente esistono, che hanno lo stesso colore, però in maniera sfalsata. Ora, 5 noni, naturalmente, è più di un mezzo, no? Allora, questo è l'esperimento di Einstein, Podolsky e Rose. Se noi troviamo, e questo lo spiegano come fare, è semplicemente una particella che ad un certo punto si divide in 2 parti e se ne va da qualche parte separata. Queste 2 parti fungono più o meno dai 2 osservatori ai quali arrivano le buste. Se su queste particelle facciamo 3 misure, per esempio misuriamo la polarizzazione a 0 gradi, a 60 gradi, a 120 gradi, da una parte e dall'altra, e se ci accorgiamo che ogni volta che misuriamo la polarizzazione nella stessa direzione, quella è sempre uguale, noi che cosa deduciamo? Deduciamo che queste particelle sono come delle buste, no? Dentro hanno una certa polarizzazione, se noi misuriamo la polarizzazione nella stessa direzione, il risultato è sempre uguale. Benissimo. E allora che cosa deduciamo? Deduciamo che almeno 5 volte su 9, quando invece misuriamo le polarizzazioni a casaccio, no, in posizioni contrarie, almeno 5 volte su 9, cioè più di una metà delle volte, troviamo lo stesso risultato. Bene, quello che succede è che, primo, la meccanica quantistica fa il calcolo di queste cose e non gli viene 5 noni, ma gli viene un mezzo soltanto. Cioè dice, se noi facciamo queste misure sulle particelle a caso, no, il numero di volte in cui otteniamo una corrispondenza è solo un mezzo. Uno dice, beh, questo è molto strano, no? Vuol dire che evidentemente, no, non si è nella condizione delle buste, cioè le particelle non portano con sé dei fogli colorati, cioè le proprietà tipo sono polarizzato così oppure cos'ha, no? Questo però è quello che dice la meccanica quantistica, che potrebbe essere sbagliato, a noi non interessa poi moltissimo per ora. Cosa dice la realtà? E allora nel 1982 sono stati fatti i primi esperimenti in questa direzione, ma poi ne hanno fatti molti altri, da un gruppo francese che si chiama, il cui capo si chiamava Aspect, e quello che succede è che si scopre che si fanno le misure e il numero di volte in cui c'è correlazione è effettivamente un mezzo e non 5 noni. E allora che cosa significa? Significa che stranamente la realtà si comporta non come pensava Einstein, ma come pensavano effettivamente i meccanici quantistici, cioè c'è corrispondenza con il calcolo fatto dalla meccanica quantistica, ma quello che ci interessa qui è che non c'è corrispondenza con l'idea intuitiva che noi abbiamo che le particelle siano come buste che portano con sé dei fogli colorati che sono le loro proprietà. Cioè Einstein, in altre parole, ha avuto ragione nella sua maniera di avere torto, aveva torto a credere che la meccanica quantistica non funzionasse, funzionava, ma il suo esperimento dimostra che la visione metafisica che noi abbiamo, basata su quei principi di prima, cioè la realtà, il fatto che ci siano buste, ci siano fogli colorati dentro le buste, la separabilità, il fatto che per l'appunto ci sono buste separate e il principio, i osservatori separati che non possono interagire e il principio di realtà insieme non funzionano. E allora che succede? E questo è il motivo per cui dicevo che le conseguenze sono tragiche. Bisogna lasciare cadere qualcuno di quei principi. Ora qui non è forse il momento di andare a dire che cosa è successo dopo, perché naturalmente tutto questo con Einstein non ha più niente a che vedere.
Einstein credeva che la visione del mondo corretta fosse quella lì. Però ci sono state proposte di tutti i generi, ve le cito brevemente anche perché l'ora è tarda naturalmente, e la prima proposta è quella che si chiama realismo complementare, ed è una proposta formulata da De Broglie, quello che ha preso il premio Nobel per la complementarietà, e David Bohm, che ho citato prima, nel 52, cioè di considerare le particelle come se fossero guidate da onde pilota, e queste onde pilota, che sono più o meno analoghe, loro fanno l'esempio a navi che vengono guidate da un motore, e questo è l'analogo particellare, ma vengono anche guidate da un radar, no? E questa è l'onda pilota, queste onde viaggiano in maniera istantanea, quindi naturalmente si reintroduce quello che si era tolto attraverso la relatività, cioè la possibilità di avere per l'appunto azione a distanza. Il principio di località va a farsi benedire. C'è una versione di realismo multiplo, che è quello più fantascientifico, cioè l'idea che quando si fanno delle misure in realtà l'universo si divide, ci sono universi multipli, ogni misura sceglie semplicemente un percorso in tutta la possibile, in tutto l'albero, diciamo così, dei possibili universi. C'è una possibilità di realismo potenziale in cui non sono gli universi che si moltiplicano, ma sono le proprietà delle particelle, cioè le particelle non è che non abbiano proprietà, ma hanno proprietà sovrapposte, e quando noi facciamo una misura, come se ci mettessimo degli occhiali per l'appunto polarizzati, vediamo solo una di queste e non vediamo le altre. C'è qualcuno che, per esempio il premio Nobel Wigner nel 61, che parla di realismo duale, che dice che in realtà quando si fanno misure c'è un effetto che è provocato dall'azione non lineare della coscienza e così via. Però una cosa sicuramente l'esperimento di Einstein ce lo fa capire, questo esperimento EPR, che non possiamo più mantenere la nostra visione ingenua di credere che il mondo sia fatto di oggetti separati uno dagli altri, che hanno proprietà reali e che possono interagire soltanto se sono vicini. O il mondo non è fatto di oggetti separati, e allora abbandonando questo si passa all'olismo, di cui abbiamo già detto qualche cosa prima, cioè bisogna considerare il mondo come se fosse fatto di un tutto unico, indistinguibile, oppure bisogna abbandonare il principio di realtà, cioè le proprietà delle particelle non ci sono. Questa è una cosa poi che può sembrare strana, però lo è meno di quello che appare a prima vista, perché per esempio gli oggetti che noi abbiamo nel mondo reale hanno un colore, no? Però nessuno pensa che le particelle che costituiscono questi oggetti hanno anche loro un colore. Il colore è una proprietà macroscopica che naturalmente non viene preservata a livello microscopico. E allora quello che fa per esempio l'interpretazione di Copenaghen è di dire che la realtà è la stessa cosa. La realtà è una proprietà degli oggetti macroscopici, cioè realtà intesa nel senso che gli oggetti hanno proprietà indipendenti dagli osservatori, ma non è una proprietà degli oggetti microscopici. Le particelle, così come non hanno colore, non hanno realtà. Questo è difficile da trangugiare, cioè credere che il nostro mondo reale sia fatto di cose che in realtà reali non sono, vabbè, insomma, qui diventa veramente metafisico. Oppure si può lasciar cadere la terza, no? Il principio di località, cioè per l'appunto il fatto che si può accettare che ci possano essere azioni a distanza, anche se questo va in realtà contro la relatività. Ora, andare contro la relatività è molto seccante, perché naturalmente la relatività è stata verificata con miliardi di esperimenti ormai. Quindi l'abbandono della località pochi ci credono, pochi l'accettano. Rimangono le altre due opzioni, cioè o credere nell'olismo, cioè che tutto è collegato con tutto, se voi andate ad Haiti così credono, no? Fanno il voodoo, no? Diciamo, mi date un capello, no? Il solo fatto che sia stato attaccato a te, no? Io posso agire su quello e viene collegato con l'altro, e questa è una possibilità, oppure l'altra possibilità è evitare di credere nella realtà. Però poiché io alla realtà ci credo e comincio ad essere stanco, ed è ormai quasi l'una meno 20, io abbandonerei per questa sera la scena e vi do appuntamento a domani, dove però finalmente affronteremo l'Einstein più semplice di tutti, cioè quello che l'Einstein sociale, l'Einstein filosofico, l'Einstein papà pure, perché ne scopriremo delle belle anche sul modo in cui
il signor Einstein era marito e padre, no? E quindi finirei qui. Qualcuno mi aveva chiesto prima se si possono fare domande, forse se non vi dispiace lasciamo le domande a domani, no? Così ci pensate stasera, naturalmente, no? Ma domani cercherò di essere un pochettino più corto, no? Quindi ok, grazie. Dunque, buonasera, allora siamo arrivati alla fine, insomma intendo nel senso duplice ma non triplice, cioè sia delle nostre tre letture di Einstein che del festival, quindi possiamo continuare quanto vogliamo, perché intanto ormai non c'è più nessuno che deve intervenire, domani si può dormire a lungo. E vi ricorderete, o meglio, coloro che ci sono stati si ricorderanno delle due serate precedenti. Nella prima abbiamo parlato della relatività, abbiamo visto come Einstein avesse cambiato, abbia cambiato, o avrebbe dovuto perlomeno, anche perché poi queste cose sono difficili da introiettare, quindi ci vuole sempre molto tempo prima che le idee scientifiche arrivino a far parte del sapere della gente comune, cioè di noi. Comunque dicevo, come Einstein abbia cambiato la nozione di tempo, il tempo che veniva considerato da Newton e anche prima, un qualche cosa di assoluto, una specie di contenitore in cui tutte le cose avvenivano simultaneamente una dietro l'altra, dal 1905 non è più considerato così, deve essere considerato come un qualche cosa di relativo a un osservatore, ciascuno di noi ha un suo orologio, non soltanto nel senso letterale della cosa, ma anche nel senso fisico, e il nostro orologio dipende, la velocità a cui va questo nostro orologio, dipende dal nostro stato di moto. La nozione di simultaneità, anch'essa non è più assoluta, bensì relativa, eventi che appaiono simultanei a un osservatore possono non apparire più simultanei a osservatori diversi in moto rispetto a quelli, e così via. Ieri abbiamo parlato della meccanica quantistica e anche qui ci siamo accorti che, a parte i risultati tecnici, il fatto di considerare per esempio la realtà a livello microscopico come composta di due nature, allo stesso tempo corpuscolare e ondulatoria, però dicevo, oltre a questi risultati tecnici c'è stato questo paradosso che Einstein trovò nel 1935-36, che fu pubblicato insieme a quegli altri due signori, il cui nome cominciava con P e con R, che quindi per questo viene conosciuto e noto come paradosso EPR, Einstein-Podolsky-Rosen. Dicevo, come da questo paradosso in realtà derivino delle conseguenze metafisiche fondamentali su come dobbiamo considerare il nostro mondo. Abbiamo visto che ci sono tre principi: il principio di separabilità, il fatto che noi immaginiamo, percepiamo il mondo come fatto di oggetti separati tra loro, il principio di realtà, il fatto che questi oggetti separati fra loro abbiano delle proprietà che sono reali nel senso tecnico, che le si possono percepire, si possono misurare senza interferire con esse, e poi il principio di località, cioè il fatto che eventi che possono in qualche modo incidere uno sull'altro devono essere vicini, non possono essere troppo lontani, in particolare non possono essere più lontani di quanto la luce impiegherebbe per andare da uno all'altro. E questi tre principi, ci siamo accorti, sono incompatibili fra loro. Non da un punto di vista astratto, infatti il fatto stesso che siano stati considerati fondamentali per la visione del mondo fino al 1936 e anzi addirittura fino al 1980, perché prima non c'erano le conferme sperimentali per l'appunto di questo fatto, dicevo, questi tre principi in linea di teorica potrebbero convivere, essere complementari uno all'altro. Però gli esperimenti di Aspect a partire dal 1982 ci fanno vedere che così non è, e il modo in cui ce lo fanno vedere è proprio attraverso questo paradosso che Einstein inventò. E quindi oggi la nostra visione del mondo deve essere una visione che lascia cadere almeno uno di questi tre presupposti, cioè o non crediamo nel principio di località, cioè immaginiamo che sia possibile avere delle azioni istantanee a distanza,
Questo però nessuno lo fa oggi, perché significherebbe andare contro l'altra grande teoria di Einstein, cioè contro la teoria della relatività, e allora rimangono soltanto due alternative. O non crediamo nel principio di separabilità, e allora non possiamo più immaginare che il mondo sia fatto di oggetti separati uno dall'altro, bensì dobbiamo credere che il mondo sia fatto di un tutto unico, e quindi dobbiamo abbracciare una visione olistica che non appartiene alla nostra filosofia, appartiene più a una filosofia o a filosofie di tipo orientale o orientaleggiante. Oppure, se non ci piace questa soluzione, cioè di evitare il principio di separabilità finendo nelle braccia dell'olismo, dobbiamo evitare l'altro, il principio di realtà, cioè credere che la realtà è qualche cosa che ha a che fare con gli oggetti macroscopici del mondo che ci circonda, ma non con gli oggetti microscopici, cioè che stranamente il mondo è costituito di oggetti reali, naturalmente, che hanno proprietà reali, però questi oggetti sono fatti di costituenti atomiche o subatomiche che invece una realtà non ce l'hanno, cioè la realtà in qualche modo è un principio emergente, così come d'altra parte lo è, abbiamo detto ad esempio, il colore. Questa naturalmente di nuovo non è una soluzione indolore, né in un caso né nell'altro, né abbracciare l'olismo né rifiutare il realismo sono soluzioni facili da adottare. Però, insomma, dobbiamo abituarci a quest'idea, il fatto che gli esperimenti hanno effettivamente portato la fisica in questa direzione. Questa sera invece parleremo di un altro Einstein, cioè non l'Einstein relativista, non l'Einstein meccanico quantista, bensì l'Einstein uomo, cioè colui che in realtà pensava, come tutti noi pensiamo, alla vita, ai sentimenti, alla politica, all'educazione, eccetera, e aveva le sue opinioni. Uno si può chiedere che cosa importano le opinioni di uno scienziato su questi argomenti, e in effetti la domanda non è peregrina, perché noi siamo spesso abituati a fare appello, troppo spesso, al principio di autorità. Il fatto che un attore sia famoso, un presentatore sia famoso, poi automaticamente lo rende adatto a dirci se un prosciutto o una televisione sono buone, no? Questo non è un argomento particolarmente significativo, però nel caso di persone come Einstein, che non sono né attori né presentatori, anche se Einstein un po' dell'attore ce l'aveva, perché naturalmente il suo modo di comportarsi era molto mediatico, non è un caso, credo, che sia diventato poi così beniamino per l'appunto del pubblico. Dicevo, nel caso di Einstein forse chiedersi quali erano le sue opinioni su cose che ci coinvolgono quotidianamente può essere interessante, perché sono le opinioni di una persona che ha pensato profondamente, che ha dimostrato in altri campi di avere un'intelligenza e una profondità diverse dalla nostra, molto maggiori, e quindi può essere istruttivo in qualche modo. Però questa sera, appunto, vorrei dire, le cose che leggeremo sono sue opinioni, che noi possiamo accettare oppure no, perché non fanno parte naturalmente dei risultati scientifici. Ora, Einstein, vi dicevo, è diventato famosissimo, addirittura riceveva lettere da tutto il mondo, che qui ho portato un florilegio degli indirizzi. Non tutti sapevano dove viveva, ma evidentemente non era necessario saperlo. Su alcune buste che si sono conservate c'erano indirizzi di questo genere: all'adorato Albert Einstein, professore, messaggero di Dio e servitore dell'umanità. Basta. E queste gli arrivavano comunque, queste lettere, evidentemente qualche cosa c'era. Al dottor Albert Einstein, Istituto del Vivente, Princeton. Questo istituto naturalmente non esiste, ma anche questo non impediva queste lettere di arrivare. Al dottor Albert Einstein, ingegnere capo dell'universo. Oppure professor Albert Einstein, caposarto, chissà perché. Questa arrivava dal Sudafrica, no? E poi, forse la più divertente di tutte, signor Albert Einstein, scienziato da qualche parte negli Stati Uniti, penso in qualche college. Ed evidentemente no, la cosa era giusta, no? Poi sulla busta sembra che a un certo punto qualcuno, il postino, avesse scritto: non è all'Università di Chicago, provare con Harvard, no? E poi alla fine comunque arrivarono fino a Princeton. Ora, Einstein era un uomo, nel senso di maschietto, invece che femminuccia, no? E qui, vabbè, è inutile andare a fare pettegolezzi, no? Però certo come uomo forse non era proprio il massimo. Ha avuto un paio di mogli e tre figli.
Ora, ci sono pettegolezzi che sono stati fatti, io non sono andato nemmeno a rivangare, a cercare su internet o sui giornali quanto si sia scritto sul fatto, ad esempio, molti l'avranno sentito, che in realtà la relatività speciale in particolare fosse opera congiunta sia di Albert Einstein che della sua prima moglie, Milena. Alcuni dicono addirittura che fosse lei che aveva trovato la relatività e lui era soltanto il portavoce, ma sapete come sono queste cose. Invece un fatto è sicuro, che Einstein divenne padre del primo figlio ad un certo punto, ma abbastanza presto, perché i due erano quasi studenti o poco più, e quando la moglie era serba e quindi... quando dovette partorire, come tradizione spesso di questi paesi, ritornò a casa per partorire. E poi, dopo aver partorito, diede questo bambino a Vaglia, da qualche parte, e ritornò da Einstein, che all'epoca credo stesse già in Svizzera. La cosa singolare è che di questo bambino si sono perse le tracce. Non nel senso che i genitori non hanno più saputo nulla, ma che la storia non ne ha più saputo nulla, ed è sicuro che Einstein non l'abbia mai visto. Quindi il primo figlio, certamente, oddio, non credo che possa dire, no, ammesso che fosse interpretato da qualcuno, no, in realtà era una figlia poi, si chiamava Liz Earle, che Albert sia stato poi un gran padre, di cui insomma, non serba nessuna memoria. Ebbe altri due figli Einstein, il terzo a 20 anni divenne schizofrenico e finì in un ospedale psichiatrico, e non ebbe più contatti diretti col padre negli ultimi 20 anni della sua vita. Quindi vedete che, insomma, da un punto di vista personale, le dico non per denigrare la figura di Einstein, ci mancherebbe altro, no, ma per far vedere che il fatto che una persona sia eccezionale per l'appunto in un campo, poi non significa che sia un santo o un eroe in altri campi, anzi forse nelle parti poi più quotidiane della vita può essere abbastanza carente. Ci sono corrispondenze che sono rimaste fra i due figli, appunto, a parte la prima figlia, no? Tra i due figli, Eluard, il fratello Hans, per l'appunto, e il padre. Ed è interessante perlomeno leggere una frase: i figli si lamentavano che il padre stesse poco con loro, naturalmente aveva da fare, poi ormai era diventato famoso, no? Quindi, e lui in una lettera le assicura che anche in un solo mese all'anno da me potrete imparare molte cose che gli altri non vi insegneranno tanto facilmente. Quindi non vi preoccupate, dice, io non sto con voi tutta la vita, no? Tutto l'anno, però basta un mese, no? Perché voi abbiate da me più di quanto gli altri vi possano dare. Ci sono libri interi, c'è un libro che è uscito recentemente, un paio di anni fa, dall'Archinto, che si chiama Caro Professor Einstein, che raccoglie le lettere che i bambini scrivevano ad Einstein. Come avete visto, non era difficile scrivergli, perché anche l'indirizzo, no, poteva essere messo quasi a casaccio, e ci sono le risposte di Einstein. Naturalmente le risposte erano spesso praticamente soltanto aforismi, ma uno di questi è diventato molto famoso, quindi ve lo leggo per farvi vedere un altro aspetto dell'uomo Einstein. Ed è scritto, indirizzato a una 12enne che era preoccupata dello studio della matematica, diceva che non riusciva in matematica, allora voleva avere da Einstein qualche consiglio, diciamo così, quasi magico, no, per andare. E lui le rispose soltanto due righe, disse: non preoccuparti delle tue difficoltà in matematica, ti posso assicurare che le mie sono ancora più grandi. E questo poteva sembrare una battuta, naturalmente, no, andare a dire una cosa del genere a una bambina, però forse l'abbiamo già accennato in una di queste due sere al fatto che Einstein fosse una persona estremamente lenta nel pensare. Può essere singolare dire una cosa del genere, perché abbiamo detto per l'appunto che i risultati scientifici che lui ha ottenuto sono stati risultati che hanno cambiato la fisica, le due teorie della fisica del Novecento in maniera veramente profonda. Eppure è noto che Einstein per l'appunto non era assolutamente una persona brillante. Per esempio, quando andavano ai seminari era sempre l'ultimo a capire, continuava a fare domande a volte anche un po' imbarazzanti, mi diceva non ho capito quello, non ho capito quell'altro, eccetera. Però la cosa interessante è che tutti raccontano che nonostante fosse così lento, rimane il fatto che poi ad un certo punto naturalmente arrivava dove erano arrivati gli altri, ma poi continuava. Cioè questa sua lentezza in realtà probabilmente era un sintomo di un pensiero più profondo, cioè la velocità, e questa è una cosa che bisogna in qualche modo dire anche ai nostri bambini, ai nostri studenti, la velocità non è nel pensiero una condizione fondamentale, anzi
spesso coloro che sono molto veloci, molto brillanti, poi hanno difficoltà a pensare in profondità. L'esempio di Einstein è il contraesempio, per l'appunto, del contrario, una persona lenta, con grandi difficoltà, che però poi dopo sapeva andare in profondità. L'esempio opposto è Oppenheimer, di cui parleremo forse verso la fine di questa chiacchierata, perché come voi sapete Oppenheimer è colui che diresse il progetto Los Alamos, che negli anni tra 42 e 43 fino al 45 costruì la bomba atomica. Ebbene, Oppenheimer veniva considerato uno dei pensatori più veloci del West, come si potrebbe dire, un fisico brillantissimo, ogni volta che andava in seminari capiva sempre tutto lui, le persone erano terrorizzate di dover parlare di fronte ad Oppenheimer perché certamente se c'era un errore l'avrebbe scoperto, eccetera, e questo è il motivo per cui poi lo misero, per l'appunto, a dirigere questo progetto. E notate che il progetto, lo sa, il progetto Manhattan, era un progetto a cui partecipavano fior di fisici e di scienziati, moltissimi che presero o che avevano già preso il premio Nobel erano lì, quindi bisognava organizzare il lavoro di tutte queste persone. Ebbene, se però voi cercate di ricordare nella vostra memoria che cosa abbia fatto Oppenheimer in fisica, sarà molto difficile che lo troviate. Ci sono delle cose molto marginali, per esempio i primi studi sui buchi neri, le masse dei buchi neri per esempio, però sono cose molto marginali, e questo è l'esempio per l'appunto di come una persona brillante, veloce nel pensare, poi alla fine non trovi lo stimolo per andare avanti, perché tutto gli viene facile naturalmente, no? Quindi non c'è motivo per approfondire. Quindi questo può essere anche di conforto a coloro che magari non sono così veloci, no? L'intelligenza non è, o perlomeno non richiede queste caratteristiche. Alcune di queste altre lettere che lui scriveva ai bambini sono anche abbastanza divertenti. C'era un saputello che gli scriveva dicendo di aver riflettuto a lungo sulla relatività, e lui gli rispose: credo che faresti meglio a dare lezioni agli altri soltanto dopo aver tu stesso imparato qualcosa di utile. E un altro gli disse: non sei il giovanotto più sensato al mondo, ma insomma è un bene che perlomeno tu sia un ragazzo curioso. Insomma, quindi non è che perdonasse molto quello che si poteva vedere dal punto di vista dei bambini. Einstein amava moltissimo gli aforismi, qualcuno l'abbiamo citato, per esempio il fatto che, come dicevo ieri, quando nel 1919 gli esperimenti diedero ragione alla sua teoria della relatività generale, il giornalista che gli chiese per l'appunto cosa avrebbe pensato se gli esperimenti avessero dato torto, lui rispose per l'appunto, disse: mi sarebbe dispiaciuto per il buon Dio perché la teoria è corretta. Questo genere di pensiero e di aforismi era qualche cosa che lo rese anche famoso. Lui continuava sempre a parlare del buon Dio, Dio non gioca dadi e così via, no? Finché un giorno Bohr, seccato, gli rispose: Einstein, smettila di dire a Dio che cosa deve fare, no? Perché insomma è anche una cosa abbastanza seccante, no? Lo saprà lui, no? Non c'è bisogno che glielo venga a dire tu. Però questa sera quello che vorrei farvi, a parte leggervi un paio di altri aforismi che sono divertenti, vorrei leggere con voi alcune delle pagine che lui ha scritto, pagine per l'appunto divulgative, ma ancora più divulgative di quelle che abbiamo letto sulla relatività. Alcuni aforismi per esempio sono questi qui: la gioia del guardare, del comprendere è il dono più bello della natura. Questa è una cosa che ha a che fare poi anche con l'atteggiamento religioso, di cui parleremo tra un momento. Vi ricordate che la prima lezione che abbiamo fatto, la prima lettura, è partita proprio sul modo in cui il dodicenne Einstein ricordava, o meglio, il settantenne Einstein ricordava come a 12 anni aveva avuto una specie di crisi mistica, di atteggiamento religioso verso il mondo, e poi però l'aveva abbandonato. Lo dico perché spesso Einstein viene portato ad esempio di scienziato religioso, per l'appunto. Ogni volta che qualcuno, anzi spessissimo, quando io ho scritto questo libro sulla religione recentemente, ho visto un sacco di recensioni che mi dicono: ah certo, gli scienziati non sono credenti, e allora Newton, e allora Einstein? Beh, quelli sono proprio gli esempi peggiori che si possono fare, perché Newton, certo, è vero, era credente, però era ariano e quindi sicuramente non era cristiano nel senso in cui lo intendiamo noi, meno che mai era cattolico. E Einstein invece sicuramente non era religioso, e oggi leggeremo per l'appunto alcune pagine in cui queste cose le dice chiaramente. Ma l'aforismo che a me piace di più e che dice anche molto sul suo pensiero politico, ma più in generale sul suo atteggiamento verso il sapere costituito, è questo:
e dice: per essere l'immacolato componente di un gregge di pecore bisogna prima di tutto essere per l'appunto una pecora. Ora, questo dice che per l'appunto se noi vogliamo in qualche modo adottare una ideologia che ci faccia stare bene quando siamo nel gregge, probabilmente dobbiamo per l'appunto avere le caratteristiche di una pecora, e questo non credo che lui lo dicesse in maniera particolarmente positiva. Allora, leggiamo qualche cosa anzitutto su che cosa Einstein pensava dell'educazione, perché quando parlavamo dei bambini in realtà era poi quello a cui lui si riferiva. Ora, sull'educazione lui ha fatto molti interventi, in particolare ce n'è uno del 1936, quindi vedrete che gli anni a cui queste letture si riferiscono sono anni in cui ormai lo scienziato Einstein ha un po' lasciato le ricerche, che praticamente sono finite ufficialmente verso il 1919, anche se poi quell'esperimento, l'EPR, è del 1936, ed ecco qui alcuni pensieri sparsi da un saggio sull'educazione, appunto, del 1936. La conoscenza della verità da sola non basta, e anzi deve continuamente rinnovarsi per non andare perduta. È come una statua di marmo che si erge nel deserto ed è sotto la continua minaccia di venir seppellita dalla sabbia. Gli addetti alla manutenzione devono sempre essere al lavoro perché la statua possa risplendere nei secoli, e tra questi operai mi ci metto anch'io. Quindi l'idea della cultura come qualche cosa che in realtà può finire sotto le sabbie, può venire dimenticata, e che ci sia bisogno di un lavorio continuo da parte degli scienziati, ma più in generale degli uomini di cultura, per liberare questa sabbia questa statua dai sedimenti di sabbia che minacciano per l'appunto di farla affondare. E poi continua, dice: la personalità dell'individuo non viene plasmata da ciò che egli vede o sente, ma dall'esperienza attiva. Il più importante metodo di educazione, per conseguenza, è sempre stato quello dal quale l'allievo veniva spinto all'agire concreto. E parla di quella divina curiosità che ogni bambino sano possiede, ma che tanto spesso viene precocemente soffocata. Potete immaginare che la sua idea di educazione non era un'idea convenzionale, certamente non gli piacevano le scuole, non gli erano piaciute quando le aveva fatte, non gli piacevano gli esami, le interrogazioni e così via. Quello che lui considerava come fondamentale nell'educazione era lo stimolo per il ragazzo, per l'adolescente, a seguire la sua vita e soprattutto a pensare. Mentre invece troppo spesso, diceva, le interrogazioni non ti costringono a pensare, bensì ti costringono a ripetere in maniera un po' da pappagallo quello che il professore vorrebbe che tu imparassi. E quindi dice: date all'insegnante il minor numero possibile di mezzi coercitivi, cosicché il rispetto da parte dell'allievo nasca solo dalle qualità umane e intellettuali dell'insegnante stesso. E poi continua: il desiderio di essere approvati e stimati è un impulso sano, ma quello di essere considerati migliori, più forti o più intelligenti del proprio collega o del proprio compagno conduce facilmente a un atteggiamento psicologico eccessivamente egoistico che può diventare dannoso per l'individuo e per la comunità. Perciò la scuola e l'insegnante devono guardarsi dall'impiegare la facile soluzione consistente nel sollecitare l'ambizione individuale per indurre gli allievi a un lavoro diligente. Cioè, quello che oggi viene in realtà un pochettino contrabbandato come il metodo principale della scuola, stimolare alla competizione per l'appunto. Oggi la nostra società purtroppo fa così anche attraverso i suoi esempi, le corse automobilistiche, lo sport, eccetera, di cui poi i protagonisti diventano un po' gli idoli dei ragazzi. Ecco, questo per Einstein era l'esatto contrario di cosa bisognava fare. Lo studio non deve essere una competizione fatta soltanto per arrivare primi, no? Anche se poi, appunto, diceva agli inizi, no, il desiderio di essere approvati e stimati come un pulso è sano, ma non bisogna esagerare. E dice: ci si dovrebbe perciò guardare dal predicare ai giovani il successo, nella sua accezione corrente, come scopo nella vita. Infatti, il cosiddetto uomo di successo è colui che molto riceve dai suoi simili, incomparabilmente di più di quanto gli sarebbe dovuto per i servigi da lui resi. Il valore di un uomo, tuttavia, si dovrebbe giudicare da ciò che dà e non da ciò che riceve. La motivazione più importante per svolgere con impegno il lavoro nella scuola e nella vita è il piacere stesso del lavoro. Naturalmente possiamo immaginarci che una scuola fatta come vorrebbe Einstein sarebbe molto diversa da quella che conosciamo. Infatti lui stesso lo sa e dice: una tale scuola esige che l'insegnante sia una specie di artista nel suo campo,
L'insegnante dovrebbe ricevere un'ampia libertà nella scelta dei programmi e dei metodi didattici. Dovrebbe predominare, lui si chiede, la cultura letteraria o la formazione tecnica o scientifica? E lui risponde, dice, risponderò così, secondo me tutto ciò è di secondaria importanza. Cultura, come disse qualcuno, è ciò che rimane dopo che si è dimenticato quanto si è imparato a scuola. E allora lui respinge, dice, intendo respingere l'idea che la scuola debba insegnare direttamente quelle conoscenze specializzate e quelle cognizioni che si dovranno usare poi direttamente nella vita. Le esigenze della vita sono troppo multiformi perché sia possibile un insegnamento così specializzato nella scuola. La scuola dovrebbe avere come fine quello di formare personalità armoniose e non specialisti. Lo sviluppo dell'attitudine generale a pensare e a giudicare liberamente, questo dovrebbe essere al primo posto e non l'acquisizione di conoscenze specializzate. Questo naturalmente è un'idea molto innovativa, nessuna scuola, forse le scuole Montessori per esempio, le scuole di avanguardia ancora oggi fanno questo, ma la maggior parte delle nostre scuole, probabilmente tra noi ci sono molti insegnanti, io stesso sono stato un insegnante e sono un insegnante all'università, noi troppo spesso diamo importanza a cose che non sono così importanti, l'idea che dobbiamo finire il programma, dobbiamo dare tutte queste nozioni eccetera, mentre invece l'importante è dare un metodo, insegnare agli studenti a studiare, insegnare a pensare, soprattutto permettere che siano in grado di sviluppare quali sono le loro tendenze. Ecco che allora cominciamo a capire che effettivamente con idee del genere forse Einstein ci può insegnare effettivamente qualche cosa. Però quello che è più importante per me non è tanto vedere come lui intendeva l'educazione, perché come ho detto in fin dei conti queste sono opinioni personali, ma come lui vedeva il mondo. Perché allora cercare di penetrare la sua mente, come abbiamo cercato di fare nelle prime due giornate in maniera tecnica, ma adesso cercare di vedere come un uomo di quel genere vedeva l'universo, credo che sia un qualche cosa di istruttivo. E fortunatamente lui scrisse nel 1931 un articolo che si intitola per l'appunto così, Come io vedo il mondo. È un articolo di un paio di pagine e ve lo vorrei leggere praticamente in maniera integrale, perché ci dice per l'appunto qual è la filosofia spicciola, se vogliamo chiamarla così, di un uomo come Albert Einstein. Com'è singolare la sorte di noi mortali? Ciascuno di noi è qui soltanto per una breve visita. Egli ne ignora la ragione, anche se talora crede di intuirla. Eppure, anche senza una più profonda riflessione, la vita di tutti i giorni ci insegna che noi siamo qui per gli altri uomini e anzitutto per coloro dal cui sorriso e dal cui benessere dipendono interamente la nostra felicità. Io sento il bisogno di condurre una vita semplice e ho spesso la penosa consapevolezza di esigere dall'opera dei miei simili più di quanto non sia necessario. Io considero le differenze di classe come ingiustificate e fondate in ultima analisi sulla violenza, ma credo anche che una vita modesta e semplice sia adatta a chiunque, per il corpo così come per la mente. Non credo affatto nella libertà dell'uomo, intesa in senso filosofico. Ciascuno di noi agisce sotto l'impulso di una forza esterna, ma anche secondo una necessità interiore. Il detto di Schopenhauer, un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che vuole, mi ha vivamente ispirato fin dalla giovinezza. Quelle parole sono state per me un conforto nell'avversità della vita, mia e altrui, è una fonte inesauribile di tolleranza. Una tale consapevolezza serve ad addolcire il senso di responsabilità che facilmente ci paralizza, evitandoci di prendere troppo sul serio noi stessi e il prossimo. Si è così condotti a una visione della vita che riserva allo humor il posto che gli è dovuto. Quest'idea che si può fare ciò che si vuole, ma non si può voler ciò che si vuole, è veramente una cosa fondamentale, che tra l'altro poi la psicologia moderna in realtà sta confermando. Qualche tempo fa, forse qualcuno avrà visto su Repubblica un articolo che avevo fatto, credo la scorsa settimana, a proposito di un libro di questo psicologo, neuropsicologo o neuroscienziato, che si chiama Libet, che poi tra l'altro è morto la settimana scorsa per combinazione. Ebbene, proprio la scoperta che in realtà anche le nostre azioni volontarie,
quello che noi crediamo di decidere, in realtà sono azioni che avvengono indipendentemente dalle nostre decisioni. Questa è una cosa un po' sorprendente. Se Einstein l'avesse saputa, credo con queste premesse si sarebbe molto divertito alla faccenda. Quello che Libet scoprì è che, ad esempio, se voi decidete ad un certo punto di muovere un dito, questo movimento avviene un 150-200 millisecondi dopo l'ordine che voi avete dato. Cioè voi date l'ordine e poi ci vuole un minimo di tempo perché il dito si muova. Ma la cosa interessante è che se voi questo ordine lo date quando vi hanno messo degli elettrodi sulla testa, quello che lo sperimentatore scopre è che le aree cerebrali che attivano il movimento muscolare del dito si attivano circa 300-400 millisecondi prima che voi abbiate dato l'ordine. Cioè la successione degli eventi è: il cervello si attiva, dopo un po', abbastanza, 400-300 millisecondi, la nostra coscienza crede di dare l'ordine e dopo poco, 150-200 millisecondi, il movimento avviene. Cioè il nostro ordine in realtà sembra essere, il nostro ordine cosciente, sembra essere soltanto un prodotto di qualche cos'altro che allo stesso tempo ci fa immaginare, ci fa illudere di avere una volontà che fa le cose che noi crediamo di voler fare e poi fa compiere questa azione. Ora, questo è in pratica già contenuto in questa idea, naturalmente Einstein lo pensava, oggi addirittura i neuroscienziati sono arrivati a dimostrarlo, però questo è importante. Einstein era un determinista assoluto, credeva che non ci fosse spazio per la libertà umana e che noi tutti agissimo semplicemente come delle grandi macchine. Naturalmente è molto difficile prevedere il comportamento di macchine così sofisticate, però la coscienza, quello che noi chiamiamo coscienza e quello che noi chiamiamo volontà, fosse semplicemente un'illusione. Un giorno un giornalista cercò di metterlo in un angolo, diciamo, perché lui diceva queste cose, diceva: io non credo naturalmente al libero arbitrio o alla volontà, no, credo semplicemente che noi siamo determinati. E il giornalista, che credeva di essere più furbo di Einstein, no, andò e gli disse: professore, io credo però di aver capito, no, che lei in realtà mente, no, perché se lei credesse veramente di essere determinato, no, dico, per esempio, quando gli muore qualcuno non si metterebbe a piangere, no, oppure non sarebbe ansioso una volta che deve fare, che ne so, un esame medico o qualche cosa, no? E dico, vede che effettivamente lei non crede di essere completamente determinato. E Einstein gli risponde: ma scusi, se sono completamente determinato, cos'altro potrei fare? E questa è una cosa che evidentemente il giornalista non riusciva a capire, che certo che noi possiamo anche piangere, ma questo non è necessario, no? Che sia un atto di volontà, no? Semplicemente può essere semplicemente tutto determinato e è frutto di qualche cosa che ci determina. Andiamo avanti allora in questa lettura di come io vedo il mondo. Dopo aver parlato della volontà, Einstein passa al significato e dice: la ricerca sul significato e il contenuto della propria esistenza e quella di altre creature mi è sempre parsa, da un punto di vista obiettivo, priva di significato. Cioè la ricerca di significato è priva di significato. E tuttavia ciascun uomo è determinato nel suo sforzo e guidato nei suoi giudizi da determinati ideali. In questo senso io non ho mai guardato all'agiatezza e alla felicità come a fini assoluti, un ideale etico, questo, peculiare ai porci. Gli ideali che hanno illuminato il mio cammino e che in molte occasioni mi hanno dato nuovo coraggio per far fronte serenamente alla vita sono stati la bontà, la bellezza e la verità. Senza la coscienza di essere in armonia con coloro che partecipano delle mie convinzioni, senza l'ansia verso una meta, sempre irraggiungibile nel campo dell'arte e della ricerca scientifica, la vita mi sarebbe parsa vuota. Le mete banali verso le quali l'umanità indirizza i suoi sforzi, tipo il possesso materiale, il successo esterno e il lusso, mi sono sempre apparse spregevoli. Poi passa a parlare politica e dice: il mio ideale politico è la democrazia. Ciascuno deve essere rispettato come individuo, ma nessuno deve essere idolatrato. Io sono convinto che per assicurare la riuscita di una qualsiasi impresa è indispensabile che un solo individuo pensi, diriga e porti le responsabilità, ma coloro che vengono governati non devono essere forzati, essi devono scegliere chi li dirige. Quindi l'idea sua è la democrazia, in cui naturalmente noi affidiamo ad altri il compito di fare ciò che noi vorremmo che fosse fatto, e poi però quest'uomo naturalmente non deve essere lì perché ha deciso lui di andarci, no, ma dobbiamo essere noi a sceglierlo. L'elemento prezioso nel meccanismo dell'umanità non è per me lo Stato, bensì l'individuo, creatore sensibile, la personalità. Essa sola crea il nobile e il sublime, mentre la massa resta opaca
nei pensieri e nei sentimenti. Poi qui, sempre da un punto di vista politico, però leggermente diverso, passa a parlare della guerra in qualche modo. Dice: l'argomento mi conduce a parlare della peggiore manifestazione della vita collettiva, il militarismo, che io aborrisco. Che un uomo trovi piacere nel marciare per quattro al suono di una banda è quanto basta per meritargli il mio disprezzo. Costui solo per errore ha ricevuto un cervello, un midollo spinale e tutto ciò di cui avrebbe bisogno. Occorre far scomparire nel più breve tempo possibile questa macchia infamante per la civiltà. L'eroismo comandato, la stupida violenza, lo spirito disgustoso che va sotto il nome di patriottismo, come odio tutto questo. E quanto ignobile e spregevole mi appare la guerra. Preferirei farmi tagliare a pezzi piuttosto che partecipare a un'azione così miserabile. Ciononostante, la mia considerazione nei riguardi del genere umano è così alta da farmi credere che questo fantasma malefico sarebbe da lungo tempo scomparso se il buonsenso dei popoli non fosse sistematicamente corrotto per mezzo della scuola e della stampa, dal mondo politico e da quello degli affari. Vi ricorderete che già quando lui parlava di quell'esperienza a 12 anni, quando lasciò la religione per decidere di seguire la via invece della scienza, aveva già detto cose molto simili sul fatto che in realtà era rimasto stupito di come lo Stato, indirettamente attraverso il sistema educativo, attraverso la scuola, propagandasse certe idee. E qui dice la stessa cosa, però questa volta non più nei confronti della religione, ma nei confronti del patriottismo e nei confronti del militarismo e poi naturalmente della guerra, che notate, siamo nel 1936, quindi ovviamente la seconda guerra mondiale stava avvicinandosi. Lui se n'era già andato in esilio, perché se n'era andato nel 1933, non appena Hitler era salito al potere ed era andato appunto a Princeton. E finisce quest'articolo su come io vedo il mondo dicendo: l'esperienza più bella che ci è dato da avere è il mistero della vita, il sentimento profondo che troviamo alla radice della vera arte e della vera scienza. Ignorarlo, perdere il senso dello stupore e della meraviglia, significa quasi morire, cessare di vivere. È il senso del mistero, misto anche alla paura, che ha generato la religione. Sapere che esiste qualcosa che ci è impenetrabile, conoscere le manifestazioni dell'intelligenza più profonda e della bellezza più sublime, accessibili alla nostra ragione solo nelle loro forme più primitive, questo forma il contenuto della religiosità. In questo senso, e soltanto in questo senso, io sono un uomo profondamente religioso. Io non posso concepire un Dio che ricompensa e punisce le sue creature e che esercita una volontà simile a quella che noi sperimentiamo su noi stessi. Non so immaginarmi né desiderare un individuo che sopravviva alla propria morte fisica. Lasciate che di tali idee si nutrano, per paura o per egoismo, le anime fiacche. A me basta il mistero dell'eternità della vita, la coscienza e il presentimento della mirabile struttura del mondo in cui viviamo, insieme con lo sforzo incessante per comprendere una particella, per piccola che sia, della ragione che si manifesta nella natura. Ora, questa è la conclusione di questo articolo. Quindi, alla fine, quando si tratta di parlare della religione, vedete come usa queste parole fortissime, estremamente anche sgradevoli, cioè la distinzione fra due tipi di religione. E questo è un qualche cosa su cui mi vorrei fermare per un momento, perché credo che sia un atteggiamento comune alla maggioranza degli scienziati. E su questo c'è molta incomprensione. Quando uno attacca una religione precostituita, una religione istituzionale, come per esempio nel caso dell'Italia potrebbe essere il cattolicesimo, oppure più in generale il protestantesimo in Germania o in Inghilterra, oppure l'Islam, insomma, nei paesi musulmani e così via, ebbene in genere si pensa che ci sia una contrapposizione, se quello che l'attacca è uno scienziato, fra la scienza e la religione. Molti dicono in realtà questa contrapposizione non c'è, sono soltanto due modi di vedere le stesse cose. Ora qui Einstein fa molta chiarezza, perché distingue tra quello che sono le religioni istituzionalizzate e tra l'altro anche antropomorfizzate, cioè le religioni che credono, come i tre monoteismi, in una divinità che è fatta a immagine e somiglianza dell'uomo, non al contrario come si dice in genere nella Bibbia, cioè che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Ebbene, questo è un tipo di religione, per cui lui ha un grande disdegno e direi anche quasi disprezzo, perché dire anime fiacche, no? Diceva per l'appunto, sono coloro che seguono queste religioni.
Però dice, io non sono una persona non religiosa, perché quelle non sono religioni, sono caricature di religioni. Quello che è la vera religione, secondo lui, è quello che tutti gli scienziati hanno sempre creduto, da Pitagora, per esempio, o dagli stoici, fino, per l'appunto, ad Einstein, passando attraverso, ad esempio, Spinoza e così via. Qual è questa religione? È il credere effettivamente che c'è qualche cosa nella natura che sovrasta l'umanità, che sovrasta il nostro individuo, l'essere individuale. Ed è anche credere che la natura non è qualcosa di caotico, bensì è qualcosa di ordinato. Sembra quasi di vedere nella natura, notate, nell'ultima frase dice una particella per piccola che sia della ragione che si manifesta nella natura, e qui ragione è scritto con la R maiuscola. Ed è proprio questo che voglio sottolineare. Cioè, dicevo, lo scienziato vede nella natura che la natura è guidata, è ispirata in qualche modo, è sostenuta da una ragione con la R maiuscola. Ora, naturalmente, l'uomo è un animale razionale, e allora se uno identifica questa ragione con la divinità, allora certo che si può dire che quest'uomo sia religioso anche in un senso di teista, cioè crede in Dio. Ma Dio per lui è la ragione che regola l'universo, per l'appunto, la ragione che regola il mondo. E allora quello che dice il Vangelo secondo Giovanni agli inizi, nel primo versetto, dice in principio era il Logos, detto in greco, il Logos era presso Dio e Dio era il Logos, ebbene questo si può benissimo tradurre Logos con ragione. Si può talmente benissimo farlo che molti ricorderanno il discorso che fece il 12 settembre dello scorso anno Benedetto XVI a Ratisbona, un discorso che tra l'altro era indirizzato non a caso agli scienziati, all'Accademia delle Scienze di Ratisbona, e Benedetto XVI traduce questi versetti del Vangelo secondo Giovanni nel modo in cui ho detto adesso. In principio era la ragione, e la ragione era presso Dio, e Dio era la ragione. Quindi fin qui c'è naturalmente una specie di coincidenza fra ciò che il Vangelo dice e ciò che dice Einstein. Però naturalmente quel Vangelo continua, perché ad un certo punto identifica questa ragione, questo logos con la R maiuscola, nel caso del Vangelo secondo Giovanni, con la figura di Gesù Cristo. E qui invece allora le due cose si dipartono. Si dipartono non perché Gesù Cristo sia la persona sbagliata da identificare col logos, ma perché questo logos è qualcosa di sovraumano, qualcosa che ci sovrasta. Si può interpretare uno dei versetti successivi di questo inno ellenistico che inizia il Vangelo secondo Giovanni, quando Giovanni dice e il Logos si fece carne, cioè la ragione si incarnò, lo si può interpretare in maniera scientifica, semplicemente dicendo, cosa vuol dire che la ragione si è fatta carne? Vuol dire che l'uomo è un animale razionale, per l'appunto, che incarna in qualche modo questa ragione. Però la ragione con la R maiuscola, quella dell'universo, è certo che quando si incarna nell'uomo diventa una ragione con la R minuscola, no? È qualcosa che partecipa di questa ragione universale, ma certamente non la può comprendere tutta. E allora ecco che la ragione con la R maiuscola, il logos, è qualcosa che sovrasta tutti gli uomini, qualcosa che noi non potremo mai concepire completamente, ma questo senso di ricerca per la ragione e questo tentativo di capirne perlomeno alcuni aspetti, ecco, questo è quello che Einstein, e credo con lui quasi tutti gli scienziati, identificano con lo spirito religioso. Spirito religioso che naturalmente non elimina il mistero, non elimina la spiritualità. Avrete sentito in queste frasi un sentimento spirituale che è simile a quello dei mistici delle religioni confessionali. E poi certamente la scienza non elimina il concetto o la nozione di mistero, anzi io credo che i veri misteri siano quelli di fronte a cui ci pone la scienza, per esempio il mistero della nascita dell'universo, il mistero di come la vita, la materia animata si sia evoluta dalla materia inanimata, oppure il mistero di come dalla materia animata ad un certo punto si sia evoluta la coscienza e quindi la mente umana, no? E così via. Questi sono i grandi misteri, al confronto dei quali i misteri della fede, quelli che si professano per l'appunto nelle religioni istituzionali, sembrano di nuovo, no, quello che dicevo prima, delle caricature. Quindi questo l'ho detto forse anche con un po' troppa foga, no? Perché in realtà è anche quello che credo io, cioè gli scienziati non sono non religiosi,
ma certamente vedono le religioni istituzionali con poca simpatia, perché capiscono che quelle religioni istituzionali sono un po' un imbastardimento, se posso usare una parola forse un po' brutta, no, di queste idee molto alte. Notate che ci sono religioni che hanno in qualche modo praticato il culto del Logos. Ho citato prima di passaggio gli stoici che stranamente oggi non sono più ricordati da nessuna parte. L'unico motivo per cui si ricordano gli stoici è nell'aggettivo sono stoico, nel senso che so affrontare la vita o i dispiaceri o le difficoltà, le avversità in maniera per l'appunto stoica, no? con un certo distacco. Eppure, se voi pensate, gli stoici erano una delle tre grandi scuole della Grecia classica, insieme ai platonici, naturalmente, all'Accademia, e ai peripatetici, agli aristotelici, al liceo. Ora, come mai il mondo è pieno di accademie e pieno di licei? La nostra stessa nazione, no? In Italia, quante accademie ci sono, quanti licei ci sono, e non c'è nessuna stoa. Questo è un fatto storico molto interessante. E uno dei motivi per cui, per l'appunto, la stoa è stata dimenticata è perché è stata cancellata. Ed è stata cancellata dalla memoria storica verso il 200 d.C., perché in realtà era un'alternativa al cristianesimo. Era una religione laica, una religione razionale, per l'appunto, che si basava su tre cose principalmente. Se voi leggete, ad esempio, i pensieri di Marco Aurelio, tutti noi conosciamo Marco Aurelio perché adesso recentemente è finito persino in un film, no? Agli inizi del Gladiatore, no? Vi ricorderete che lui è lì che sta facendo la campagna militare, oppure ce lo ricordiamo perché sta a cavallo, seduto sul suo cavallo, per l'appunto, sulla piazza del Campidoglio a Roma. Però Marco Aurelio è anche un grande scrittore, no? Che ha scritto questi pensieri. Ebbene, l'immagine che ci viene degli stoici da leggendo Marco Aurelio oppure Seneca e così via, è di una filosofia, di una specie di religione che si basava sulla fisica, cioè lo studio della natura, sulla logica, cioè lo studio della ragione, e sull'etica. Loro credevano di poter derivare i principi etici, che poi è lo scopo naturalmente di tutte le religioni, di poterle derivare dalla logica e dalla fisica, cioè dalla scienza. Ed ecco qui il motivo per cui questa religione in qualche modo è stata cancellata. Poi, tra l'altro, era molto facile cancellare una scuola filosofica, bastava all'epoca non ricopiare i suoi testi, e oggi i testi stoici sono andati in larga parte perduti, soprattutto quelli della prima stoa, quella di Crisippo, per esempio, che era contemporanea, per l'appunto, alla scuola aristotelica. Ma qui naturalmente mi accorgo che sto andando per la tangente, e allora vorrei ritornare ad Einstein e leggervi ancora qualche cosa su queste ultime parti, questa ultima frase che abbiamo letto nel Come io vedo il mondo, cioè qualche cosa a proposito della religione. Einstein ha scritto abbastanza sulla religione, in particolare due articoli abbastanza lunghi, uno che si chiama Religione e Scienza, scritto per il New York Times, quindi un articolo di giornale, e un altro che si chiama Scienza e Religione, tanto per cambiare il titolo, no? Che fu scritto invece nel 1939, un po' più lungo. Vi leggo alcune frasi sparse, tanto per farvi avere un po' più un'idea di che cosa fosse la religione per Einstein. Tutto ciò che il genere umano ha fatto e pensato è volto alla soddisfazione di esigenze profondamente sentite e alla eliminazione del dolore. I sentimenti e le aspirazioni sono i motori di ogni sforzo e di ogni umana creazione, per quanto sublime quest'ultima possa apparire. Nell'uomo primitivo, quindi sta cercando di fare una specie di genesi antropologica della religione, nell'uomo primitivo a suscitare le idee religiose e soprattutto il timore della fame, degli animali feroci, delle malattie e della morte. Siccome in questo stadio della vita umana la comprensione dei rapporti causali, cioè la scienza, è di regola poco sviluppata, la mente umana crea esseri immaginari più o meno simili a noi nella volontà e dalla cui azione dipendono gli eventi avversi e temibili. La cristallizzazione di una religione deriva anche da un'altra causa, i sentimenti sociali. I padri e le madri e i capi delle grandi comunità umane sono mortali e fallibili. L'aspirazione all'amore, al conforto, al sostegno spinge gli uomini a forgiarsi l'idea morale e sociale di Dio. È il Dio della provvidenza che protegge, dispone, ricompensa, punisce, il Dio che, secondo i limiti della visione del credente, ama e incoraggia la vita della propria tribù, l'umanità e la vita del mondo. Quel Dio che conforta nei dolori e nei desideri insoddisfatti, che salva l'anima dei morti. Tale è l'idea morale e sociale di Dio.
Il passaggio dalla religione fondata sul timore alla religione morale rappresenta un grande passo nello sviluppo della vita dei popoli. Ma tutte queste religioni hanno un elemento in comune, il carattere antropomorfico dell'idea di Dio. Oltre a questo stadio troviamo solo individualità eccezionali e gruppi sociali giunti a un grado superiore di sviluppo intellettuale. Ma vi è ancora un terzo stadio della vita religiosa, sebbene assai raro nella sua più pura espressione, ed è quello della religiosità cosmica. L'individuo è cosciente della vanità delle aspirazioni e dei desideri umani e pertanto riconosce l'impronta sublime e l'ordine mirabile che si rivelano nella natura e nel mondo del pensiero. L'esistenza individuale gli dà l'impressione di una prigione e vuole vivere nella piena conoscenza dell'universo, della sua unità e del suo senso più profondo. In tutti i tempi, i grandi spiriti religiosi sono stati influenzati da questa religiosità cosmica che non conosce dogmi né dei concepiti a immagine dell'uomo. Non vi può essere alcuna chiesa che fondi su di essa la propria dottrina e perciò tra gli eretici di tutti i tempi noi troviamo uomini penetrati di questa superiore religiosità che assai spesso furono considerati dai loro contemporanei come atei, ma sovente anche come santi. Considerati sotto questo aspetto, uomini come Democrito, Francesco di Assisi e Spinoza sono fra loro strettamente affini. Notate tra l'altro questo strano parallelo fra un greco, Democrito, un cristiano, Francesco d'Assisi, e un ebreo, in realtà poi eretico, come Spinoza. Come può la religiosità cosmica comunicarsi da uomo a uomo se non dà origine a una precisa idea di Dio né ad alcuna teologia? Compito fondamentale dell'arte e della scienza è appunto, a mio avviso, quello di risvegliare e mantenere vivo questo sentimento tra coloro che si dimostrano capaci di accoglierlo. A torto si è rimproverata alla scienza di insidiare la morale. La condotta etica dell'uomo dovrebbe fondarsi sulla compassione, l'educazione e i vincoli sociali, senza dover ricorrere ad alcun principio religioso. Gli uomini sarebbero da compiangere se dovessero essere frenati dal timore della punizione o dalla speranza di una ricompensa dopo la morte. E giustamente un contemporaneo ha osservato che nella nostra epoca, votata in genere al materialismo, e attenzione cosa dice, i soli uomini profondamente religiosi sono gli scienziati. Ora qui capite che Einstein si sta allargando parecchio, perché non soltanto sta dicendo che le religioni istituzionali in realtà hanno una visione caricaturale di quello che è la spiritualità, ma arriva al punto di dire che gli uomini profondamente religiosi, soli uomini profondamente religiosi, sono gli scienziati. Sembrerebbe un delirio di potenza per l'appunto, ma io credo che lo si possa capire e concepire alla luce di quello che abbiamo detto. Cioè non è soltanto un'idea bislacca, ma è l'idea dello scienziato che capisce che la natura è così grande, così complessa, così difficile da concepire, che quello è già sufficiente per dare all'uomo per l'appunto un'idea di spiritualità. Ora Einstein era interessato alla spiritualità, non soltanto a quella occidentale, ma anche a quella orientale. E vi voglio leggere una pagina che non è molto nota, perché in realtà mostra un Einstein differente, un Einstein che va a contatto con uno dei personaggi più singolari della cultura di quell'epoca orientale. Questo personaggio si chiamava Rabindranath Tagore, molti di voi lo conosceranno, era premio Nobel per la letteratura nel 1913, uno scrittore potentissimo che ha scritto romanzi e soprattutto poesie in bengali, uno scrittore che aveva costruito o istituito un'università alternativa, diciamo, che si chiamava Santiniketan, in cui poi sono cresciuti personaggi singolari, ne cito uno soltanto per fare un esempio, ed è Amartya Sen, il premio Nobel per l'economia, che da bambino per l'appunto è nato addirittura a Santiniketan perché suo padre insegnava lì, e io l'ho intervistato una volta, tra l'altro mi raccontava addirittura di aver conosciuto da bambino Tagore. Ebbene, Tagore era un personaggio singolare, chi di voi ha visto delle foto di lui, era un gigante, alto 1,90 m, si vestiva con un saio, che era un saio naturalmente non francescano, bensì indiano, aveva una lunghissima barba bianca, sembrava veramente un asceta ieratico. Ora io ricordo che la prima volta che ho sentito parlare di Tagore, ero ragazzo, stavo leggendo la autobiografia di Russell. Ora voi dovete immaginarvi Russell che era l'esatto contrario di quest'uomo. Russell era piccolo come me, anzi più piccolo, no? Aveva un naso adunco, parlava con una voce così, no? Molto alta di tono. Ebbene, io leggevo questa autobiografia di Russell e ricordo che Russell
raccontava, disse, e venne questo signor Tagore a Cambridge, dove Russell insegnava, ci fece una conferenza sulla filosofia sua, orientale. Tagore ovviamente, in quanto indiano, era un idealista, no? E Russell, che ormai aveva già scritto I principi a matematica, eccetera, no? Era un po' l'archetipo del razionalista, racconta nella sua autobiografia, disse, dopo la conferenza salì sul palcoscenico e gli feci una bella lezione. Ora, questa immagine di Russell che fa una lezione al grande pensatore orientale mi è rimasta per qualche motivo nella memoria, per tanti anni. Poi dopo molti anni, una quindicina di anni fa, mi è successo di andare a Calcutta e di visitare, tra le tante cose che si trovano in quella città, la casa di Tagore, casa enorme che poi per l'appunto è diventata parte dell'università. Tutti noi vorremmo vivere una casa che poi può diventare un'università, no? Vabbè, non tutti sono così fortunati. Però mentre ero lì che gironzolavo per questo enorme edificio, c'erano fotografie di Tagore da tutte le parti, c'era anche una biblioteca. Allora mi ritornò in mente per caso questo episodio che avevo letto sulla autobiografia di Russell e mi è venuta la voglia di dire, ma chissà se anche Tagore se lo ricordava questo episodio, no? E chissà come l'aveva raccontato, no? Allora sono entrato in biblioteca, mi sono messo a sfogliare, sapete che le biblioteche della cultura anglosassone non sono come le nostre, uno può entrare dentro, si mette a guardare i libri, no? Eccetera. C'erano moltissime vite di Tagore, sono andato a vedere sull'indice dei nomi, ho trovato Russell e, come dicono gli inglesi, sure enough, no? Senza fallo, ecco qua che mi ritrovo il racconto dello stesso episodio. E il modo in cui lo racconta Tagore è molto divertente, perché naturalmente è uno scontro di civiltà, no? Tagore dice, sono andato a Cambridge, ho fatto una serie di conferenze, ho parlato della mia filosofia e dopo la filosofia, dopo questa conferenza, salì sul palcoscenico un nanerottolo, no? Che dice che si mise a sbraitare qualche cosa, no? Con una voce chioccia, no? E dice, io dopo un minuto salì in uno stato superiore di coscienza. E allora, ecco, vi potete immaginare, no, la scena di Russell che blattera di sotto e quest'altro, no, che naturalmente, no, veleggia in altri lidi. Ebbene, Tagore, naturalmente Russell era molto invidioso perché Tagore aveva già preso il premio Nobel per la letteratura, no? E lui non l'avrebbe preso fino al 1950, però Tagore si è incontrato due o tre volte con Einstein e ci sono le registrazioni delle loro conversazioni. In alcuni casi le registrazioni dicono cose semplicemente di questo genere, per esempio dice il colloquio di Caputh, che era la città dove viveva Einstein, dice fu trascritto da un amico che era lì presente, fu affrontato il tema della causalità, ma evidentemente i due non si intendevano, le loro battute danno l'impressione di una sorta di dialogo tra sordi che non mi è parso valesse la pena di riportare, no? Quindi questo è Pais, che il biografo ufficiale di Einstein, dice di certi colloqui è inutile che parliamo, perché tanto si capisce che non si capivano, no? Però ce n'è uno, ed è interessante, ed è il dialogo che fecero Einstein e Tagore in occasione del loro primo incontro. È un breve dialogo di una pagina o due che vi leggo. Dovremmo essere in due, però non, poiché sono uno, cercherò di farlo in maniera schizofrenica. Allora, Einstein chiede a Tagore, credete in un principio divino indipendente dal mondo? E Tagore, no, l'infinito spirito dell'uomo abbraccia l'universo. Non c'è nulla che non possa essere sussunto dallo spirito dell'uomo e ciò prova che la verità universale è solo verità umana. Einstein. Vi sono due diverse concezioni della natura dell'universo. Il mondo come un'entità unitaria che non può prescindere dall'uomo e il mondo come realtà indipendente dal fattore umano. Tagore. Quando l'uomo è in armonia con il proprio universo, con l'eterno, lo conosce come verità e lo sente come bellezza. E Einstein dice, questa è una concezione esclusivamente umana dell'universo. E Tagore, sì, una entità eterna che possiamo unicamente cogliere con le nostre emozioni e le nostre azioni. Noi abbiamo preso coscienza attraverso le nostre limitazioni dell'uomo supremo che non ha limitazioni. La scienza si occupa di ciò che non è ristretto all'individuo e un mondo umano di verità impersonali. La religione coglie queste verità e le collega ai nostri bisogni più profondi e in tal modo la coscienza individuale della verità acquista un significato universale. Einstein domanda, la verità o la bellezza non è indipendente dall'uomo? Tagore,
No. Einstein, sono d'accordo sulla bellezza, ma non sulla verità. Tagore, e perché no? La verità si realizza tramite l'uomo. Einstein, che la verità scientifica si debba concepire come una verità indipendente dall'uomo, non lo posso dimostrare, ma ne sono fermamente convinto. Credo, ad esempio, che il teorema di Pitagora affermi in geometria qualcosa che è approssimativamente vero, indipendentemente dall'esistenza o meno dell'uomo. A ogni modo, se esiste una realtà indipendente, esiste anche una qualche verità relativa a questa realtà. Analogamente, la negazione della seconda implica che non può esistere la prima. Tagore, la verità, che è un tutt'uno con l'essere universale, non può che essere in fondo verità umana, altrimenti qualunque cosa noi individui riconoscessimo come vera non potrebbe essere chiamata verità, perlomeno la verità che si definisce scientifica e che può solo essere raggiunta con un processo logico o, in altre parole, con un organo di pensiero che è umano. La verità di cui stiamo parlando è un'apparenza, vale a dire ciò che appare vero alla mente umana è perciò stesso umano e può essere chiamato maya, illusione. Einstein, il problema nasce quando ci si chiede se la verità sia indipendente o meno dalla nostra coscienza. Tagore, ciò che noi chiamiamo verità risiede nella razionale armonia tra gli aspetti soggettivi e oggettivi della realtà, i quali entrambi appartengono all'uomo superindividuale. Einstein, persino agli oggetti che utilizziamo nella vita quotidiana ci sentiamo portati ad attribuire una realtà indipendente da noi. Lo facciamo per collegare le esperienze sensoriali in modo ragionevole, per esempio, anche se qui dentro non c'è nessuno, quel tavolo resta dov'è? Tagore, certo, è al di là della mente individuale, ma non della mente universale. Il tavolo che io percepisco è percepibile da una coscienza di quel tipo, di cui anch'io sono partecipe. Einstein, il nostro modo naturale di vedere le cose, per quanto riguarda l'esistenza di una verità indipendente dall'uomo, non può essere spiegato o dimostrato, ma è una convinzione comune a tutti, persino agli esseri primitivi. Attribuiamo al vero un'oggettività superumana, e questa realtà, che non dipende dalla nostra esistenza, dalle nostre esperienze e dalla nostra mente, la sentiamo come indispensabile, pur se non ne conosciamo il significato. Tagore, nell'apprensione della verità c'è un conflitto eterno tra la mente umana universale e la stessa mente confinata nell'individuo. E senza sosta ha luogo la riconciliazione nella scienza, nella filosofia e nella morale. In ogni caso, se anche vi fosse una verità totalmente avulsa dall'uomo, per noi sarebbe inesistente. Una verità non collegata alla mente umana per via di sensi o di ragione resterà per noi un nulla fin tanto che resteremo esseri umani. Einstein, allora vuol dire che io sono più religioso di lei. E questo è un po' andare a curiosare in quello che persone come Einstein e Tagore si potevano dire quando si incontravano. E naturalmente una sorta di grande fratello, però fatto in maniera un po' diversa, no? Anzi, sarebbe interessante fare un grande fratello in cui ci si mettessero gli scienziati. Pensate che meraviglia, chi lo sa, Margherita Hack e Boncinelli potrebbe nascere chissà che cosa, no? Però non si sa mai, no? Il grande fratello porta a queste cose. E però è interessantissimo vedere come ci sia un conflitto quasi di culture. Einstein che cerca in qualche modo di spiegare a Tagore che ci sono delle realtà oggettive che sono al di là dell'uomo e che il tavolo, quando anche non c'è nessun uomo che lo vede, il tavolo rimane lì. Vi ricordate ieri la poesiola, no, sul pino che cade, no, e non c'è nessuno che lo sente cadere. E Tagore invece, che ovviamente era un idealista per l'appunto, pensa in termini non di realtà oggettiva, ma di una mente universale che percepisce queste cose, e la nostra mente è in qualche modo non semplicemente un riflesso di quella mente universale. Chi di voi conosce o è stato in India o ha letto qualche cosa sulla filosofia indiana riconoscerà qui i segni della distinzione fra Atman e Brahman. Il Brahman, cioè per l'appunto lo spirito universale, e l'Atman, lo spirito individuale che partecipa di questo spirito universale. Ed è una cosa meravigliosa, io credo, far mettere a contatto culture diverse come quella occidentale e quella orientale, soprattutto quando a farlo sono personaggi di questo genere e che parlano per l'appunto in questo modo e che hanno queste convenzioni. Ma per finire, dopo tutte queste belle parole sulla democrazia, sul militarismo, contro la guerra, eccetera, arriva il 1939.
Che cosa succede nel 1939? Succede che Einstein scrive una lettera al presidente Roosevelt, che leggiamo brevemente, e che naturalmente va un po' contrario, in senso contrario a quello che lui diceva a proposito della guerra, perché dice: signor presidente, è il 2 luglio 1939, la lettura di alcuni recenti lavori di Fermi e di Szilard, comunicatemi sotto forma di manoscritto, mi induce a ritenere che tra breve l'uranio possa dare origine a una nuova e importante fonte di energia. Alcuni aspetti del problema prospettati in tali lavori dovrebbero consigliare all'amministrazione la massima vigilanza e, se necessario, un tempestivo intervento. Ritengo quindi mio dovere richiamare la sua attenzione su alcuni dati di fatto e suggerimenti. L'ipotesi che utilizzando un'adeguata massa di uranio vi si possa provocare una reazione a catena con enorme sviluppo di energia e formazione di un gran numero di nuovi elementi simili al radio ha preso sempre più consistenza e non vi è dubbio che ciò si potrà realizzare tra breve. In tal modo si potrebbe giungere alla costruzione di bombe che, è da supporre, saranno di un tipo nuovo ed estremamente potenti. Uno solo di tali ordigni, trasportato via mare e fatto esplodere in un porto, potrebbe distruggere l'intero porto e parte del territorio circostante. E poi continua, naturalmente, dando alcuni dettagli tecnici, e finisce dicendo: mi si dice che la Germania, subito dopo l'occupazione della Cecoslovacchia, ha posto l'embargo sull'uranio proveniente da questo paese, il che non stupisce quando si pensi che il figlio del sottosegretario di Stato tedesco von Weizsäcker è membro dell'istituto del Kaiser Guglielmo di Berlino, dove sono attualmente in corso esperimenti con uranio analoghi a quelli svolti in America, distintamente Albert Einstein. Non c'è bisogno di capire, di essere più espliciti. Naturalmente Roosevelt, leggendo questa lettera, sapeva benissimo dove Einstein voleva andare a parare. Questa lettera è, come ho detto, del 1939. Einstein la considerò il più grande errore politico, etico della sua vita, cioè l'aver scritto al Presidente degli Stati Uniti perché stesse attento che le ricerche nucleari potevano in Germania portare alla costruzione di una bomba atomica e dunque anche gli Stati Uniti avrebbero dovuto fare ugualmente. Gli storici poi si sono chiesti naturalmente quanto influsso, quanta importanza possa aver avuto questa lettera per la costruzione della bomba atomica e la decisione di Roosevelt poi di iniziare il progetto Manhattan, del quale abbiamo parlato agli inizi, quello che era in realtà diretto da Oppenheimer. Si sa che Roosevelt non lesse la lettera immediatamente, benché questa lettera fosse del luglio, lui la lesse l'11 ottobre 1939, e all'epoca semplicemente si limitò a nominare un comitato di consulenza per l'uranio, che stanziò $6,000 all'anno, no, per lo studio della fissione, quindi una cifra irrisoria. E nemmeno una seconda lettera, che Einstein poi scrisse l'anno dopo, ebbe risultati migliori. Addirittura questa lettera fu letta soltanto un anno dopo da Roosevelt, e in realtà soltanto nel 1941 poi Roosevelt prese la decisione di costruire una bomba atomica, ma non fu Einstein a convincerlo, fu un altro scienziato che si chiamava Bush, per ironia della sorte, ma era Vannevar Bush, uno dei padri naturalmente del computer. Ora, quindi Einstein in qualche modo si crucciò troppo per quello che lui credeva fosse stato il suo influsso sulla costruzione della bomba. In realtà gli Stati Uniti la fecero per altri motivi e quello fu semplicemente una goccia nel mare. Però la cosa interessante è che naturalmente molti scienziati decisero di partecipare al progetto Manhattan, pochissimi si rifiutarono di farlo. Einstein non si rifiutò, però non fu nemmeno chiamato, perché Einstein poi tra l'altro era un fisico teorico, tra l'altro nel 1945 era ormai considerato un po' in decadenza, perlomeno non più all'apice della sua potenza intellettuale. Ci furono due o tre altri signori, per esempio Norbert Wiener, che era il padre della cibernetica, il professore all'MIT, che decise di non partecipare alla bomba atomica. Lisa Meitner, ad esempio, la scienziata tedesca emigrata, anche lei, una di coloro
che avevano nel 39 scoperto la prima reazione a catena, anche lei, il processo della fissione dell'atomo, intendo, anche lei rifiutò di partecipare, ma si contano sulla punta delle dita. La maggior parte degli scienziati andò, corse, molti lo fecero per una duplice serie di motivi. Una parte c'erano motivi politici, cioè l'idea che i nazisti potessero costruire una bomba di questo genere e una bomba atomica nelle mani di Hitler, possiamo immaginarci, no, quale effetto potrebbe aver avuto. Ma l'altro ordine di motivo era che gli scienziati si trovavano di fronte a un'opportunità enorme, la possibilità di sviluppare per l'appunto ricerche nucleari, di avere fondi praticamente illimitati, di essere messi tutti insieme in una specie di super istituto, e quindi evidentemente questi due tipi di motivazione, una o l'altra o tutte e due insieme, influirono sulla decisione di quasi tutti gli scienziati. Ora, cosa successe? Successe che verso la fine della guerra, verso il 1944, i servizi segreti inglesi entrarono nella Germania, che ormai naturalmente era duramente provata dai bombardamenti, e cercarono di capire se in Germania si stessero facendo ricerche per la bomba atomica. E fecero un giro dalla Germania per quanto si poteva fare, no? La Germania era ancora naturalmente un paese tra virgolette libero, nel senso che non era stato occupato dagli alleati, e le notizie che radunarono furono negative. Si seppe in quel momento, era 1944, che no, i tedeschi, i nazisti non stavano costruendo una bomba atomica, non c'era nessun programma nucleare se non minimo, ed era comunque diretto alla costruzione di un reattore nucleare e non di una bomba. Allora i servizi segreti naturalmente riferirono al governo britannico, il governo britannico riferì ai responsabili del progetto Manhattan, e gli scienziati, molti perlomeno degli scienziati, vennero a sapere che i nazisti non stavano costruendo la bomba atomica. Siamo nel 1944, quindi un anno prima della fine della guerra, e uno potrebbe immaginare che, poiché quello era il motivo per cui il progetto Manhattan era partito, si era finanziato e si era mantenuto per un paio d'anni ormai, venuta a cadere la motivazione politica, naturalmente molti si sarebbero ritirati, avrebbero detto, ma insomma, se i nazisti non la fanno, per quale motivo dovremmo fare noi? E invece non successe questo. Uno solo, uno scienziato, decise che, poiché appunto era venuta a mancare la motivazione principale per la costruzione della bomba atomica, allora lui se ne sarebbe andato. Questo scienziato si chiamava Josef Rotblat, era un polacco emigrato in Inghilterra, poi portato negli Stati Uniti per lavorare a questo progetto. Fu trattato naturalmente da traditore, da spia quasi, naturalmente ritornò in Inghilterra, gli fu impedito di parlare ovviamente delle ricerche che si facevano a Los Alamos, e lui venne a sapere, come tutti gli altri, della bomba atomica che era scoppiata, cioè la bomba su Hiroshima, il 6 agosto del 1945, lo venne a sapere dai giornali. Ora, naturalmente subito dopo la guerra gli scienziati cominciarono a dividersi in due tronconi. Da una parte c'erano coloro che avevano insomma dei rimorsi per il fatto di aver costruito la bomba. Oppenheimer era probabilmente, dico probabilmente perché era una persona molto difficile da capire, è uscita recentemente una biografia di Oppenheimer di Pais, molto sostanziosa, pubblicata dalla Mondadori, che vi consiglio di leggere. Comunque Oppenheimer era uno che amava citare, era un po' come Einstein da questo punto di vista, amava citare aforismi. Quando la bomba scoppiò lui disse: gli scienziati hanno conosciuto il peccato. Quando cercò di descrivere qual era l'effetto che aveva fatto su di lui il fungo della bomba atomica, citò in sanscrito, così era lui, la Bhagavad Gita, il canto del Signore, che fa parte del Mahabharata, dicendo: abbiamo visto lo splendore dei mille soli, no? E così via. Però rimase il fatto che Oppenheimer decise di non andare a lavorare alla bomba all'idrogeno, anzi in qualche modo cercò di opporsi a questo progetto. Invece dall'altra parte ci furono scienziati come von Neumann, come Edward Teller e tanti altri, come Bethe anche, che poi divenne uno dei più vociferi e convinti oppositori poi delle armi nucleari, ma all'epoca anche Bethe andò, tutti i premi Nobel naturalmente questi, in particolare Bethe e così via, andò a lavorare anche lui alla costruzione della bomba all'idrogeno.
E naturalmente molti scienziati incominciarono a dubitare della saggezza di avere queste bombe, e Einstein era uno di questi. E verso la fine della sua vita, quindi verso il 1955, Einstein morì credo nell'aprile del 55, Bertrand Russell decise di fare un manifesto degli scienziati contro l'atomica e chiese la firma di Einstein. E Russell racconta nella sua autobiografia che stava viaggiando ad un certo punto in aereo, da qualche parte a qualche altra parte ovviamente, no, come succede negli aerei, e il pilota diede la notizia che Einstein era morto. E Russell, che è sempre un po' ineffabile in queste cose, disse: mi venne naturalmente un colpo al cuore, perché Einstein non mi aveva risposto. Non è che Einstein moriva, no, e si preoccupava di quello, dice: la risposta alla mia lettera dove sta? Però quando arrivò in Inghilterra trovò la risposta di Einstein. Quello è l'ultimo atto pubblico che Einstein fece: firmare il manifesto che poi divenne noto come manifesto Einstein-Russell degli scienziati contro l'atomica. Questo manifesto diede origine a un movimento che esiste tuttora, che si chiama Movimento Pugwash. Pugwash è il nome di una cittadina canadese, semplicemente, in cui si riunirono per la prima volta nel 1957 sulla base di questo documento, appunto, firmato da Einstein e Russell, gli scienziati sia dell'Occidente che dell'Oriente, cioè, o meglio, di oltre Cortina, no? Quindi scienziati anche russi. Per molti anni il movimento Pugwash fu l'unico canale di comunicazione diretto fra gli Stati Uniti e la Russia. Quindi molti politici chiedevano agli scienziati di parlare, agli scienziati americani, di parlare agli scienziati russi affinché loro parlassero ai politici russi, che poi rispondessero. Insomma, era una via un po' complicata, no? Ma passavano queste comunicazioni attraverso questo movimento per la pace. Ed è interessante, per l'appunto, e con questo finiamo, che l'ultimo atto pubblico della vita di Einstein fosse stato questa firma, la firma a favore di un movimento degli scienziati contro l'atomica, quando poi in realtà l'atomica, per l'appunto, Einstein credeva o temeva di averla creata lui stesso con quella lettera che aveva mandato a Roosevelt. La storia ha un lieto fine, perché nel 1995, cioè 40 anni dopo lo scoppio della bomba atomica di Hiroshima e 40 anni dopo il manifesto di Russell ed Einstein, il movimento Pugwash e in particolare Joseph Rotblat, che era l'unico scienziato, vi ricorderete, che aveva lasciato il movimento, il progetto Manhattan, e che era diventato presidente di questo movimento, presero il premio Nobel per la pace. Metà fu dato a Rotblat direttamente, personalmente, e l'altra metà invece dato al movimento. Ed è interessante, io credo, che questo sia in qualche modo un po' l'eredità politica che Einstein ha lasciato. Certo, la sua formula, la formula E uguale a MC2, è la base teorica per la bomba atomica. Il fatto che piccole quantità di uranio possano scatenare un'enorme energia, secondo quella costante, per l'appunto, di proporzionalità enorme, che è C al quadrato. Il fatto che Einstein, insomma, ad un certo punto della sua vita ritenne di chiedere al governo degli Stati Uniti di costruire questa bomba per il pericolo che la costruissero i nazisti, e che poi però alla fine della sua vita l'ultima firma che appose fosse, per l'appunto, a favore della limitazione delle armi nucleari, e che poi questo movimento sia poi sfociato, per l'appunto, in un premio Nobel per la pace che Einstein non ricevette mai direttamente, come invece altri scienziati fecero. Per esempio, molti di voi conosceranno Linus Pauling, che prese due volte il premio Nobel, una volta per la chimica e una volta, per l'appunto, per la pace. E però in qualche modo questo premio Nobel è stato anche assegnato in maniera postuma ad Einstein, proprio perché il Pugwash è nato sotto sua istigazione o sotto sua proposta insieme a Russell, e mi sembra che sia il coronamento abbastanza degno di una lunga vita di pensiero ed azione, ed è anche la fine delle nostre lezioni. Grazie e arrivederci.